Tanto è Fumble. Siamo sicuri? Fumble, Allora, forse sì. quello che stanno ascoltando su Spreaker è sicuramente Fumble. Quello che stanno vedendo su Facebook dovrebbe essere Potrebbe Fumble. essere Forse Critical è Role. Blues. No, Critical Role lo dubito molto fortemente. No, sono andato in diretta l'altro ieri. E Spreaker se tu non metti dell'audio che torna da qualche parte, non siamo contenti. Stavo facendo la testa. Sì, va bene. Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it e stasera è il podcast con gli ospiti. Ospiti di tutto riguardo, prima di tutto perché hanno scritto un gioco di ruolo, Già. seconda cosa perché stanno facendo un altro podcast di giochi di ruolo e sono molto contento di questo perché posso ascoltare qualcosa anche al mattino mentre vado a lavorare. E dopo vi diamo i contatti di tutto. Prima vi ricordo che se Fumble GDR vi piace, potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare dei gadget di Fumble. Potete comprare anche Urban Heroes usando il codice FumbleNow e noi e i ragazzi di Urban Heroes ci dividiamo gli introiti. Potete andare su qwerty.it/associati, diventare soci o fare delle E donazioni dare e solo a noi gli dare soldi solo a introiti. noi. Sì, che quelli di Urban Heroes non se li meritano, dai, diciamoci. Ragazzi, lo sapete, vi voglio bene, vi so. Se Siete voi volete, che dovete fare fiere insieme, quindi cazzi vostri, te lo dico. Guarda, hai proprio detto la parola giusta, perché di solito è quella la moneta di la fiera, scambio. senza quei cazzi vostri. anche i cazzi vostri. E qwerty.it/associati non è l'unica cosa che potete fare. Andate su iTunes e lasciate delle recensioni e delle votazioni a 5 draghi questa sera, perché 5 draghi mi Come al sembra solito l'alcol non manca qui. adatto. No, C'è anche c'è un più succo alcol, d'ananas nascosto. ma è, Ma è se non è pieno di stato nemmeno vodka. aperto. Ma nascosto. L'alcol è sempre utile e sempre caro a Fumble. E grazie ancora a Pietro che ci ha mandato quelle buonissime birre della Gilda dei Nani Birrai. Mi hai convinto a comprarne ancora. Ne arriveranno altre. E Non vai. so se le condividerò con voi, però. Come no? Non le stai vendendo quei Le soldi sto di comprando, no, Fumble? sto comprando con i miei, No, per me. divisione è reale solo se no, la No. felicità è reale. Donateci No. dei soldi per comprare le birre di No. Pietro. Donateci dei soldi e Manto a non spegnere la luce, magari che ci può servire, Perché come avete sentito grazie. i nostri ospiti questa sera tipicamente trentini. Sì. Sì. Con Io avrei detto le addirittura che senti Raul. Vabbè, non stiamo così, cioè, ora, con l'amore per È chi... indeciso tra il pugliese. No, siamo nel mezzo, dai, ok. In mezzo del cammin di Sì, nostra vita mi infatti lo ritrovai lasciamo con un lì. bicchier di vino in mano. Cosa diavolo stai E la dicendo? retta via Basta fare le voci a fu. caso, che poi ci sono i miei amici che guardano e dicono: ma perché c'è sempre uno che fa le voci? E una volta perché era il coboldo, e una volta perché Manto beve e Oh, un quindi personaggio che è Halfling di base nella fa le campagna voci. principale. Che secondo me è il personaggio che ti è venuto meglio di Perché gli tutti. halfling devono parlare con la vocetta così? Perché Ma sono il cazzo è parecchi. alto un metro! Gli Ma la halfling, cassa toracica gli che è halfling uno da cosa sono scudo! presi? Dal Da mare. cosa? Scusa? E come hanno la voce quelli da cui sono presi? Gli hobbit? Come hanno la voce? Frodo? Bilbo? Parlano così, parlano! No! Quindi vedi, dure verità vengono lasciate Stai cadere su questo parlando di tavolo. racconti fatti da una razza che di base si fuma la ganja. Però non parlano comunque così. Ma se la Non fuma a puoi ritmi sapere. fottuti, Dici che visto che la raccontano cioè. loro si fingono la voce, se la doppiano? Hai mai visto lo Svarione degli Anelli? Come parlano nello Svarione degli Anelli? Non Ma io come cazzo io parli? Non sapevo a memoria i Proscio lingue da bilegge, quanto boh, non Sì, beh, capisco. se vogliamo. La voce di Krubal arriva dallo Se Svarione, vogliamo va usare bene. lo Svarione degli Anelli come base, come pietra e tutto ciò, allora ero Erin So dalla Lazio. Esatto. Storicamente. Non ho capito questo nesso, però. Vabbè. Perché noi Io facevamo. in me fa oh, Non hai visto lo Svarione degli cioè, Anelli? no, i Lazio. Forse sì. Aspetta. Lazio! No, era Eroirim. No, i Sì, Laziali erano sì, Eroirim. Lazio! Ah, Lazio, Digos Lazio! erano gli Gli orchi, lo Ma non tutti, ma sono andato quelli di Saruman. Non lo so. Mi Ah sì, perché erano quelli più cattivi, sì, Esatto. che erano gli Sì. Orukai poi. Ok. Va bene, dopo queste verità Vabbè, possiamo parlare iniziare. male delle forze dell'ordine, direi. Vabbè. Vedi Sono questo capace. prato cagato su ogni singola pianta. Conoscere è magnifica. Scusate. Comunque, stasera siamo qui a giocare alle Cronache di Populon. Non Di cui di abbiamo. Narnia. Non di Narnia. No, ok. Non siamo Populon, già tutti Populon, morti. Populon. E abbiamo qua Questo l'autore. non. No, no, è vero, non È siamo già vero. tutti morti. E
no, per... mi stai facendo una domanda. Me. No, ho detto che ci possono lasciare delle votazioni a 5 draghi, ma no. Se spieghi tu il perché, meglio. Ah, giustamente, sì. Ci sono dei draghi in questo gioco. Tanto dici, cos'è Populon? Un gioco da tavolo, è un... No, 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 è un gioco di ruolo. Come si chiama il trick trap, là, il tricky trap? Quel coso giallo con la pallina che non è quello lì, non è quello lì, l'importante è che non sia quello. Non è, infatti non è giallo perché la paletta di Populon è tutta sull'azzurro e sul bianco, diciamolo. Per tutti gli amici illustratori. Tutti gli amici illustratori, sì. E per quelli che amano scontornare poi le immagini. Sì, ma io sono daltonico e quindi in realtà quello che sto dicendo forse non ha come, senso. Come zucca per me. Allora, è un gioco di ruolo che è questo. Questo, cioè, questo è il manuale base, gioco di ruolo classico da tavolo, carta e penna, e tanta fantasia. Questa è l'avventura. Quella è la prima avventura. C'è scritto Populon. Va bene. E è un gioco di ruolo scritto da Dario Landi e Mattia Sarti, con la collaborazione anche di Giulio Niccoli. Mattia Sarti è anche l'illustratore di tutto del mondo, anche, ha illustrato anche voi, anche se non, anche lo, illustrato anche se non lo sappiamo, e tanti che è, ora è a casa e ci segue. Io avrei qualche domanda da fare, però. E tanti bei complimenti, che sono belle illustrazioni, molto molto belle le illustrazioni. Ti dirò, ho visto un troll che mi ha ispirato tanta amicizia. Strano. E perché, cinque draghi? Perché questo mondo qui, come c'ha sul retro di copertina, è governato da questi cinque signori, che sono appunto i cinque draghi, che sono cinque entità, cinque divinità spirituali che governano il mondo, rappresentando il ciclo della vita e della morte. Ognuno di essi, infatti, appunto, rappresenta uno stadio della vita e anche un elemento del mondo. Per esempio c'è Mjörning, che è il primo drago, che è il drago della nascita e dell'acqua, e Oyu, che è il secondo drago, che è il drago del cielo e della giovinezza, e così via fino a Morte, che è il drago della morte. Ma perché la morte non perché lì ha definito i nomi e avete detto ok, random generator, non mi piace nessuno. Vabbè, no, tanto è nascosto, è quello che chiude il cielo e lo ricomincia. Chiaro. È il drago dei confini. Morte sta sulle soglie, sulle spiagge, perché tutti i luoghi di passaggio sono dominati da lui. Ognuno di questi draghi ha generato alcune delle razze che popolano il mondo e che sono anche i personaggi che poi giocheremo stasera. Di cui è il drago patrono. C'è poi, però ovviamente come tutte le ambientazioni si rispetti, c'è del grosso male, rappresentato soprattutto da questo drago qui, che è il sesto drago, sta nel mezzo, che è legato a una profezia che... diciamo è la profezia apocalittica di questo mondo, perché dice che un giorno arriverà una razza una razza generata dal sesto drago che porterà alla fine e alla rovina del mondo. Questa razza, per tutta una serie di motivi, fra cui l'essere incapaci di usare la magia, che su Populon è una forza molto presente, è stata identificata con la razza degli umani, che quindi su questo mondo sono degli stigati. Giusto, sono come un po' la torta vegana, la grigliata. Sto guardando adesso. Cioè, sono un po' come quello. È stata invitata, ma. Sono un po' come quello che porta la torta. Esatto, vegana. Che porta la torta vegana. Grazie, ma. La grigliata. Dopo l'assaggio. Mettiamo così. No, sono proprio quelli che, diciamo, la loro condizione, per fare dei brevi raffronti storici, potrebbe essere quella di un. Di una persona di colore nell'America segregazionista o di una persona di religione ebraica nel Medioevo, per cui magari non ti faccio entrare nemmeno in locanda, devi dormire nelle stalle se ti va bene, e se c'è un problema la colpa è tua. Ogni tua. Frase che dici diventa sempre più vera la mia similitudine con quello che porta la torta vegana al padre. Cioè, non lo fai. Ho portato la torta vegana, vai a dormire nella stalla. Ma mi devo fermare a dormire qui. C'è la stalla. Guarda, te l'avevo detto, sì. Non pensavo tu portassi la torta. Quindi a Natale è per quello che sono rimasti nella stalla. Esatto. La torta vegana. Potrebbe pure essere. Non quello che ha portato l'oro. Quelli che hanno portato l'incenso e la mirra. Gli hanno detto. Erano lì. Sì, però che appunto il re che porta incenso e mirra, quello che ha portato l'oro, cioè dalla stanza, gli altri... Sì. E non so, che cos'altro vogliamo? Ci sono molte razze in questo mondo, nel manuale ce ne sono 15 giocabili, più una si è aggiunta con la prima espansione che è
Cuore di Drago, e questa è una lunga avventura di ben 170 pagine. E qual è la razza che è stata aggiunta? I Moos. Grossi, perché, immagino. Grossi, super bene. Perché, Moos, allora, diciamo che ogni razza poi, come appunto ogni drago che ha generato le razze rappresenta anche una parte di mondo, proprio un elemento, ogni razza discende da, spesso da animali o comunque da elementi del mondo. Per esempio i troll che nominavi te, c'è scritto sul manuale, discendendo dalla neve, dalle fitte e pesanti nevicate. E sono quelli che mi sono piaciuti di più del manuale. Oppure è un'ottima. No, no, gli sound non ti ha ricordato niente della tua giovinezza? Gli Street Shark, ma lascia bene. Appena preso. Appena preso. All'orizzonte. Comunque, no, i Moos, che per esempio c'è un'altra razza, sono perché gli Spurian. Anche il tizio c'ha la voce così? Non cantava così, cantava normale. Ma era il corretto dei era bambini. Corretto che dei bambini. Non erano così. Sì, no. No. Erano più ini. Oppure, per esempio, gli Spurian, come questo che ho qui. Ma... è una scheda del gioco, ve la faccio anche vedere veramente fronte pure retro, che discendono dai serpenti, dai retti. I Moos discendono specificamente dai serpenti coscriptor. Ah sì, scusa, io penso che la telecamera si non si vede così da là in fondo. Grazie. Discendono dai serpenti coscriptor, per esempio, da quindi anaconde, boa, e poi non lo so, non sono un entomologo, e quindi il pitone. Sono robe alte 2 metri e mezzo, grossissime, che ti strippano. Ma dicevo, sta andando a fuoco qualcosa, ma invece questa... No, no, è solo la sigaretta elettrica, elettronica. Quindi, ho uno stonfo di razze, la maggior parte delle quali, cioè non la maggior parte delle quali, molte delle quali rappresentate nei personaggi che ho preparato per stasera, che quindi a questo punto introduciamo? Vi inviterei a scegliere. Allora, aspetta, perché non stampai due. Qua, qua funziona a dips, cioè tu dici che personaggi sono e chi il primo che prende la scheda. Troll. Aspetta. Io non voglio il mago. Io voglio il mago. Aspetta, di voi perché ne ho stampate due per ogni osso. O chierico se c'è, o caster. Se fossero stati 14 giocatori. Si sa mai. Se c'è da bardo, chierico e poi in caso mago. Oppure anzi no. Stai smezzando il mazzo? Perché non ho fatto, non stampate due cose. Ah, ok. Meglio due in più che una in meno. Detto, ma ci sono 14 giocatori. Metti che. Allora. Tra l'altro, potrebbe essere la prima sera che a Fambo si vedono i tecnici del suono nella camera. Facciamo, mi sono. Ah, ma ci sono dei. Sì, ce n'è uno sdraiato. I tecnici del suono. Di tecnici. Non li avevo visti. No. Allora, partiamo dalla fine. Va, partiamo dalla fine. Una cosa bella. Cioè, da i nani. Generati da Glamordir, quarto drago, drago delle montagne e della vecchiaia. C'è anche una mappa da qualche parte, mi sa lì dentro. Sì. Pure le mappe qua. Questa è la mappa generale del mondo, prego, se vuoi agevolare a favore di camera. Come vedete, ognuno dei primi quattro draghi, cioè Mjolnir, Eoyu, Oros e Glamordir, dà anche un nome a un continente. Mentre morte sta un po' dappertutto, perché la morte, come si sa, ti prende un po' dappertutto. È l'unica cosa sicura oltre alle tasse. Sì, esatto. Appunto, i nani stanno in questo continente a sud, continente di Glamordir. E la cosa importante è che, a differenza di quello che succede un po' nei fantasy classici, dove i nani stanno sempre tutti male, hanno scavato troppo a fondo, hanno risvegliato cose che non dovevano risvegliare. No! Come? Loro sono felici. No, qui sono... la razza più potente del mondo. Hanno, qui c'è un impero grossissimo di nani che è l'entità politica più forte di Populon. Ecco perché non si è mai capito come mai i nani dovessero sempre stare male. No, perché? Comunque. Esistono i mezzi nani? No. Perché? Già sei un nano. Ma un nano è perché se volesse essere. No, allora, siccome molte razze discendono da animali e ancora non abbiamo cose abbiamo in testa di fare, ma ancora non abbiamo implementato gli incroci. Nel senso che bisogna accettare, perché esteticamente, se c'è una razza che discende dai ragni e una discende dai topi, o una discende dai pesci, rischia di venire fuori una cosa un po' troppo pacchiana. Beh, ma se hanno tutti il pene... ma poi mezzo nano, mezzo cosa? Se hanno tutti il pene, giuro, guarda... ma se hanno anche tutti la vagina? Sì, ma... Allora, comunque, i nani sono divisi in 6... Fermo! In 6 clan. Perché ognuno è associato a un metallo. Qui quello che c'è ed è accuratissimo. Ah, giusto. Come? Metallo. È metallo. Metallo è il nostro modo per dire delle porcherie orribili. Ah, okay. Dice, qui abbiamo un nano del mercurio. Di base, diciamo, fra tutti i clan sono quelli un pochino più folli, un pochino più, che come sta il mercurio alla lunga, da
Da questi problemi qui. Se non lo so, e Pietro guarda e tu guarda. Sei già ho sentito la parola magica. Tu sei già oltre la lunga. Un brillio nell'occhio. Se non lo sapete, cappellaio matto siamo così perché quelli che conciamo alle pelli. Io non ho mai capito quale fosse il problema del cappellaio matto, mi è sempre sembrato normale. Vedi? Comunque, diciamo, questo personaggio ha delle capacità molto più magiche, fa il girovago nella vita. C'è anche capacità di giocoleria, di arte, recitazione. Bocciato. No, beh, io lo tengo in maybe. Maybe. Mago Aguar, gli aguari discendono dai pesci. Sembrerebbero una delle razze più scrause. Non voglio fare il sirenetto. Com'è? Che sirenetto? No, guarda quanto ho messo. È uno street shark. No, quelli sono altri. È un sirenetto. Okay. Anche loro, d'ambientazione, in realtà sono le razze più forti perché da quali pesci discendono? Da quelli più brutti, cioè da quelli dai grossi pesci da banco. Però che hanno questa grande particolarità che quando fanno le cose tutti insieme le fanno meglio, le fanno in coordinato, sono più forti. Infatti hanno una abilità che si chiama cooperazione hour, che ti dà dei bonus per ogni altro esemplare della tua razza e sta facendo la stessa cosa insieme a te. Una falange di 100 Aquor apre il culo anche a, non lo so, 100 Marines armati fino ai denti, più o meno. Questo è un mago, sì, questo è quello più mago, perché ne ho messi due proprio per questo motivo. È quello più mago, cioè il dominio dell'acqua e altre magie. Questo è il secondo Aquor, invece un pochino più marinaio, un pochino più guerriero. Ok, andando. Passamolo, mi piace. Ah, e poi una delle nostre razze preferite, i frottolini più diffusi del mondo, cioè i Mustang. Figli del terzo drago di Horus discendono da. Ho un'immagine dal manuale che forse rende. Discendono dai roditori, dai Mustelli, anzi, quindi faine, donno e tutta questa roba qui. Questo è un po' di magia, ma anche un po' di armi da mischia, molto forte a correre. Nella vita faceva il portalettere. Insomma, sta a fare tutta una serie di cose, fra cui anche cucinare, ascoltare, seguire tracce. Arte e strumento musicale. Mi sa che è un po' bardo lui. Sì. Poi, una delle razze più ben volute e più amate da più grandi PC. I troll. Mio. Mestiere mercante, sa menare le mani, sa anche un po' di magia. Non c'è, se non credo sia capito, non c'è una divisione per classi. Perché non è che fai il mago o fai il guerriero, ma puoi avere un po' tutte le cose. Belli. I troll sono molto belli e sono, secondo me, una delle cose classiche da fantasy meglio riuscite di questo gioco. Grazie, grazie. Salutiamo Edoardo Cordella, come sei. So se ci ascolti, Edo. C'è anche una bellissima illustrazione con il paragone a dimensioni tra i vari... Sì, è all'inizio. Che è bellissima perché qua in quella classica da D&D 3.0 dove c'erano Mania o Zorchi, qua ci sono anche i troll e la proporzione cambia improvvisamente. Sì, sullo sfondo c'è anche un gigante che sì, ma per dare l'idea delle dimensioni non servirà, voglio dire, il gigante. Poi cosa c'è? Lo Spirian discende dai serpenti, quindi sono dei personaggi che sembrano più freddi, più cattivi e spesso lo sono. Questo Spirian ha una particolarità, e cioè il suo drago patrono sarebbe il terzo drago, come per tutti gli Spirian, Horus, drago delle foreste. Ma nel mondo, diciamo, nella storia c'è la possibilità di cambiare drago patrono in una sola situazione, cioè quando si diventa seguaci di morte. Morte è il quinto drago, appunto, quello che non ha generato nessuna razza, perché tutte le razze torneranno a lui, che tutte muoiono. E chi me lo fa fare lo sforzo di generare una razza quando tutti vengono da me? Esatto. Però si può diventare, invece, passare ad avere un drago patrono morte in un caso in cui tu vada molto vicino alla morte, ma in qualche strana maniera tu non muoia. Ti impiccano e ti si spezza la corda. Ti soffocano sott'acqua e per qualche strano motivo sopravvivi, cadi da una rupe di 100 metri e non muori. In questo caso si acquisiscono anche delle abilità particolari e il nostro drago patrono diventa morte, si diventa delle persone più tetre, più grigie e votate, insomma, al volere del... Di solito i figli di morte fanno i boia. Sì, i boia, i cacciatori di taglie, i vendicatori, i becchini, insomma, questo... Un po' di borderline. Esatto, sono un po' borderline. Ultimo l'Uraluk. L'Uraluk, cioè una figli del secondo drago di Oyu, che ha... Sono dei grossi elfi. Dei grossi elfi che hanno la particolarità di
sapersi trasformare in lupi. Malatbene non è un mannarismo, è proprio una capacità di mutaforma. Cioè, in qualunque, esatto, in qualunque momento te mi dici, il personaggio Uraluk mi dice, io mi trasformo in un lupo. Bene, ci impiega un turno e lo diventa. E c'ha dell'abilità da lupo poi, c'ha una piccola scheda a parte per fare il lupo. Barbari, è mago? Barbari selvaggi. Io l'ho evitata. Come? Tu c'hai un po' di magia. Questo non... Ah sì, ho uno acqua. Tu? Ma sì. Abbiamo fatto un po' qua dove c'è scritto. Allora, alcuni personaggi ne hanno. Io sto a zero. Tu, Claudio? No, tu hai roba, eh. Questi che cosa sono? Quella è la potenza arcana, pensavo fosse. Potenza arcana sì, è. Questo è poteri magici in generale. Ah, insieme, no, qualcosina ce l'ho. Quelli sono i poteri magici in generale. No, qualcosina. Suono. Bomba. Allora, lo dico rapidamente. Io voglio questo. L'Uraluk. Sì. Ah, fai l'Uraluk. Ma fai il mannaro, tu che odi i mannari. Non allora, mannaro, lo dico rapidamente, in questo sistema c'è molta magia, non ci sono incantesimi o di fiato. Ci sono dei domini che ti permettono di influire su un determinato aspetto della realtà. Quindi se tu c'hai l'acqua, boh, sta alla tua fantasia a decidere cosa ci vuoi fare. E con la tempra spirituale? La tempra spirituale perché? Per fare le magie, bello, si può fare la magia, si può influire su tutta la realtà intorno. Io c'ho terra pietra, siamo in questa stanza dei muri di pietra, ti fa cascare il soffitto un capo, buono. Ma per lanciare le magie bisogna spendere dei punti spirito, che sono segnati lì. Quando se ne spendono più di un tot, cioè più di un terzo di quelli che si hanno, si fa un test di tempra spirituale in questo caso. No, cioè, è quanto è forte la qualità. Se lo fallisci, svieni per un tot di turni a seconda di quanto hai fatto sui dati. Ok. E lo stesso funziona per i punti vita. Ok, se te ne subisci, e te c'hai tre punti di vita ora, ovviamente morto, e ne subisci uno, fai un test e svieni, magari. Danno massiccio. Danno massiccio, testa da danno massiccio. Ci sono anche i punti reazione che invece non funzionano così, non si fanno i test da danno massiccio sui punti reazione, ma diciamo espenderli ti permette di diminuire la difficoltà delle azioni. Ok, o comunque di prendere dei bonus su quello che si fa. Ok. Vogliamo, non so come vogliamo proseguire, cioè vogliamo far proprio iniziare tipo tutorial e buona o un minimo accenno di regole. Beh, se, un minimo, se vuoi fare un minimo base, dai, ci serve anche solo per interagire. Ad esempio che funziona, cioè, tutto col dado da 6 e esatto, come funziona il dado da 6. Perfettamente, sì. Intanto però ho due cose importanti dalla chat. Uno è che i concetti di riproduzione sessuata di Roberto hanno qualche problemino. E lo sapevamo. Non è asessuata, era bisessuata. Sessuata. No, non asessuata. Ho detto tutto. Sessuata. La mia era bisessuata. Ma in generale. Era doppia addirittura. Non importa, hanno qualche problemino. E poi Mario che ci per dice... Per loro non è un problema. Mario che ci dice se interessa qualche birra tedesca perché lui è già la terza scura. Sì, mandacele. Ciao Mario da Berlino. Se hai un drone, molto volentieri. Da Berlino. Con una lunga durata di batteria. Da una batteria come sto tavolo, praticamente. Comunque non si giudicano i sessi degli altri, altrimenti poi ci sono le shitstorm online. No, no, i sessi degli altri no, i tuoi concetti di riproduzione sessuale sì. Ma solo i tuoi, non in generale nel mondo. Allora, se gioca tutto... Si gioca col D6, ma con un solo D6. Ogni azione si risolve lanciando un solo D6. Questo perché? Perché il lancio di dado, nella nostra idea, faccia da appiglio alla narrazione. Perché diciamo che di base su un D6 dall'1 al 3 sono fallimenti e dal 4 al 6 sono successi. Ma in una maniera progressiva. Quindi il 4 è un successo per un pelo. Sono arrivato in cima alla parete e volevo scalare, ma siccome il mio obiettivo era anche fare piano... Non ce l'ho fatta. Ho fatto cadere dei sassi e le guardie mi hanno sentito. 6, sono arrivato in cima e non solo, uno dei sassi ho fatto cadere e cascavo sulla testa di una guardia è svenuta. Bene. Così prima delle guardie me lo sono risolto, cambiamo 10. Come si utilizza però il lancio del dado? A ogni azione che un personaggio vorrà fare, io, in base al contesto, assegnerò una difficoltà. Da cioè riportata in alto sulla destra sulla scheda, se la vedete, da meno 3, che è proprio l'azione sputo in terra, che a meno che se tu non la voglia fare appeso su una nave che in fiamme che sta cadendo, è diciamo molto facile, a 5, che è l'azione folle. È la cosa più difficile che si possa fare.
Una, quindi assegnerò questa difficoltà a questa azione e ovviamente si confronterà con l'abilità relativa che il personaggio ha. Ok, per esempio, armi da lancio, ok? Tiro una freccia, le cose più semplici che si possa fare. Si confronta il valore che il personaggio ha nell'abilità con la difficoltà che io ho assegnato, che il master, che il narratore ha assegnato. La differenza farà escludere alcuni risultati sul dado. Quindi, per esempio, se uno c'ha assegno, io assegno una difficoltà di 3 e uno c'ha armi da lancio 1, come questo personaggio che ho davanti, c'è una differenza a suo sfavore di 2. Ok? Vuol dire che sul risultato del dado, cioè sul dado, lui non potrà fare né 6 né 5. Cioè, se lui tira un 6 o un 5, si trasformano automaticamente in un 4. E se faccio 4? Se fai 4 rimane un 4. Non è una sottrazione, okay. È un'esclusione dei risultati prima di tirare il Quindi dado. Quindi se tu non hai punti ed è già un'azione difficile, non puoi fare il successo critico. Non puoi fare successo a meno che tu non faccia successo critico. Esatto. Ma non posso fare 6 e poi ritirare perché sì, il 6 sì, è quella è l'unica cosa che puoi, che non si escludono. I riaperti rimangono sempre accessibili. Ora non lo spiego adesso. Okay. È un diciamo, i calcoli si fanno tutti prima di tirare il dado. Ok. Quindi sostanzialmente non potrai mai fare quello che è il 6, il successo migliorato, e il 5, il successo pieno. No, ma te questo a cui stai tirando lo potrai colpire sempre solo di striscio, per dire. Ok? Appunto, mi chiedeva questa cosa poi. Ci sono comunque due situazioni in cui il tiro di dado si apre, che sono quando faccio 6 e quando faccio 1. Verso il 6 si apre al successo migliorato, successo magico, ok? Come si fa? Si tira un 6, se si tira un 6 si ritira il dado e si cerca di beccare il numero del proprio drago patrono. Appunto, ogni razza è stata generata da uno dei 5 draghi, che è il suo drago patrono. Per esempio, io qui davanti ho sempre un Acor, che discende da Mjolnir, che è il primo drago, per cui è associato all'uno. Quindi io dopo aver tirato 6, ritiro, e se becco l'uno, ho fatto un successo, cioè il mio drago è proprio intervenuto a darmi una spinta. Per cui, siccome poi ovviamente si manifesterà spesso anche nell'elemento del drago stesso, scalando la stessa pezza, ho fatto cadere un sasso, si apre incredibilmente, è venuta fuori una fonte di acqua curativa, per dire. O so, è comunque grondata dell'acqua che se riesco a berne mi cura delle ferite, per dire. Al contrario, se io faccio uno, devo sempre ritirare. E in quel caso c'è un solo risultato che mi condanna, e cioè, di nuovo, il 6. Questo perché, per la cosa che dicevamo degli umani, c'è una profezia che dice che arriverà questa razza, figlia del sesto drago, che porterà la fine e la rovina del mondo. Per cui il 6 è un po' il numero della sfiga sul popolo. Spesso capita che se famiglie molto numerose fanno 6 figli, il sesto lo abbandonano. Lo portano in una foresta e lo lasciano lì perché si pensa che porti male. Giusto. Okay. Il sesto figlio del sesto figlio. Sesto figlio del sesto figlio, esatto. Quindi se uno tira e fa 1-6, se uno tira e fa 1-6, sfiga. Cioè tu, scalando la stessa parete, sei scivolato, sei cascato in terra, ti sei rotto una biglietta, oppure cascato addosso uno dei sassi che hai fatto, non so. E il piccione t'ha cagato in testa. E il piccione t'ha cagato in testa. Esatto. Oddio, e io ti odio perché mi è venuta la parte aspirata. Si attacca. esatto. Questi risultati sono accessibili anche quando, essendo appunto delle interferenze magiche da parte dei propri draghi nel normale svolgersi degli eventi, sono possibili anche quando il risultato di 6 o di 1 ti sarebbero esclusi. Ok, questa è la base. Ovviamente succede anche che, per esempio, io ti do una difficoltà di 1 e te c'hai un'abilità 3, la differenza è 2 tuo vantaggio, vuol dire sul risultato, sul dado, che non puoi fare né uno né due. Quindi minimo farai 3, cioè minimo farai un successo, sarai, scusami, un mezzo fallimento. Che vuol dire, volevo scalare tutta la parete e sono arrivato a metà. Comunque vedete, giocando scorre. Sono arrivato a un spiegare sembra difficilissimo. No, ma neanche. Ma in realtà poi... Tanto dopo cercare di capire Shadowrun al mondo di Tempo, tutto quanto risulta sempre. Perché Shadowrun l'hai capito? No. Cioè, no. Ognuno ha scelto il suo personaggio, mi sembra. Sì. Ma sì, dai, io farò il pirata. Mi piace il pirata. Però nessuno ha preso l'altro Acor.
E quindi non conosco. Ne avevo messi due per cui la tua opera. Vabbè, vai, troverà un. No, perché fa cagare l'acqua. Dai, è l'elfo di Populon. Io so. Mi dispiace, per me è l'elfo di Populon. Mi dispiace, ragazzi, ma io sono un fan degli elfi. Appunto, ci sono anche gli per questo hai scelto l'elfo. Vedi? Ma è solo Roberto che è con. Allora, posso fare una domanda? Ma poi vedi, cioè, che mi hai appena confermato che sono gli elfi di Populon. Ma poi con questo bel cappellino in te. No, questo l'ho preso appena il mio personaggio è entrato nel mondo, l'ho preso e l'ha buttato. Ma sotto avevi i capelli così. E qualcuno gliel'ha ritirato, fra l'altro. Era il cappello che gli aveva dato mamma da... gridando ma che sto schifo, te l'hanno ritirato indietro. Quindi ce l'hai. Stavi facendo una domanda? Sì. Sto a sedere? Nel senso, no, nel senso di alzare, chi se ne fotte della telecamera? No, io sono non ci guarda nessuno piedi. Se ti vuoi alzare, ti si vede lo stesso. Quella era la domanda. No, master in piedi. Sì, vogliamo in piedi. No, vabbè, intanto parto a sedere. Poi, come sempre, dopo 5 minuti mi piglierà l'ansia. Devastante il mio alzare. A metallo. Io non so, no, non è neanche metallo, è idiozia. Ho detto cervello stupido. Posso stare in piedi? Sì, puoi stare in piedi. In webcam ti si vede lo stesso. Che vuol dire? Questo è il livello di Matteo stasera. Capisci? Un'intera campagna, capisci? Capisci? Voi qui sottovalutate la questione. Stai sottovalutando questa problema. Hai da mochi, non ho davanti così tanto alcol in un'unica serata. Allora, sì. Traggo dei dadi dal mio... l'hanno rubato. La cosa che mi ha traumatizzato di più a me di quella campagna non è stato tanto il fatto che sia finita così, ma che sia finita prima di quanto mi aspettassi. No, ma mancano solo due puntate. Chissà la colpa di chi. Sì, mancano due puntate ed era tipo il Signore degli Anelli radunati a Gran Burrone. Sì. Ma doveva essere? Io mi immaginavo già l'assalto alle mura. Anch'io me l'ero immaginato. Anche il master se l'era immaginato. Ce l'avevamo immaginati tutti tranne Manto. Da lì ho smesso di preparare le cose. Esatto. Cioè, capisci, ha traumatizzato una persona. Lui è scriveno. Ma deve essere stato il periodo in cui, per qualche motivo, mi stavo guardando spesso e volentieri quelle cose del IF. Con il ma se nel Harry Potter si fossero resi conto che girando l'anello, cioè sì, sbattevano, ma girando la collanina tornavano indietro e fermavano tutto quanto. Come sarebbe finito? Subito. E mi è arrivata lì l'occasione. Quindi ho detto, vabbè, perché no? Difatti, l'ultima volta che Claudio ha preparato una cosa con cura è stato cult, come lo vuoi chiamare, dove ha preparato tutto, ma lì si è assicurato, primo perché non c'è la possibilità per i giocatori, essendo una cosa alla Cthulhu, il giocatore non può mandare a puttane così una campagna, perché non ha quel potere. E secondo me si è assicurato che, secondo me, io non lo so, ma ci saranno state conversazioni... No, quello del Calto già con un master che aveva fatto sul suo computer l'emulatore del primo sistema della Apple degli anni 80. Per cui lui ci apriva il computer e avviava il programma. Quel computer, perché la sua era ambientata negli anni 80. E comunque da lì, secondo me, ci sono state conversazioni su Telegram. Ciao, tipo, Manto, guarda, io preparo, ma te lo dico. Va bene, via. Allora, potresti alzare. No, non ti preoccupare, è normale. Presentiamo i personaggi. Allora, sì, presentiamo un attimo i personaggi. Io scusatemi, ho lasciato. Li presentiamo noi? Sì, ho lasciato vuoti i personaggi dei nomi. Cioè, scusatemi, le caselle dei nomi. Quindi ora fra 4 ore iniziamo a giocare perché loro devono scegliere un nome e ci metteranno. Vai, lo prenderò da questo lato. Io ce l'ho. No. Io l'ho già scelto, io mi chiamo. Allora, io voglio dire che dopo anni di ore passate al computer a scrivere l'avventura o l'ambientazione di Popolo nel generatore, grazie. Deve avere un nome. Deve avere un nome. Ho trovato questa soluzione. Chiudo gli occhi, batto le dita sulla tastiera. Fate e poi l'ambientazione siamo... No, e poi gli ridò un po' una forma. E il personaggio che mi è riuscito meglio è Kurt. No. Il personaggio che mi è riuscito meglio, ci sono affezionato con il cuore, ho fatto una maglietta, sono tutti con la magia degli altri. Non c'è Gvnn, c'è la maglietta. No, ma poi li risistemo, poi ci mettono le vocali. Ok. Comunque io sono Arugal. Basta! No, perché Arugal, tra l'altro, è quello che ha iniziato a creare, poi adesso la storia è un po' diversa, i Worgen, che sono i licantropi in World of Warcraft. In Warcraft, in realtà Arug Al, alla fine Al sì, ce l'ha messo. Devo scegliere o Ur o Arugal, che erano gli unici che mi ricordavo dei Worgen di Warcraft. Questa era Arugal. E non parla molto perché passa. Posso stare in lungo quanto voglio? Sì, okay. Considera che
tuo equipaggiamento non viene con te. Ma si fonde con la mia forma o me lo devo portare dietro? No. Ok, quindi ho pochissimo equipaggiamento. E finché non sono stato col gruppo, poi vediamo come ci conosciamo, eccetera. Stavo tipo 20 ore al giorno in forma di lupo e per il resto in forma di umano. Perché l'essere umano fa in forma elfica. In forma elfica, esatto, ok. Sei un elfo più perché, grosso. Perché gli elfi fanno schifo intanto. Beh, no, questi sono più fighi. Per lui no. Sono più fighi anche in forma elfica. Questi. Perché gli elfi fanno grosso. Schifo e perché è una forma fragile. Bello, ci piace. Va bene, vai, vado io. Allora, io sono un Ahor, mio nome è Tmut, che ho appena letto sul mio lapis. Sono completamente pelato, ho la pelle blu con delle leggere scaglie. Porto... Sì, un'armatura leggera, fatta di cuoio, probabilmente composta da diversi pezzi di armature diverse. No, mi hai messo la fionda. Ho appena buttato via la fionda. Ah, ho scritto anche i vostri equipaggiamenti, però ovviamente sì, quello non vi piace. Ho una bellissima scimitarra e sembra di un oro perfetto, magnifica, incredibile. Ma è una fionda. Una fionda. No, però prenditi un'altra arma da lancio se vuoi, un arco, una... Ma prenderò, guarda, prenderò dei pugnali. Bacio. A me la fionda mi ferma sempre tantissimo, non la può usare. No. Usa. Ma perché? E niente, ho fatto il pirata negli ultimi anni perché la mia spedizione mercantile su cui mi ero imbarcato è stata completamente distrutta. Quindi, pur di sopravvivere, mi sono unito a coloro che mi avevano rapito e ho iniziato a fare il lupo di mare e per ora non è che sia questo grande corsaro, però mi vanto abbastanza di esserlo. Basta, direi. Io invece sono un vecchio troll di nome Ezar Rogi, ho 79 anni e faccio il mercante. E la cosa più interessante è che ho iniziato a mercanteggiare, a vendere prodotti... di bellezza, ma, no, materiali. Ma continuando a viaggiare ho scoperto che c'era una forma di mercanteggiamento molto più interessante, che erano le storie. Pensavo avessi fatto il prostituto. No, ho iniziato a raccogliere storie sia vere che di folklore e adesso giro per il mondo a vendere le storie che raccolgo e a comprare storie dalle persone che incontro. Ok, abbiamo trovato il modo di essersi incontrati. Sei venuto a chiedermi una storia. Hai fatto? Sì. Io invece sono un bellissimo nano del Mercurio. Ho 85 anni che in realtà mi pone la seguente domanda. L'età del nano? Allora, l'età del nano fin verso... Potrebbe sbagliare, perché... Fin sei verso già morto, 140. Quindi sì, in realtà forse ne potresti avere anche meno. Vabbè, dai. 130, dice il manuale. Ah, 130. Ah, ci sta, ci sta. Sono di mezza età. Perfetto. Ho gli occhi strabici, che è carino, ho delle labbra palesemente rosse su una pelle estremamente pallida. Tu sei razza? Nano. L'unico normale del gruppo. Tu sei razza? Per tutti quelli che si ricordano di me e in qualche modo mi conoscono, io sono Nissu. Iniziano a scrivermi i nomi. Sì, che è tradotto in realtà dal dialetto nanico del nord centro è nessuno. Chi l'è Nessu? Sono sempre in giro per le strade, per nuovi paesi, per il semplice motivo che alla lunga la gente non riesce a sopportarmi perché non capisce dove scherzo e dove in realtà sto dicendo qualcosa di serio. Qual è il tuo nome, Radio? Non ho ascoltato un cazzo di quello che hai detto. Sì, grazie. Il mio nome è Ezar Rogi. Io tanto i nomi non li so. Ho una memoria per i nomi che pare essere pessima. Giustificare in giù. E mi guadagno da vivere... ufficialmente facendo parte di piccoli circhi girovaghi, ufficiosamente facendo il lavoro spocco. Ci piace. Qualunque esso sia. Ci piace. Va bene. Le cronache. Signori. Le. E come fai a taggare senza le?
inizia a scrivere le cronache di Populon, non Populon. E perché P mi crasha tutto? Perché avrai troppa roba con la P. Che ne so, il tuo telefono fa schifo. Esatto. Non gli piacciono le P. Odia Eta Beta, non lo so. Allora, ci siamo? Sì. Ma sì. Ci siamo. Quello che succede in questo momento è che vi svegliate. Non dimmi che siamo appesi a testa in giù. Vi svegliate in realtà all'umido, al freddo, nel vostro accampamento. Ma non a testa in giù. Mentre il sonno scivola via dai vostri occhi, ricordate come si fa ogni mattina, no? Quando, anche se una notizia è una nozione ben presente, quello che facciamo tutti i giorni nella nostra vita, la nostra mente ci rimette sul binario, no? Ci ricorda che dobbiamo alzarci e andare a fare quel lavoro che facciamo da anni. Voi ricordate perché siete in mezzo a questo bosco accampati? Perché alcuni giorni fa vi hanno assegnato una missione. E cioè quella di ritrovare tre persone. Tre Drakan. Drakan è quello che su Populon vuol dire persona, individuo. Tre nani. Tre nani scappati da una casa di riposo, da un ospizio. A ingaggiarvi sono stati tre figli, tre grossi mercanti. Voi vi siete incontrati in quella di Mjolnir, la capitale del grande impero Nani, la città più grande di Populon. E qui, dopo che vi eravate incontrati, in qualche maniera un emissario di questi tre affaristi, di questi tre mercanti, persone che hanno botteghe, che hanno attività commerciali di vario genere nella città, piuttosto ricche, vi ha contattati e vi ha invitati in questo posto, vi ha condotti con lui in questo posto fuori città, sulle colline fuori città, per incontrare i vostri tre committenti che appunto vi hanno chiesto di ritrovare i loro tre figli che un giorno, cioè i loro tre genitori, anzi scusate, che un giorno hanno semplicemente sfondato una porta e se la sono data a gambe. Complimenti ai vecchi. Esatto, complimenti ai vecchi, perché tu, cioè tu e i tuoi compagni, indagando un po' nell'ospizio, è la prima cosa che vi è venuta in mente di fare, no? Fra quelli che negli ultimi anni abbiamo condiviso la vita di queste persone, avete detto forse ci sarà qualche informazione, e infatti avete trovato una vecchia nana del clan dell'argento. Clan dell'argento è una sorellanza, sono solo nane. Ogni tanto, per il volere di Glamordir, il tuo signore anche, il quarto drago, re il drago delle montagne e della vecchiaia, da una coppia di altri nani inspiegabilmente nasce una nana dell'argento. Per le regole religiose quella coppia deve allora donare la figlia alla sorellanza, poi molti tentano di nasconderle, di non farle trovare, ma in qualche maniera però loro ci arrivano sempre. In ogni caso avete trovato Halsreid, una vecchia nana, che vi ha rivelato questo, e cioè che le tre persone che state cercando, un nano del clan del ferro, Urtuk, un nano del clan dell'oro, Godrok, e un nano del clan del mercurio, Gilmur, non lo troveremo mai, erano in gioventù suoi compagni d'avventura, erano una compagnia d'avventurieri. Scusa, come si chiama la nana? Halsreid. E che, stufi di vivere rinchiusi, di essere lasciati a morire in un ospizio, hanno deciso di partire per un'ultima avventura, preferendo morire forse uccisi anche da uno stupido goblin o da una trappola che in gioventù avrebbero sgamato subito, ma pur di non rimanere a marcire in queste stanze. Comprensibile. Lei vi ha detto sarebbe partita con loro se solo potesse, se solo avesse potuto. Purtroppo è distesa al letto, dal quale non può assolutamente muoversi, le sue gambe inferme non le consentono più nemmeno di alzarsi. E dicendo questo,
Ha guardato verso la grande montagna innevata e il picco del sangue bianco, che si vede chiaramente da fuori la sua finestra. I tre committenti però vi hanno spinto, infatti siete partiti. Vi hanno promesso a testa 10 monete d'oro. Se riporterete... A testa loro o a testa nostra? No, a testa vostra. Ognuno di voi riceverà 10 monete d'oro se riporterete tutti e tre i vecchi, vivi. Vivi. Se ne riporterete solo 2, 8. Se ne riporterete solo 1, 3. Siete partiti. Avete piuttosto facilmente trovato le tracce delle vostre tre, tra virgolette, prede, che non sembravano in realtà... una cosa importante, scusate, mi stavo scordando, che vi ha detto Alsaid, e cioè che questa loro missione non ha una... non è una missione così a caso, andiamo a cercare avventura, ma è... ha uno scopo ben preciso, e cioè recuperare lo stendardo della compagnia, perso anni fa, non si sa bene come. Lo stendardo di quella che era detta la compagnia del lago. Queste tre persone che voi state cercando non sembrano avere molto interesse a non far trovare le loro tracce, infatti l'avete trovato piuttosto bene, l'avete inseguito per alcuni giorni addentrandovi sempre più verso sud nelle montagne, fino a che non vi siete, appunto, dovuti accampare quando ormai avevate un giorno di ritardo da loro, non di più. E arriviamo appunto in questo momento in cui vi svegliate, vi scostate le coperte con le quali vi eravate, sotto le quali vi eravate addormentati, attorno al fuoco, e non so, presumibilmente vi apprestate a ripartire. Il problema è che appena vi girate a prendere la vostra roba non c'è. Il vostro equipaggiamento, soprattutto quello che era un attimino un pochino più di interesse, è sparito durante la notte. Qualcos'altro è rimasto? Siete, diciamo che di base possono essere rimasti, esservi... Non i soldi, chiaramente. Ma guarda, in realtà i soldi che sono rimasti. Sono rimasti, sembra di... Sono stati tolti, soprattutto gli oggetti. Ora te non c'hai un granché. Io non uso né la barda, l'armatura, poi volevo chiedere se posso levare la barda. Adesso poteva avere un qualcosa fatto di guaio che quando sono... Quanto sono grosso intanto come il lupo? Allora, in forma di... Metalupo? Sono un metalupo o sono un lupo? No, sei un lupo, un po' più grosso del loro. Okay. Quindi posso avervi fatto una cosa giusto per la matura di cuoio per tirarmela e portarmela tipo dietro mentre vado. Ok, però solo siccome questa cosa qui... No, ok, siccome questa cosa qui sembra essere una cosa perché come ci avevi lavorato. Ok. Quindi non c'è perché era fatta bene, però ce l'avevo. Sì, esatto. Iniziamo subito. Quindi diciamo che per esempio anche a te... La mia cimitarra di falso oro. La cimitarra di falso oro è stata portata via, non le monete di oro, vero? La bussola è stata portata non via. Non c'è la moneta di oro, vero? La mia pozione di cura ferite? No, quella c'è. Quindi mi hanno portato solo via l'imbragatura. E l'armatura che c'è. L'imbragatura e l'armatura. Esatto. Sligo... La tua cimitarra di sicuro. Sligo il mio cavallo da traino. Sligo il mio cavallo da traino. No, è stato portato via. Sligo. Dove diavolo è la mia roba? Derubati. Povero Sligo. Deru chi? La mia spada! E mi metto a annusare in giro. Deru chi? No, troppo da fare. Sei, scusami, sei in forma di... Umana adesso. Elfica. E c'hai un bello olfatto. Due olfatto. Bene. Derubati. Ti aggiri, quasi un po' ti metti in forma di lupo. Cioè, sì, un attimino vai giù fra gli alberi. Sei in questa foresta di conifere. Quindi c'è già un odore piuttosto pungente degli aghi di pino, però puoi comunque fare ovviamente puoi fare un test di olfatto difficile, diciamo, ma zero. Quindi tu con 2 minimo farai 3. Ok, ti dico una cosa, ve la dico a tutti. Piccola cosa di regole, come vedete avete dei punti reazione. Potete spenderli a pacchetti di 3 per diminuire, diciamo, la difficoltà delle azioni. O prendere un bonus di 1, a seconda come la vogliamo leggere, ma in realtà, insomma. Quindi a te questa abilità... Cioè questa prova che è 0 potrebbe diventare meno 1 e ti escluderesti anche il 3, sei sicuro di fare un successo. Ora magari conviene anche tenersi le azioni un pochino più quelle dirimenti, però no, sappiate che potete fare questo, potete mi spendo.
Okay. Non arriverà al prossimo round con dei punti, lui. Allora, non si fanno test da danno massiccio. Arrivati a zero, se non ci si riposa, si inizia ad andare a meno uno, meno due, e però vi avessi a meno uno si perdono punti abilità. Cioè, la tua mente sta andando in shock. Io lo uso perché mi hanno rubato l'unica cosa che possiedo. Voglio okay. sapere, infatti, mentre annuso e sono per terra, ho detto solamente derubati e poi adesso faccio errore. Mentre seguo, cerco di seguire la traccia. Vedi, beh, hai fatto subito uno. però questo me lo ritiro comunque, potresti esatto. fare uno 6. Però in teoria è successo comunque se non faccio 6. Se non fai 6 hai fatto 4. Se non fai 6 4. Adesso tanto faccio 6 perché io... C'è andato vicino. Era lì. Diciamo che ci stai più tempo del previsto della traccia. Non ti sembra... Cioè non vedi che è servito a spendere i punti? Non è molto chiara. Nessuno di voi... Soprattutto a un certo punto commetti un errore, la trovi sta traccia, però ti avvicini troppo a terra, dai una sniffata di aghi di pino che ti entrano. Scusa! Scusa! Però in realtà stai tipo quei 5 minuti come quando... Non lo so, sbagli e ti gratti gli occhi o il peperoncino. Scusa, con il cervello. In realtà sto fermo per terra soffrendo da solo. La boccetta di spezie ieri. Nessuno di voi mozzi ruba. Le mie spezie hanno preso anche quelle. No, sì. Quelle le ho versate ieri. Hanno preso di solo un monte di roba. Tutto praticamente. I gioielli finti. Il sapone, il set di profumi, le spezie. I quindi vestiti di varie taglie puzza. Hanno preso una cosa che io, il mio personaggio ce l'ha. E la pipa e il qua, tabacco. No, il caffè. Anche il caffè. No, allora. Il caffè no! E sbatto un pugno per ovviamente terra. Ci fai il caffè tutto, non ci fai la moha. È strano. Non notate. Non hanno preso l'oro. A cosa gli serviva? Hanno preso il caffè. Non c'è bisogno. Puoi rivendere il caffè molto più... di quanto tu possa rivendere dell'oro. Sì, al mercante cieco del porto della fonda, ma in questo caso preferirei, beh, potevo andare peggio, ma comunque è sparita la mia spada da un leggero odore di anche il mio sangue finto di animale. Perché del sangue finto? Ma trovo una traccia. Sì, ah, quindi, ma il sangue finto è... appena la trovo faccio traccia banco, giusto? Traccia. Sarà il suo sangue finto e inizio ad andare a vado avanti un po'. Segui il mio sangue finto. Non mi ricordo, ma lui parla da lupo? Non sono il lupo. No, non è il lupo. No, ovviamente non parla. Infatti non parlano quasi neanche da elfo, quindi mi piace molto. Prendi la segui, arrivi in un punto in cui gli alberi si aprono un attimo, finisce questo boschetto e chiaramente ci sono due strisciai di carro. Ecco. Grazie al cazzo, sono due strisciate di carro. È il mio carro, è il carro che dove è attaccato Sligo. Ma perché eravamo in giro con il carro? Sì, lui c'è il cavallo. Stupido nano. Però ti sto portando via anche quello. Cioè, probabilmente l'avevi lasciato lì, distante. Hanno preso tutta la nostra roba, l'hanno messa sul carro. Cura, alchimia. Cura. Mi fai un tiro, un test difficile, qua, anche meno uno. Quanto c'hai? Uno. Va. Quindi non posso, fare né uno né due. Ma faccio 5, attenzione. Te in realtà ti accorgi che le loro parole ti arrivano un po'. E c'hai gli occhi un po' ancora appesantiti. Ci hai fatto fatica a svegliarti. Ok. Io mi porto la mano alla testa e faccio. Il vino. O forse qualcosa di peggio, non lo sentite anche voi? Sento un ronzio nelle orecchie. Potrebbero aver buttato qualcosa nel fuoco. Sono sicuramente le zanzare di questa immensa palude. No. Non sembra una palude? No, sei in un bosco in alta montagna. È la palude! Guardia, chi? Non lo so, forse è qualcosa nel fuoco. Scusa, vi ricordo una cosa, ma voi uno dei guardi l'aveva lasciato. Appunto, quello che sto chiedendo io. Chi era? Ma ditemelo voi. Guardia, chi? Sicuramente non io, se non l'avrei chiesto. Ci giriamo tutti verso il nano. Non credo neanche quello. No, in realtà ci sta che io. Io ho fatto sicuramente un turno di guardia. Beh, ma anche il nano. Tutti, certo, anch'io ho fatto un turno quindi di guardia. Quindi se si girano tutti verso il nano, mi giro anche verso il nano. Beh, anch'io allora mi giro verso il nano. Cosa? Si è addormentato di nuovo. Come ti chiami? Nis. Non so pronunciare. Nissu. È giusto per rendermi un po' più difficoltoso a me a prendere la H. Nessuno del clan Pota, no? Cazzo fighi in chi là. Non so perché le facciamo questi dialetti. Comunque se avessi fatto il pesce lo dico, l'avrei chiamato Algar.
sarebbe stato bellissimo. Alga. Ah, ero indeciso tra Algar e Dever. Dever non lo verde. Ah, ok. Perché non chiamarlo sushi a sto punto? Vabbè, non è importante se è stata colpa sua. Seguiamo queste tracce prima. Beh, la colpa è un effetto scenico, non è realtà. Infatti, andiamo. Non ha senso. Ti trasformo. Mi trasformo. Bene. Io, dopo che il nostro... Ovviamente fai dei rumori orrendi. Ti fa anche una cosa lenta? Un turno, no, non lentissima. Dei secondi, però okay. Un po' scemo. Quindi inizio a ringhiare. E mentre mi sto ancora trasformando, prendo un po' di terra, me l'annuso e faccio ancora la faccia più incazzata. Mentre mi trasformo e abbraccio il dolore, che poi riporterò a coloro che mi hanno rubato. Riporterò a coloro che mi sono intromesso. Ottimo. Io ho due domande. Uno, come mossa speciale ho spazzare? Allora, ragazzi, non hai scopa. La mia idea del tuo mestiere. No, allora, solitamente serve nei combattimenti in inferiorità numerica, in disparità numerica. Cioè, tu quando combatti in disparità numerica, anche se fai più di tutti i tuoi avversari, puoi colpire solo quello tra di loro che ha fatto meno. Ok. Ok. Gli altri, se te li superi, non ti colpiscono, se ti superano loro. Con loro colpiscono te. Con quella lì puoi colpire uno in più per ogni grado che hai in quella vita. Ottimo. La seconda domanda è: io come dominio del mio drago patrono ho suono. Esatto. Quindi, dato che conosco il mio cavallo e so che rumore fa mentre cavalca e tira il mio carretto, voglio allungare il mio senso sonoro intorno a noi per sentire da che parte può essere andato il suono del mio carretto. È una cosa fatta. Potresti anche provare a sentire, cioè a chiamarlo e con il, cioè a chiamarlo con la magia e vedere anche se è distante. O anche chiamarlo a voce con la magia, sì. Far andare, cioè, perché questo abbasterebbe la difficoltà, te lo dico semplicemente per quello, anche perché lui è un troll, cioè, la voce, oh sì, Dio buono. In realtà sarà una vocetta, per quello è bello. Ah, ok. Sì. È un troll un po' effeminato. Sì. Questa cosa è avvenuta ore fa. Allora, potrebbero essere in realtà allora potrei pensare di ascoltare quello che sente il mio cavallo, che conosco molto bene e con cui potrei entrare magari in sintonia e sentire quello che sente lui, in modo da sapere se stanno ancora avanzando e magari stanno parlando. Può essere Te lo do difficile, perché te lo do un po' difficile, scusami. Ti darei almeno 4. Prenditi del tempo. Tanto se ci hanno derubato stanotte mezz'ora non ci cambia niente e magari ti aiuta un po'. Cioè, do almeno... sì, lui perché ferma. Non dai un'occhiata qui intorno ad Arugal intanto? Cerchi delle tracce. In giro, ti do almeno qua. Mentre lui... Però ovviamente se tu ti prendi del tempo in effetti lo puoi abbassare. Poi sta lì, mi concentro. Magari aspetto il vento giusto. Prendo anche una 10-15 minuti per entrare in sintonia con. Io prima di fare un giro prendo la mia sacchetta e gliela. No, il tronzo, che è quello che è vicino, tipo, te la metto ai piedi e vado a fare un giro di 15 minuti. Va bene. C'è una pozione di cura e 10 monete di rame e 2 d'argento. Secondo il nostro lupacchiotto, anch'io lo seguo, però chinato a testa in giù, cercando di annusare dove sta annusando lui. Ok, io invece mentre il troll si concentra mi metto di guardia. Nel caso va bene, qualcuno c'ha, ma te c'è più un seguito. Io in realtà ho domanda un terra pietra, che è il dominio che ti permette di controllare la terra e la pietra. Io da far lievitare dei sassi e scagliarli nel viso, uno a aprirgli una forra sotto i piedi e farcelo cascare, a fargli avere il soffitto. Io ho due domande. Vabbè, io ho esaminare sopravvivenza delle terre selvagge. Allora, esaminare è praticamente guardare uno e capire più o meno. Da che fa, quanto è bravo a farlo. Ok. Sopravvivenza nelle terre selvagge. Saper trovare. E olfatto. E poi volevo sapere, ma le mie statistiche, diciamo, rimangono le stesse in allora sì, punti vita rimangono le stesse, e c'è quelle abilità. Ok. E la forza è contemplata, no? Il corpo. Sempre. Sì. Esatto. No, ci sei. Tu comunque, guarda, siccome ti prendi. Dio sta usando loro, poi arrivo da te. Tu comunque ti prendi del tempo per fare questa cosa. E ti accorgi di questo. Che. Ah, c'è anche un potere magico. Sì, non quando sei in forma di lupo. Quando sei in forma di lupo sei un lupo. Ma l'ho fatto, ce l'ha. Però posso avere un po' di brina che mi segue. No.
questo effetto scenico io non sono mai contrario agli effetti scenici. Guarda, no, il pelo bianco. Si chiama forfora. Si chiama. Guarda, pelo strinato di bianco. Guarda, ti accorgi di questo, girando un po', che le orme di questo carro, a parte sono di due carri, perché c'è anche il suo, e quelle dei tre nani che state seguendo, ma sono due, vanno, cioè proprio si seguono, cioè non si seguono, seguono la stessa strada, solo che quelle dei nani sono più vecchie di un, boh, almeno un giorno anche lì, forse un po' meno. Io con la zampa gli indico a lui le tracce, poi lo guardo e faccio... Sì, certo, mi pare molto basso. Diciamo che passa del tempo e no? Se vuoi puoi fare sto tiro, che si sarà abbassato a 2 a questo punto. Puoi anche usarci però dei punti reazione per dirmi... E spenderò 3 punti reazione. Allora, ridimmi un po' esattamente qual è... Aspetta, volevo dire... Ridimmi esattamente qual è il tuo scopo. Il mio scopo è sentire quello che sente il mio cavallo, in modo da sapere se si stanno ancora muovendo e chi magari se sta parlando sono le persone. Una specie di chiarudienza. Sì. Ecco, sul grazie, cavallo. Bravissimo, okay. Hai trovato la parola giusta. Comunque abbiamo capito. Vai, allora se spegni anche 3 punti d'azione è difficile uno. Che quanto c'hai tu a suono? 2. Non puoi fare 1. Puoi fare 2, 3, 4. Il risultato che fai ti dirà anche 4. Ah, un successo è un 4, quel dato è un 4. Sì, è il dado di Cthulhu, questa miseria, adesso i dadi di Claudio. Un po' di tempo. Il tuo cavallo ti rende conto, probabilmente c'ha un po' di paura ed è per quello i suoi sensi, e quindi attraverso i tuoi sono un po' disturbati. E poi c'è anche qualcos'altro. C'è qualcosa di grosso fra te e lui. Cioè, boh, è come se fosse proprio un posto dove si sente peggio. Insomma, sono tutti un po' echeggiano, rimbombano. Una delle voci dei draghi dice: ciao a tutti, sono un troll e vendo erba. E comunque, quello che senti sono una serie di voci un po' squittenti, un po'. Un po' così, un po' acidule, stridule. Poi senti anche dei rumori di passi, gente si muove intorno. Questo. Ok. Fammi pensare se... Sì, più voci di cui non capisci bene cosa stanno dicendo. Questi no, scarica lì. No, questi li terremo noi. Senti anche una voce un pochino più grossa. Va bene, questi voi tenere. Altri prendere sacchetti, scatole. Sligo è vivo, per fortuna. Si sente già i sentiti? A un certo punto senti anche un... A un momento cavallo? Ma tu non sei... Lei ha speso 15 minuti, vabbè, diciamo, tornare. No, spendere i punti spirito nella fattispecie 5. Perché spendi praticamente una quota fissa, che è 3, più quello che ti manca per arrivare a 6. Quindi tu hai fatto 4, 6 meno 4, 2, più 3, 5. Okay. Quindi li spendo dopo che ho visto il risultato. Li hai trovati? Credo che siano sottoterra, da quello che ho sentito. Però, sì, sì, no, ho cancellato sia uno sottoterra. E utile come indicazione, Saranno verso le montagne probabilmente a questo punto. Che la terra sotto i tuoi piedi non c'è ora. È difficile che abbiano portato un carretto con un cavallo in una galleria che scende in verticale sotto di noi. È impossibile? Impossibile no, ma difficile. No, ho detto difficile. E dove c'è questo se non è difficile? Credo che il nostro amico a quattro zampe abbia un'idea. No, è solo fidanzato. E guardo verso le tracce. Sì, direi che ha ragione. Seguiamole. Ho sentito parecchie voci intorno a Sligo. Ah sì? Sì, credo che le creature che hanno preso le nostre cose siano un piccolo gruppo che smercia merci rubate. Voi avete mai visto mercanti? Un elfo che si trasforma in un lupo? Di voi, no, a parte me. Ma no, siamo con te. Vabbè, parte me, dico in generale. Perché sennò questa è la prima volta che quando lui ha detto sono in molti, avete sentito per la prima volta un lupo ridere. Possiamo sapere, Master, potrei sapere
avendo navigato molto, anche se in realtà è forse più il troll che ha viaggiato molto, se possiamo conoscere qualche razza che si comporta in questo modo. Bestiole maledette. Questa è la domanda di un giocatore che conosce il gioco. Senti, sta facendo finta di lavoro. Ladruncoli. Da come te l'ha descritti, le razze più piccole. Un Mustelan. Goblin. Io potrei sapere, avendo navigato molto, che si può mercanteggiare con entrambe le razze. Sì. Più che mettersi a menare le mani. Cioè, non, magari non è la prima opzione che possiamo scegliere. Sì, di sicuro. Ok, come io vi dico questo, vi dico... se sono Goblin o Mustelan, conviene mercanteggiare con loro. Non è difficile anche... ingannarli. Io ho mercanteggiare uno, quindi insomma, probabilmente. Sì, ti ricordi anche che i Goblin dipende anche un po' di che drago patrono sono. Perché i Goblin e gli Orchi hanno una storia particolare, per cui a seconda della tribù possono avere un drago patrono diverso. Però se sei qui, probabilmente sono di Glamourdir, per cui sono anche. Diciamo che sono dei goblin metodici nella loro follia, se sono dei goblin. Ok, chiamala così. I Mustelan sono di Orcs, certo. Sono la razza più diffusa del mondo, si trovano un po' dovunque, perché si adattano molto rapidamente e basta. Sicuramente possiamo mercanteggiare. Prima di menare le mani. Prima di menare le mani. Giusto, Arugal? Mai che si menino le mani per Maia, no? Beh, ma minare le mani è sempre l'ultima soluzione a cui arrivare. Ci sono un sacco di cose da provare prima. Già, l'abbordaggio, ad esempio. Sì, quello lo considera menano le mani, ma si menano altre cose. Te pensi quanto è più intelligente la tua barca del suo carretto, che non essendo te l'ha potuta portare dietro, non te l'hanno rubato. Non me l'hanno rubato. Non puoi rubare una cosa se non ce l'hai appresso. Questo è quello che sta pensando Arugal. Vabbè, comunque direi di mettersi in cammino. E comunque menare una spada equivale a menare le mani. Sì, hai ragione. Arriveremo anche a quello se necessario, ma spererei di non arrivarci. Va bene. Non vuoi arrivare al tuo carretto? Voglio arrivare al mio carretto senza dover spargere del sangue sul mio carretto. Mettiamolo in questi termini. Se non è sul tuo carretto? Facciamo il più possibile per non spargerlo e nel caso lo spargiamo. Oppure spostiamo il carretto e poi lo spargiamo. Cerchiamo prima di recuperare il carretto senza spargere nessuna goccia di sangue. Non mi opporrò nel caso sia necessario. Con Beh. Cosa? Spostare il carretto? No, spargere il sangue. Sul carretto. Stupido nano. Come sempre... Ezar. Ezar. Come sempre, Ezar, cerchi di dare ragione alle nostre azioni. Ed è per questo forse che siamo ancora vivi. Perché? Dai, fai strada. Tanto vai, Beh, chi conosce meglio la strada forse è Arugal. Va bene, andate. Mi allontano un po' ogni tanto avanti, ma non troppo, e torno indietro. Non seguire i conigli. Ti accorgi sempre della stessa cosa. Cioè che le due tracce, le due file di tracce, quelle dei tre nani e quelle dei due carretti, vanno nella stessa direzione, ma proprio si sovrappongono. Con quelle dei nani, che sono un pochino più vecchi. Ma di ore. Io non vorrei disturbare i vostri ragionamenti circa carretti, cavalli, barche, mercanti. Però arriva il punto. Ma viene un punto virgola? Perché parlo? Vai avanti. Grazie. Ma hai detto che erano tante voci e boh, non so, chi hai detto che erano? Goblin? O Goblin o Mustelan, ma direi più Goblin dal comportamento bizzarro. Va bene. Noti bizzarri loro, no? Sì. Perfettamente. Mentre ti sto guardando con i miei occhi strabici. Sì, parente, insomma, io sto cercando... Capezzolo, cioè, gli occhi puntano a un capezzolo più che al viso. Quindi... Io vedo che distolgo lo sguardo. Cioè, che sto continuando a camminare e ti ascolto, ma non ti sto guardando perché... Ma non vorrei farvi una domanda banale, magari le vostre menti brillanti ci avranno già pensato, quelle menti che suppongo esistere al di sopra. Arriva al punto! Non dire ma, certo. Ma è quello il punto e virgola di prima? Ecco. O... Vai avanti, per favore. Mi ha fregato di nuovo. La domanda era un e i nani che ci fanno con i goblin? No, ho già pensato a diverse possibilità. Potrebbero essere stati presi dai goblin, potrebbero essere stati trasformati in goblin, potrebbero essere d'accordo con i goblin perché i goblin hanno qualcosa che serve ai nani per arrivare al Io mi fermo a trasformati con goblin e un
Ci si può trasformare in goblin? Io mi ritrasformo. Beh, lui si può trasformare in lupo. Mi ritrasformo con un numero di ossa che scricchiolano. Goblin, stupidi. Se noi dormiamo... E se lo dice lui? Non goblin. Nani, poco tempo fa. Ma le cose che stanno tra i nomi. E mi rimetto a quattro zampe pensando ancora di essere un lupo e vado avanti annusando il terreno. Piuttosto che trasformati, suppongo che possa essere probabile che si siano messi d'accordo e che noi siamo semplicemente un inconveniente sul loro cammino. Probabilmente i nani non sanno da dove viene. Perché vivi? O forse... Tre vecchi nani cosa? Con... Perché siamo vivi? Non goblin. Che ha detto? Perché forse i goblin avevano interesse alla nostra roba, non al nostro sangue. Se fossero... Per forza detto. E se fossero effettivamente dei nani trasformati in goblin e quindi ci fosse qualcosa in loro che li ha portati a non ucciderci solo per rubare le nostre cose? Dopotutto, Erodian, il nano del Mercurio, di cui ho ascoltato una volta la storia, ha raccontato che un suo amico è stato trasformato in un pappagallo. Perché non in un goblin? Ma vedi, certo, chi è stato trasformato in un pappagallo una volta? Tu vedi che io ti ascolto molto attentamente e poi ti faccio... Beh, avrai una bella storia da raccontare, finché non arriviamo non lo sappiamo. Sui goblin, sui pappagalli, su quello che vuoi. A me piacciono le storie che il troll racconta. Va bene. Sostanzialmente andate avanti per delle ore. Cacca, cavallo. Fino a quando... Esatto. Non vedete delle grosse fatte. Questi chiozzoni di cacca. Di cacca. L'annusa da vicino. Della rivoluzione. Come mi viene voglia quando ti passo accanto. Lo sapevo. Però poi ti strappa la gola. Infatti mi fermo un pat pat pat. Fino a che la strada che state seguendo non inizia proprio a inerpicarsi su per una montagna. Non diventa proprio una strada, tra l'altro. E ad un certo punto, arrivati a mezza costa su questa montagna, sul crinale, non vedete la strada che state percorrendo. Si infila in un grosso tunnel. Ecco, quello è probabilmente un posto dove può essere infilato un carretto. Non è. No, sono un carretto. Non è una cosa molto particolare. Glamourdi è anche no, come la terra dei tunnel. Cioè, i nani scavano, perché c'è una montagna lì in mezzo. Non è che la strada ce la fanno girare intorno. No, infatti, in mezzo. Il traforo. Esatto. Però questa sembra un po' boh. Di senso. Le tracce non partono lì. Vanno dentro. Dentro. Andiamo. Facciamo piano. Nel tunnel si sentirà probabilmente ogni passo. Sì, c'era molto eco quando ascoltavo il dintorno di Sligo. Bene. Io cerco di fare piano. Di muoversi. Ok, ditemi. Mi tolgo l'armatura, la metto nella sacca, tolgo... E tutta la roba che può... Gli è rimasta la sacca o te l'ha inciulata anche quella? Vabbè, è una sacca del cazzo. No, quella non è la tua. Tua arma, la tua cosa di finto. Che ho appena deciso, in realtà è una là. Domanda di senso, buon senso. Cioè, siamo, quindi la stiamo facendo tu. Siamo, arrivati se al uno, punto in cui Roberto deve fare le domande di buon senso. Se qualcuno cammina sulla neve, si muove, fa meno rumore o fa più rumore? Rispetto a cosa? Un lupo rispetto a uno che cammina rumore. Sulla pietra. Fai meno rumore? Meno, sì. Che io posso provare con il potere del gelo a fare un leggero strato di neve sotto. Provare, puoi provare. Ci non detto provare. Ci voglio provare. Sai, lo sai, okay. Lo sai che è la classica cosa in cui c'è un'idea di quelle cose lì che se anche cioè di quel tipo lì che anche se fosse difficile un tot il master gli piace. Ok, allora io perché è veramente una bella idea. Creo un po' di neve sulla cosa. Allora, però mi devi dire quanto perché quello che può influire sulla difficoltà è l'area. Capisci? Chi sta entro un 3 metri da me? Entro un 3. Cioè, però va bene, no, pensavo che tu lo volessi fare da qui a dove arriverà. No, però voglio farla dove cammino io, cioè dove poggio i piedi c'è un piccolo strato di neve. Sì, esatto. Okay, solo allora... dove ci sono dove si appoggiano i piedi. Secondo me è difficile. Allora, nulla per la tappellare è piuttosto limitata. Difficile uno perché deve durare un po'. Okay. Due perché si deve spostare con te. Guarda, che è una cosa comunque un po' complicativa. È okay. Come se. Ci provo. Quanto c'hai? Uno. Uno, non puoi fare sei. Quattro. Bravo, beh. Spendi 5 punti di spirito. Ah, devi spendere per forza. Eh sì. Questi? No, spirito. Questi. Vai, quelli sì. No, vai a 7. Vai, spesi 5. Cioè, sì, scusami, no, segnate il mio come vuoi, scusa.
perdonami. No, anche perché in realtà c'è ragione, perché sopra li ho scritti togliendoli. No. E ok, ah, scusatemi. Cosa è giusto di specifici? Con punti spirito si muore come con punti vita, eh. Ok. Cioè, arrivi a 0, meno 1, meno 2, a meno 6 muori. Perché comunque la tua anima si spara dal tuo cuore. Comunque io inizio a alitarmi e il mio soffio si condensa sulle mani, sui piedi, un po' intorno a me. Bellissima. Vicini. Anzi, la fai quasi un pochino più, sempre un pochino, qualche centimetro più avanti rispetto a te, in una maniera che, vedete come quelli fanno le gare con mattoni che camminano, cosa di genere. Le gare con i mattoni. Non ho idea di cosa tu stia parlando, però io ho annuito ugualmente. Io ho la scarpellina. Il master digli di sì. Ci sono mai andato. Nemmeno io, ma lo so. Bene, quindi mi dico una cosa, però vai avanti tu in questo. O di sì, altri... seguito da... Se qualcuno mi vuole stare vicino per tenere la cosa, beh, perché sì, è più rumoroso, sì, vado al loro passo. Io mi impegno anche per... Tanto sono in forma umana. Ok, scusami, tu ti impegni per non... Per non fare rumore. Io mi impegno per restare più indietro in modo da non... C'hai furtività? Va bene, ok. Posso fare un'altra domanda di buon senso? Ma anche tu. Un lupo è estemporanea, nel senso, un lupo, cioè un umano che si trasforma in un lupo, un elfo in questo caso. I lupi comunque alcuni suoni li possono pronunciare. Sì. Potrebbe, non voglio farlo io, è proprio una domanda fuori dal gioco, potrebbe più o meno parlare? Sapendo cos'è una parola alla fine. La risposta è no. Perché no? Io ti direi di no. Però posso fare, potrebbe senti, fare una specie di aiuto tipo... Oh. Senti, il mio personaggio Uraluk, giocato per anni con Dario, si faceva la trasformazione a metà e si lasciava le corde vocali intatte per poter parlare. Però no, ma non voglio farlo, voglio farlo. Cioè, un lupo che conosce la lingua e sa come si articolano potrebbe fare... Non avere un range come il nostro, magari non può dire supercalifragilistico e spiralidoso, però magari tutte le parole che hanno dentro un qualcosa simile ululato, qualcosa del genere. Forse può dire solo supercalifragilistico. No, secondo me è forse più probabile che noi sappiamo a cosa rispondere. Guarda, ci penso, ti potrei concedere questa sera di dire delle sillabe, tipo... Ah, ok. Boh, vediamo. Comunque, vai, ok, diciamo voi due andate avanti, voi due rimanete un po' più indietro. Asking for a friend. E praticamente un amico, esatto. Mentre proprio mentre la tua neve fra l'altro sta finendo, purtroppo alcuni metri prima di quella che tu vedi essere la fine di questo tunnel, il tunnel fa una curva verso destra, rimanendo comunque sempre abbastanza largo da far passare un carro. C'è una porta, un grosso portone di legno socchiuso. Da oltre si sentono venire delle voci. È marcio, bello, no, no, solido, è un bello nanico, solido, ignorante. È bello solido. Boh, la nanico... No, so, no, vabbè, insomma, ma bello, è bello solido, solido, è socchiuso, c'è una delle due ante. In questo periodo che sono stato con loro, a parte il troll che per me, per come parla e fa il mercante, è il più intelligente, chi è, mi sembra, il più sveglio di loro due? Senti, lui... Senti, mente sei. Ok. E l'altro è manto, quindi tu. Sì, però l'altro è matto, ma non è stupido. È manto. Ah, quindi è matto. In realtà, se guardi le cose, io sono il meno intelligente. Sì, anche io. Lui è quello che io sono il meno intelligente. Supplisce a meno intelligenza con l'aver parlato. Sono io il meno intelligente. Un sacco di gente, sapere un sacco di cose. Sei uno, no, che, sei uno che cita. Io comunque guardo la porta e guardo verso loro due, aspettando di vedere che fare, perché sono i più svegli. Io ti faccio cenno di aspettare. E voi quanto siete indietro a noi? Secondo me sono rimasti dietro la curva. Quindi qualche... Ok. Sì, io penso di servire una... E si sono fermati o stanno arrivando facendo rumore? No, io cerco di non fare rumore, nel senso che proprio non vado avanti facendo... Tutte le... Ma non sto nemmeno sforzandomi di essere silenzioso. No, questa cosa è riuscita, ma c'ha un effetto collaterale di gelarti le mani. E rendertele non... Io prendo... Non t'ha bruciato, ma... Non posso scassinare una serratura. Esatto, secondo me ci avrai... Diciamo che potresti avere dei malus se tenti di fare cose manuali. Io prendo un grosso sasso, quello più cattivo. Io lo sbatto sulla porta. Dai, non fate rumore. Di lato sulla porta, così. Okay. Pronto, se ci fosse uno lì dietro. Ma dietro, senti delle cose. Se ti avvicini così tanto, senti delle cose. Ok. Bene. Comunque lo fai, Sì. Nel senso. Senti, ti faccio cenno di venire anche. Cioè, di non... E io mi avvicino sempre lì a quattro zampe. Sto pronto a balzare. Com'è possibile che non ci ricordiamo i nostri nomi? Com'è possibile? No, è bellissimo sta cosa. Carlo. Guarda, sulla lavagna è scritto Carl. Forse ci chiamiamo Carl. Ma no, stupidi,
Quello è il nome di uno dei servi della padrona. Noi non ci chiamiamo Carl. Ma pensavo fosse i nani con l'Alzheimer. No, sono tre voci diverse. Pensavo fosse i nani. Può essere. Sono tre voci diverse. Ma non mi sembra drago, si chiama Alzheimer. Allora, le prime due avrebbero anche potuto essere. La terza no. La terza è proprio... Forse la sua, guarda, ci potrebbe stare. Ok. Erano due più... E la terza invece no. Che ti sembra da subito anche quella più intelligente, lo dico. No, quello è il nome di uno dei servi della padrona, noi non ci chiamiamo Carla. Ti faccio. Io vado da lontano, vi faccio dei suonetti da boscaglio. Perché mi metto una mano sopra per richiamare l'attenzione. Io mi cago in mano. Oh, peccato, Carla era un bel nome, mi piaceva. Sarebbe stato bello chiamarsi Carl. Faccio cenno di venire avanti, ma sempre in silenzio, direi. E... Io se lui fa un rumore che si potrebbe percepire attraverso una porta del genere, sono pronto a aprire la porta. Ma io, quando sento lui fare il rumore, siccome sono con te, mi aspetto che tu voglia sbranare questi tizi, busso. Aspetta. Mentre stai bussando, ti metto la mano dove stai bussando con le nocche. Va bene. Con un sorriso delle... dovresti averlo capito ormai mentre giriamo. Ok, C'ho un'idea, c'ho il piano. Dentro di me faccio un po' un facepalm, però. Cioè, io faccio una prova di mente. No, per l'autocontrollo è più spirito o mente? Mente. Sì, dovresti averlo. Scusami, no, ma è solo per una cosa mia. Ok, non apro la porta. Non dato a caso. Bello, mi piace. Io voglio passare. Devo più di tre, aprivo la porta e dicevo: ridatemi le mie cose. Sentendo la voce che mi sembra un po' più rincoglionita, perché ho un'esperienza di rincoglionimento. Ah, bello. Giusto? Bello. Coglie un attimo le sfumature del suo pensiero per fargli passare il messaggio del. C'è aria stantia qui dentro, dobbiamo arieggiare. Apriamo un attimo le porte. Ma tanto ci vogliamo fare. Non ho capito come lo fai. Ah. Un controllo psichico. Ah, ok. Questi saranno stupidi come un banchetto. Va bene. Mi piace. C'hai 33 molto... punti spirito. però guarda, 18 di vita sono poi, questo gioco. Ma come puoi notare, infatti, io prima ho detto un sto dietro al troll. Perché però, mi sta mandando un messaggio mentale? No, gli sta proprio imponendo un ordine. È il comando. È una versione più ampia del comando di. Ok, di sto prendendo quello più stupido, dicendogli, imponendogli. Guarda. Il messaggio mentale del cazzo, c'è aria stantia qui dentro, bisogna aprire e far girare. Mi piace tantissimo. Guarda, siccome fra l'altro non gli stai nemmeno dando un ordine secco, ti direi meno uno di difficoltà. Quanto c'hai? Ma due. Stavamo per entrare e chiedergli per favore di renderci la quindi, roba. No, però se il tizio apre la porta io lo acchiappo, lo tiro fuori e faccio ok. Ok, ho capito la sfumatura del piano. Cinque. Comunque, c'è fumo. Il fuoco brucia male. E mi fa anche male la testa per quello. Vado ad aprire la porta. Lo sento? Sì. Ma non aprire la porta, gli metto io mi preparo a prendere più freddo, ci ho messo un pomeriggio a scaldare questa stanza. Che cosa stai facendo, scusa? Appena c'è possibilità di vedere la cosa e di poterla tirare fuori nello spazio necessario per tirarla fuori, io voglio prendere qualsiasi cosa e tirarla fuori. Io gli metto una mano sulla spalla appena vedo che si la porta tende si... però non sto per andare di pugno, c'è qualcuno, scusami, siccome la porta è aperta di un tanto così. Sì. C'è qualcuno proprio qui, sì, che si vede. Ci sono io e stavo guardando dentro. Beh, io sono alto. Vabbè, ma sono passati dei secondi, se mi volete. Vabbè, io in realtà sto guardando dentro, quindi. Io appena vedo come si apre la porta, mi metto nella posizione possibile per tirare fuori qualcuno. Aspetta un attimo, perché c'è uno spazio così. Se davanti c'è lui, non ci sei. No, però se la porta si sta aprendo piano, hai detto, no? Sì. Sta facendo... Le fa così, io mi sposto lui e mi metto proprio lì per prendere il tizio. Va bene. E credo che si veda anche me perché sono alto 2,5 metri e spicco. Ah, mica sei enorme. Ah, tu hai speso 4 punti. Sì, sono alto 2,5 metri. Sì, lui è una bestia. È la razza più alta di tutte. Allora, perfetto. Quindi sentite dei grossi passi pesanti. Tu. La porta si apre, però mentre inizia a aprirsi, io quando lui si sporge e sì. Mi sposta,
Io quando mi fa così, io provo a guardarlo male e fargli un comando per dirgli aspetta a cappallo. Cioè, aspetta va a prendere. Bene, vai. Però non lo faccio a voce. Quindi. Quindi è difficile so. Almeno. Cioè, io ti fo. Stato. Ma è una cosa. Guardi, è difficile almeno tre. Vai. Io oppure comando uno. Fate. No, va bene, vai. Poi, tu puoi tentare di resi. 5. Quando uno non potevo fare 5 e 6, ho fatto 4. Successo un play. Successo per un play. Successo per un play. Lui sta facendo un passo indietro. Te percepisci che lui si gira e ti dice: oh, aspetta, dimmi te se vuoi tentare di resistere a sto comando. E comunque lui ti sta imponendo. Perché nel caso. Ma perché è una cosa magica? No, no, no. No, perché se no. È un messaggio abbastanza sbatto, chiaro. Okay. Il paese che aspetta, posso aspetta. Sbattermene. Puoi tentare di fare un test. Perché nel senso, lui ha. Comunque ha fatto un successo nel darti quest'ordine, per cui emotivamente la cosa ti arriva, psichicamente vabbè, la cosa ti arriva. Sì, ma se non c'è nessuna... Vabbè, puoi provare a opporti. Puoi provare a opporti. Io ti ho fatto brutto a fare questa cosa, cioè... Quindi però gli posso anche saltare la gola? In sì, puoi... sì, io l'ho fatto un rischio per tutti. Guarda, il suo guapo... È una cosa che mi ha fatto... Magari mi ha fatto brutto e basta. Ti ha fatto senza nessuno, okay. Magari non mi sbrani, sì, okay. Però mi okay, guarda, facciamo lo stesso. Ti do il messaggio per passare, Ur. Non è D&D 3 e 3 e mezzo Pathfinder, dove diplomazia, intimidire e compagnia non erano fattibili da RPG. No, no, è quello perché... Ma non, te la metto che così. Non siano fattibili è solo per il fatto del tipo di personaggio, perché su un tipo di personaggio funziona completamente in maniera diversa. Scusami, ma te la metto così, guarda, lui ti ha fatto brutto. Perché se tu fai decidi brutto tu così come, a un serial killer ti taglia la gola. Decidi tu se vuoi tentare una reazione che sia anche giustificata da un tiro di dado, coperto, diciamo... veicolata da un tiro di dado, o se vuoi semplicemente dire io me ne sbatto. Mi interessa sapere, lui sta comunque rimanendo davanti alla porta? Mi sembra di aprire di sì. Io te l'ho anche messo la mano sulla spalla per... No, perché allora lui mi ha spostato, sì. E poi io gli ho fatto, io secondo me, ecco, facciamo così, io ti ho preso per un ciuffo di peli. Ma e tu rimani lì, quindi ti fai vedere se si apre la porta? No, perché mi hai spostato, quindi te sei nella posizione in cui volevi essere. L'unica cosa che io ho fatto è quella di... Allora io prendo lui e lo tiro indietro verso il buco della porta. No, nascondendomi dalla porta che si sta aprendo. Cioè recepisco il suo coso ma me lo tiro dietro. Ok. Va bene, sparite. Cioè rimane in vista. Sparite davanti alla porta. Oh. Ma va benissimo. Ma lo rispettiamo. In realtà io ho pensato, ci avrà avuto, ha fatto così, sembrava deciso, ci avrà avuto un'idea, però se si fa vedere... No, no, lo tiro indietro. E io ti faccio, appunto, all'orecchio ti faccio, prima il troll ci parla, poi noi veniamo le mani. Sì, questa azione è un po' confusa, in realtà te quasi gli inciampi addosso perché sì. Non si è benissimo. E quando mi inciampa addosso io me lo trascino dietro. Perché siamo un gruppo affiatato, direi. Tu rimani qualche passo indietro l'unico di fronte alla porta e vedi questa festolina un po' più bassa di te, a te ti dà al petto, quasi caprina, piccolina, allungata, un po' brutta, potrebbe sembrare la testa di un goblin, con una barbetta a punta, che ti guarda. E tu chi sei? Ah, buongiorno, il mio nome è Sarraji. Cosa ci fai qui, Sarraji? Io sono un mercante. Ha detto Sarraji. Senti una voce viene di fianco a lui, ma non capisco perché. Boh. Nella porta vedi solo la sua. Sono un mercante molto particolare. E che cosa vuoi? Pensavo foste interessati a comprare un nome. Bomba. Comprare un nome? Prendi dei pigli. Prendi, tieni questo barattolo di pizza. Sara di pizza. Comprare un nome, ma non si possono comprare i nomi. Beh, certo, ogni nazione ha un ufficio genio. Apposta per bellissimo. Registrare i propri nomi e comprare un nome ufficiale. Io faccio parte di una gilda di mercanti in grado di vendere nomi a chiunque. Beh, forse potrebbe darci almeno un nome, magari. Tre costano troppo, ma uno forse possiamo permettercelo. Beh, ma possiamo accordarci sul prezzo. Cerco di sporgere la testa dentro. Io mando un messaggino mentale del 3x2, 3x2. Bravo. Vabbè. Facciamoli entrare. Vedi Claudio quante potenzialità sprecate se giocassi con noi invece che contro di noi come tuo solito. Mi sembra magari gli dice possiamo... che non sia tutta una schema. T'ammazzo magari non possiamo comprare, ma magari può aiutarci a ritrovare i nostri. Apre la porta. Praticamente te
Nel momento in cui lui sta aprendo la porta, poi certo la testa è sproporzionata rispetto a sto corpo, perché c'ha un torace più o meno così. E infatti, a fianco della testa più piccola, ce ne sono due più grandi, montate su un unico corpo. Questa è una cosa che tu non hai mai visto. Ma sfodera il mio sorriso migliore. E adesso si sente io che avevo fatto... Venite, venite. Ah sì, i miei assistenti hanno tutto l'occorrente per scrivere i vostri nomi. Io appena entro e vedo questa cosa, ma che schifo. La situazione di non avere un nome è terribile, purtroppo. Lo sappiamo, noi abbiamo dimenticato i nostri tre nomi e non ci ricordiamo più quale. Era capricciante! Non avere un nome, sì, è una situazione veramente terribile, ma per fortuna noi siamo qua per risolvere il vostro problema. Allora, siete entrati, fra l'altro, in una stanza che anche quella, a parte il suo particolarissimo occupante, che ha due gambe, due braccia, un torace e tre teste, appunto, due più grosse, che sono quelle che parlano più così. Tanto cibo. E quella più piccolina nel mezzo, e quella invece parla in questa maniera, mia madre. Ed entrare in una stanza molto particolare, perché è una caverna piuttosto grande, non è nemmeno una stanza. Ci sono dei banchi, dei tavolacci sparsi qua e là. E dappertutto ci sono sacchi, scatole, casse e poi anche sparsi fuori, ingombri di oggetti. Ma oggetti di tutti i tipi, dalle armi, ai libri, alle pergamene, le bambole, i cuscini, pentole, padelle, coperte, mazzi di fiori secchi, boccali di birra, bottiglie di birra, bottiglie di vino, calici, parrucche, bambole, l'ho già detto, manini. Con il mio mercanteggiare. Ma proprio lo sai come... sembra una stanza che uno ci abbia preso un gigantesco sacco pieno di strada e c'è... È la stanza di Nano Natale. No, è la stanza delle necessità. Sì, cavallini a dondolo. Non sembra roba di valore, per niente. Non sembra che il valore sia una discriminante. Ok. Però se metti tutto potrebbe nascondersi un tesoro. Un tesoro che io vado cercando da molto tempo e che finalmente mi nobiliterà davanti ai miei superiori amici pirati. Esatto. Inferiore. Quindi do una avida occhiata all'intera cosa, allora, prendendomi il giusto tempo. O esaminare uno. Esaminare vale per la gente, non per la gente. Ok, mercanteggiare, osservare. Vabbè, mercanteggiare, osservare, allora tutto quello che facciamo. Ti aggiri per la stanza, ti accorgi che in realtà, vi accorgi tutti, in realtà sembra che in alcuni punti questa roba venga presa e messa in dei sacchi e in delle scatole divisa per tipo. Quindi c'è un sacco pieno di bambole, un sacco pieno di cucchiaini d'argento, di roba, una scatola piena di quadri, una scatola piena di pergamene, e ti metti lì a sfogliare e le leggi, e in realtà sono tutte lettere d'amore. Ce n'è alcune ancora con l'impronta di un rossetto in fondo, proprio bacio, una prossima lettera. Per dire, una è tutta di vestiti, una è tutta di scarpe. Sanno mercante. Su questa parete qua c'è, quanto sia proprio grossa così, c'è una mega lavagna, tutta scritta a gessetti. Dove c'è scritto, tipo, aspetta, carico portato da Skvald, Naz e Frunt. Le cose sono state portate nel coso della padrona. Rubato a il signore della torre di Ersolong. Sotto è tutto così. Sembra un registro delle cose portate via via. Scritto. Mi sembra strano che questi tre o questo coso, insomma, abbia scritto. È scritto. No, allora non sembra strano perché è scritto in un Draok, che è il comune di Poplon, dove non c'è una doppia messa bene, non c'è una A con l'H. Ok. Rettifico. E c'è l'H dove non dovrebbe essere. E c'è l'H dove non dovrebbe essere. Sono delle H al lato della lavagna in più. Che sono andato al mare con l'H. Io guardo la lavagna e faccio un mostro intelligente. Lui, comunque, vi precede. Lui o loro, non si sa bene. Non si sa bene come chiamarli. Vi precede e si mette a sedere su uno sgabello. Praticamente riprende a fare quello che stava facendo prima che voi interveniste. E cioè fasciarsi. L'unica testa non è fasciata, perché le altre due, quella più piccola e quella più grande di destra, hanno delle grosse bende
Getto a terra il sasso che avevo in mano, non vorrei si ricollegasse. Intorno alla festa. Mi fa molto male, dice la festa e sta venendo fasciata. Molto, molto male. Mio caro amico, perché ti fanno male le teste? Mi fanno male le teste perché credo di averle battute. E credo che sia questo, appunto, sì, il motivo per cui non ci ricordiamo più quali sono i nostri nomi. E quando le avete battute? Credo non molto tempo fa. Perché mi ricordo che non molto tempo fa ancora mi ricordavo i nostri nomi, ma adesso non più. Il ricordo è un problema se non ricordi quale ricordo hai perso. No. Non credi? Ma lui mi lascia frugare tra le sue cose? Cioè... Ma in realtà, ora nel senso, perché loro lo stanno intortando. Ok, quindi non sembra interessante. Ehi tu, non cacciare troppo! Io gli alto gioco di potere. Cerco di, entrando nelle loro menti, scansare i bernoccoli, rimuovere le bende mentali e beccare quali sono i loro nomi. Con il dominio del patrono memoria, grazie Claudio, perché la mia invece è di... Preconfigurati. Certo. Giusto, uno. Ok, aspetta, fammi... Voi... tu fai questo. Tu? Io continuo a parlare con loro per cercare di convincerli a lasciarci entrare in contatto con loro per capire quale sia il modo migliore per trovare i loro nomi o per trovare quali siano i nomi che vogliono loro per il loro essere. Abbiamo dei nomi molto altisonanti e che rispecchino la nostra profonda sensibilità, appunto. Beh, per scegliere il nome migliore, il modo più preciso è che voi ci raccontiate qualcosa di voi, di come vivete, di chi è il vostro padrone, in modo da sapere qual è il nome più adatto a un essere di tale importanza. Allora, noi lavoriamo qui da diverso tempo, lavoriamo per la padrona. La padrona, interessante, faccio finta di appuntare delle cose perché sì, manco la padrona, la padrona. Beh, ma... sulla mia lavagna invisibile. Fammi scrivere sulla mia macchina da scrivere invisibile. Guardi il tema. È la padrona, sì, è lei che colleziona tutti questi oggetti e poi li colleziona, insomma. Potrebbe aver collezionato anche i vostri nomi, potrebbe averli lei i vostri nomi, forse. Lei di solito colleziona delle cose materiali. L'imbragatura. L'hai vista? Certo. Mentre lui lo incontra nel dirgli queste mia cose. Se la vedi, fammi un male. Vabbè, dopo che hai guardato quant'è. Era 6. Io dovrò mandare allora, a cercare in giro se troviamo la sua lancia. Lancia. E la mia imbragatura. La lancia di oro fa. Aspetta, niente, sono distratto. Volevo tirare a lui prima. Ok, vai. Semplicemente per quello. Vabbè, sì, tanto noi secondo me ci mettiamo del tempo a fare. Sì, la voglia. È difficile, ma uno secondo me. Io ho uno c'è... di potere. Va bene. Quindi va a 0 4. E quindi prendo 4. Va bene. Quindi ce l'ho fatta, ma al pelo. Al pelo, giusto. Secondo me vuol dire che. Allora, bellissimo. Succede questo. Tu in realtà vedi. Entri quasi un po' nella. E finisci tipo Gigi la trottola. Entri nella sua soggettiva. Sì, per un attimo sparisci dal tuo corpo, entri nel suo e sei nei suoi occhi. E lo vedi che Dio Bono si... vedi lì un angolo dove c'è un fuoco, un camino che sta scoppiettando. È l'unica fonte di calore di questa stanza. Questo grosso figura che si avvicina a un barile che è accanto al fuoco e c'è praticamente un manico che sbuca da dentro liquido rancido che la qua la tua memoria sente, ma no, ma questo odore fa cagare, invece al tuo ospite in questo momento sembra piacere. Ti accorgi che è birra rancida buona. Lui tira su questa cosa e c'è solamente uniti da 3 sbarre di ferro, cioè uniti da delle sbarre di ferro, 3 boccali messi, diciamo, i due a questa altezza, poi ti fanno una V, ok? In maniera che le due bocche più grandi e quella più piccina e più bassa possano bere contemporaneamente. Bello. Ti sono inventati il boccale apposta. Ti ho detto che era intelligente. Nel portarsi, anzi c'ha due mani, c'ha il manico doppio sì perché è bello grosso, nel portarselo alla bocca vedi che ci sono qui sopra incisi
dei nomi su ognuno, cioè sulla sommità sul bordo di ogni boccale ci sono incisi dei nomi, in realtà molto semplici, no? Rum, Ka, e il terzo purtroppo, per il fatto che hai fatto 4, non riesci a acchiappare, cioè la tua visione svanisce prima che tu riesca a vedere anche il terzo. Però di sicuro la testa di, aspetta, è per curarla con lo specchio, con la soggettiva, vado in difficoltà, la testa di sinistra, sì, boh, maledizione, si chiama Rum, cioè ha un boccale con scritto Rum, quella di centro quella con scritto Ka, la terza non lo sa, è svanita troppo presto la... E quanti punti spirito spendi? 5. Bravo. 3 più ha fatto 4, quindi 2. Ah, voi vi aggirate per questa masnata di roba, ma proprio uno sto. Cosa? Passando dalle lettere d'amore, gli do una sfogliata e me ne ficco un paio in tasca. Bellissimo. Cioè, la lettera di... No, io... non le leggo. Diciamo no, prendi... coraccio, cioè se vorrà leggere poi al campo con calma. Ne prendi due, no, è come andare in bagno. Ne prendi due in qualche maniera, o sono state richiuse, o gli è stato rimesso un laccino intorno, quindi non vedi cosa ci sia. Io invece cerco solo la mia imbragatura e la lancia. Voi il resto lo in qualsiasi cosa che non sembra, o la mia imbragatura con l'armatura, o la lancia, un po'... la ignoro completamente. Se vedi un ombrello, prendilo. E lo dici? No. Osservare, mercanteggiare. Vai, fammi un test di osservare, scusami, difficile uno. Beh, uno, ritira. No, uno, dai. Quanto ci avevi, scusa, osservare? Uno, quindi ho tutti i risultati, ho fatto schifo. Hai fatto uno. E io? Come hai fatto? Schifo. Io voglio usare l'olfatto per trovare la mia imbragatura. Va bene. Con un misto di dialetti. Aspetta, Tu con quest'uno nulla, non trovi nulla, anzi... Se a un certo punto inciampo in della roba. Inciampo in della roba, lui si il troll e sta parlando a loro. Basta allora, ti ho detto vieni qui. Ti ho detto di non frugare fra la roba della padrona. Allora. Con chi stai parlando? Con quell'acor lì, come si chiama? Con quell'acor, sì, si chiama... Questo ci ricordiamo, lui è un acor. Sì, come si chiama? Se teneste più in ordine, stunto un calcio a qualcosa. Beh, non è affare tuo. Gli stupidi gomiti. No, potrebbe essere. La padrona. No, voi. Non me lo ricordo più il mio nome. Potrebbe esserlo, visto che qui ho un paio di lettere. Rum. Che. Vai. Tira, è difficile. Ma c'è un po' di roba, però uno, va. Quanto c'hai fatto? Due. Non puoi fare. 5. Lo strovi, ci metti un po'. Però è arrivato. Realtà... Ti capisci subito che non è in questa stanza, perché ti porta fuori, in realtà ti porta sul fondo di sta stanza dove il tunnel che avete attraversato riprende. Io ad alta voce faccio, di qua, cosa? In maniera abbastanza aggressiva al tizio. Allora? Ah, e il mio amico vuole... Te lo fai a lui, scusami, al troppo. Sì, sì. Vuole forse sapere che cosa si trova più in là per capire se può aiutarci a capire quali siano i nomi più adatti per voi. Sì, di là come dice lui. Ci sono tante cose di là. Per esempio, c'è il pozzo delle memorie morte. C'è la stanza della colonna. Basta, ma poi c'è la padrona là, lei non vuole che si vada là, non potete andarci. E se trovassimo dei nomi? Illustre signore, chiedo scusa. Oh, finalmente qualcuno che mi chiama, ha chiamato anche noi. No, si rivolgeva a me evidentemente, basta, no? Voi mi rivolgevo a Vossignoria. Appunto. A chi? Vossignoria. Appunto, a me si rivolgeva, a me sembrava che dicesse a tutti. Ho qui un paio di pezzi che mancano alla vostra collezione e sarei disposto a scambiarli con un oggetto di rara fattura. Voi l'avete visto, può darsi, potrebbe essere dentro il vostro tesoro. Ho queste due lettere ancora sigillate. Sono lettere d'amore. Le ho personalmente ricevute
una volta al porto, tutte e due la stessa sera, una rarità, non vi immaginate, e non erano neanche ubriache. Va bene, va bene. E non erano neanche ubriache. Ma te lo sapevi. Avrei dovuto. Io non faccio personaggi tutti se... viene senza mentire. Le lettere non sono ubriache, non me. No, le ragazze che me le hanno mandate. Sei uno stupido, ovviamente. Chi ha parlato qui? Non che cazzo ha parlato? Quale delle due teste è accanto a lui dice le cose? E io le scambierei volentieri con alcuni dei vostri averi. Vai, fa un test. Lascerò qui al mio compare contabile l'onere di decidere quale sia la merce di scambio corretta. Quanto è difficile, Masters? Allora, era difficile 1, siccome hai fatto tutto un bel 0. Quanto c'hai? Mentire 2, ci metto un punto di reazione, quindi non posso fare 1, 2, 3. 3, quindi faccio 4. Sì, ma questo ci avrà. Muggisce in risposta. Muggisce. Hai fatto 4. Io ti faccio anche su prima che capisca. Fammele vedere, perché non sono così sicuro. No. Stai cercando di vendermi della roba, fammela vedere. Sarebbe prima il caso anche capire quale può essere un prezzo adeguato per queste lettere. Si rovinano, va via il profumo. Che cosa vuoi? L'imbragatura. Il mio contabile... farà le mie veci in questa transazione. Cerco di usare le parole più complesse e mi vengono. Il mio siniscalco in questa in questo doubt death. In questa tracazione carpe diem in questa alea vendiamo pesce. Non siamo mica mercanti di pesce come voi. No, non ci interessa il pesce, non vi preoccupate, noi siamo qui in cerca di ben altro, non abbiamo né bisogno non di soldi qui. Né di pesce. Quello che potrebbe piuttosto interessarci sono alcuni piccoli oggetti che sono sicuro per voi saranno praticamente privi di valore se paragonati a due lettere di cotanta passione e a dei nomi per la vostra nobile signoria. Se ne sente ancora il profumo. Diciamo che un carretto con alcuni oggetti... sopra e un cavallo potrebbe essere un prezzo più che adeguato per tre nomi e due lettere. Oggetti specifici. Pazienza. Voi scarsa. Sapete i miei nomi. Sta buono, ce l'abbiamo quasi fatta. Noi siamo in grado di risalire ai vostri nomi. Parole. Beh, quindi deduco che voi siete fra tanti di quelli che sono venuti a tentare di riprendersi le proprie cose. No, noi siamo qui a vendere qualche cosa che per voi è un bene di... prima necessità è che... Noi non abbiamo mai visto quelle cose, stiamo necessità. Venendo a comprarle. Siamo venuti qui con le cose che abbiamo addosso. Quali sono i nomi delle due ragazze? Non vendere dei nomi che non sono stati ancora comprati, potrebbero usarli per loro. Beh, se le due ragazze avevano dei nomi, ma lui vuol dire che li avevano. Dove sono girate le teste? Verso la conversazione. Beh, verso la conversazione, sì. Io piano mi metto in maniera cercando di non essere aggressiva, ma pronta alle sue spalle. Va bene, ok, ci sei. Non è abbastanza intelligente da sostenere questa conversazione. No, e più che altro è per far vedere a loro che la pazienza sta scarseggiando. Soltanto lui non è a sedere, bene. Cioè dietro di lui in realtà c'è subito un tavolaccio. Mi metto lì di fianco pronto a potergli passare un mozzico. Ovviamente le due ragazze, suppongo si chiamassero Botte e Di. Probabile che no. Non vedi? Che strano. Sono nome. Molto magro. Che strano nome. Ma nella botte piena sta il vino buono, no? Ma botte piena. Mi ringhio contro. Ma noi stiamo cercando di trovare i nomi. In realtà io sono particolarmente Se il vino è buono, la botte si svuota. Appunto, è piena, è buona perché potrai berla. Oh. Comunque, se vuota è cattiva perché l'hai già bevuta. Mio caro amico nano, stiamo cercando di trovare i nomi di questi signori. Non vogliamo confonderli con altri nomi che non sono i loro. Ma i loro nomi li so. Oh, davvero? E quali sono? C'ho la mano tipo... Tanto per mettertela sulla spalla per è alto quanto te, Ovviamente... Gli mi aggrappa la cinta del troll. Ti arriva anche da una discreta altezza sta manata devastante. Devo conferire con il mio... Sicuramente non è uomo delicato.
devo conferire con il mio collega in privato. Scusate un secondo. Ancora parole. Prima la battaglia di parole, poi la battaglia di spada. Io cerco di dirtelo con tutta la cattiveria, mi viene fuori. Io gli faccio un altro comando. Posso fargli io? Serve anche fare un contrapposto. Un intimidire? Sì. Puoi usarlo come contrapposto. Sto rompendo il cazzo. Va bene. Facciamo una prova. Tirare, insomma, che ho fatto di più. Sei. Cosa conviene, intimidire o comando? Non ho capito la differenza di cos'è comando. Allora, comando è per darmi un comando, intimidire è per farmi paura. In questo caso, siccome ci stia, cioè in realtà cioè, no, io ti voglio fare brutto perché nel senso di farti capire non mi devi dare ordini. Però ti hai fatto 6. O ti strappo il collo, vediamo. Tira anche te, dai, poi lo apro. No. Vabbè. 6-1, tiro il drag. Boom, c'è il critico? Sì. Ma non è 2 tu il grido del drago? No, lui è un tu sei il Mjolnir, il primo la nascita. E io gli faccio proprio così come l'ho detto prima la battaglia di parole. Bellissimo. Poi la battaglia di spada. E con questo ti convinco a aspettare un po'. Ma ti convinco anche del fatto che dopo ci sarà la battaglia di spada. Quindi, esatto. Cioè, io me la giocherei così. Io non sono tanto aggressivo. Tu in realtà senti che... Allora, cioè... Il potere del suo drago, che è quello dell'acqua, sì. Di fronte a questa imbruttita... Ma lo capisco. Io tiro fuori, abbastanza io tiro fuori anche un po' di rigidità militare. Cioè, sì, no, esatto, capisco più quella. Però ti si bagna gli occhi. Perché il drago, cioè... È molto ti spinge un po' le lacrime, sì. E poi non sembra quasi un riflesso a un certo punto automatico. Fai, ma come, aspetta. E c'hai... È come se si stesse riempiendo la diga prima che crolli. Però visto che io sono stupido, me lo spiego come aspettare e parlare troppo mi fa venire le lacrime. No, quindi ho mi praticamente... rende triste. Ho tenuto le no, però sei un vinto ad aspettare. Cioè, sì, nel senso che ha fatto un tiro del drago. Però sei triste di dover di sapere che è giusto aspettare. Vabbè. Finite questa cosa, non so quanto riesco a tenerlo. Lui mi stava dicendo i nomi che aveva sentito. Visto quello che è. Due sicuramente sono Rum e Ka. A naso direi che se Rum Ka, Rum Ka Ka tua. Il terzo nome lascialo a me, forse è meglio. Io riguardo lui però stavolta con lo sguardo un po' da cane bastonato, voglio dire veramente tu vuoi con lo sguardo ti faccio capire ti faccio capire con lo sguardo veramente tu vuoi affrontare in questo modo la battaglia di parole? Io mi fido di quello che hai detto, ma veramente? Sei serio? Mi fido. Questo è tutto nel mio sguardo. E io ti faccio un po' spallucci. Comunque, su Runka sono sicuro. Vai. Kawabu. Diciamo che da parte nostra e da parte della nostra magnanimità possiamo conferirvi uno dei nomi che sappiamo essere vostro, ma voi dovete prometterci di consegnarci poi... le cose che vi abbiamo richiesto. E comunque scusa, se mi hanno mandato le lettere, io non le ho aperte, non posso sapere i nomi delle tizie. Già, tra l'altro. Probabilmente adesso. Giusto. Un attimo in un angolo e fai. Posso dirvi dove sono? Ecco là. E quindi? No. Quali sono i nomi? Beh, io inizierò a dirvene uno, una volta che avremo gli oggetti vi dirò gli altri. Sono... Allora... i vostri oggetti. I vostri oggetti sono stati portati. Io su con il controllo psichico, nel momento in cui sta pensando a dove stanno gli oggetti, gli voglio entrare nella testa e vedere quello che sta vedendo. Aspetta, no, il controllo psichico non fa questo. No? Peccato. Non puoi vedere le cose attraverso. No, però memoria. Per vedere cosa sta guardando. Comunque lui in realtà si sta alzando. Vedete, si avvicina alla lavagna, fa, i vostri oggetti, voi dormivate nel bosco? Aha, sì però. Allora, o dormivate o stavate nella torre di Oskotor? No, eravamo nel... Non stavate nell'arena dei gladiatori di Entafor? No. No. Allora dormivate nel bosco. Sì. I vostri oggetti li hanno portati Karl, Olaf e Skvad. E è stato deciso che per un po' li tenessero mentre si decideva dove allocototarli. Metterli. Erano per caso simili al mio nerboruto amico
E sbatto una mano cosa pesante. Cosa vuol dire? Simili. Che vuol dire simili? Erano alti uguali, avevano la barba, erano un po' più vecchi forse. Ma non mi avete chiesto degli oggetti? Sì, ma chi sono Carl? Oh, sono tre dei servitori della padrona. Ok, e sono tre servitori che assomigliano a lui? Sono uccidimi, uccidimi ora. No, sono goblin. Ah. Beh, uno... Sonno come? Uno dei vostri nomi è Rum. Non so... Oh, sì, io sono... Si dà delle botte sulla spalla. Io sono Rum. Me lo ricordo. Ok. Il prossimo nome per il possesso. Il prossimo nome quando avremo gli oggetti. E dovete andare a prenderveli. E dove sono stati portati. O andate al Pozzo delle Memorie Morte, scendete, e poi credo che Carl Olaf e Skvad stiano dormendo adesso. Perfetto, non li disturberemo allora. Che cosa sono Carl Olaf e Skvad? Goblin. Sono tre goblin servi della padrona. Sono tre. Sono tre? O sono tre? Sono tre. Ah, ok. Beh, sono mi sembra. Arrivati stamattina con un carretto. Quando torneremo indietro con le nostre cose, vi consegneremo gli altri due nomi. Chiedi sonno come? Ma se la padrona vi trova, potreste non tornare indietro. Li lasceremo scritti su un biglietto che vi verrà consegnato. E sai perché abbiamo sonno? Non perché siamo stanchi. Qualcuno ci ha dato del veleno, probabilmente. Beh, per derubarvi, immagino. Chiaro. Beh, sì, è ovvio, no? È furbo, eh? Chiaro. I goblin, mica mio, attaccano, vi aspettano che dormite. No? È anche intelligente. Sì. Non uccidono. Beh, se non è strettamente necessario, no? Anche perché finirebbero uccisi. Ma la roba che c'è qua dentro, a chi appartiene? Oh, a un sacco di gente. E se noi ne prendessimo? Dovrei tentare di uccidervi. E se io in cambio ti dessi una delle lettere? In cambio di cosa? In cambio di uno di questi oggetti. Quale oggetto? Ho visto qualcosa di interessante. Ok. Io beh, più o meno lo hai visto, te l'ho detto. C'è un paio di occhiali. Da quello di Daria. Sì! Però è proprio tipo in una scatolina, ce n'è uno. È in una scatolina che si apre e sono infilati in del velluto rosso. Proprio. Voglio quello, in cambio di questa lettera. Ma in cambio di due lettere non se ne parla nemmeno. Ma ci sono altri due nomi. Dovete darmi anche qualcos'altro. Una pacca sulle spalle? Tu non ci arrivi a darmi una pacca sulle spalle. Infatti. Ho ancora il vino? Sì. Ormai è diventata la sua voce normale. Posso darti questo vino? È buono. Viene dal mare. Io bevo solo birra arancida. Puoi farlo irrancidire e farci della birra. Ma non viene dal mare. C'è ancora la sabbia in fondo, guarda. Vino acqua, però. Puoi prenderne metà. Metà? Sì, per questo vino. Va bene. Va bene, prenderò solo l'interno, non la scatola. A fare fatto. Beh, immagino. Prendilo. Detto cane bastardo. Che maledetto. Io chiedo al troll. Ti vedevo già a spezzare gli occhiali in mezzo. Volevi, no. Parole finite? Parole finite. Comunque si va di là. Sangue nella prossima stanza. Per il pozzo delle memorie morte. Grazie. Al nostro ritorno. Vi aspetto, Se non tornate, morirete tutti. Se non torneremo, saremo già morti. Avremo trovato un'altra uscita, andiamo. Lasciagli credere che saremo già morti. C'è sempre l'uscita. Va bene, riprendi il tunnel. Troppe parole. Io ho fatto il possibile per tenerlo buono. Hai fatto un ottimo lavoro, devo dire che siamo stati un'ottima squadra. Persino tu. Mi metto gli occhiali e scopro che mi mancano un paio di diottrie. No, oppure non ci vedi un cazzo perché ci vedi benissimo di base.
No, in realtà a te ti mancano perché una vita passata sulle barche a fa' così a vedere le cose all'orizzonte. Il sole. A vedere le cose all'orizzonte. Fai cazzo. La vita in HD. Vacca boy. 1040. Sono i croma quelli che ti fanno vedere se sei daltonico. Quindi quello è il viola. Sono i Google Glass. Ecco dove è finito. No, va bene. E il tunnel scende ancora. Per un po'. In realtà vedete, ci sono all'imboccatura, ci sono dei... Cioè, prendete il tunnel che avevi preso, che avevi visto te, dove c'è anche la traccia di odore della tua imbracatura. Sì, ogni tanto lo guardo male. Mi piace, giusto, sono d'accordo. Ogni tanto mi piglia un po' male, perché mi guarda male. In realtà vedete, ci sono dei carrelli, dove probabilmente, cioè, con delle ruote, la spinge, dove probabilmente lui carica la roba e la porta chissà dove. Se c'è un'asta di legno, ci salgo sopra e chiedo al troll: spingimi! E cosa mi dai in cambio? L'altro nome. Non mi serve un altro nome, io ce l'ho già un nome. Anzi, ne ho due. Sono l'unico di voi che ha due nomi. Tanta gratitudine. Raccontami una storia. È molto più... C'era una volta un re. Ah, una di quelle storie. Sì, quella del re che ha fatto il discorso poco prima di partire per la sua... C'erano le tre figlie del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci, cicocol. La so già, grazie. Peccato. Quanto vedete, come ve ne siete andati, lui si è rimasto. Allora, io mi chiamo Rum. Vabbè, questo lo sappiamo. Intanto possiamo chiamarci tutti e tre Rum. Non mi voglio chiamare come te. Vabbè, comunque lui ha iniziato a rimettere a posto della roba nei sacchi, nelle scatole. Voi prendete questo tunnel, scendete, fino a che non vi conduce a un'altra stanza, a un'altra grossa stanza, con il tetto a cupola, e c'è un grosso buco nel pavimento. E a questo buco, a mo' di ascensore, praticamente, legata a un argano che sta fissato a un arco di metallo e c'è sopra, come se fosse un pozzo proprio, c'è una botte segata, ma una grossa botte di quelle proprio da cantina mastodontiche, da whisky segata, esatto, e che ovviamente si incastra nel coso, nel buco, nel terreno, e sembra poter scendere giù sopra quest'arco di ferro a cui si aggancia lei, a cui si aggancia la botte. C'è un'insegna che recita appunto: Pozzo delle Memorie Morte. Beh, probabilmente l'ultimo nome sta qua dentro. A naso, anzi direi a memoria. Ma l'importante è che Sligo sia ancora qua. Chi? Il mio cavallo, Sligo. Ha un nome? Sì, è proprio grosso, c'entra anche il tuo cavallo come traso. Davvero? Ce l'hai fidato. Tutte le cose hanno un nome. Sono solo quegli stolti all'ingresso che si sono dimenticati il proprio. No, beh, si chiamavano già stolti anche senza sapere i loro nomi, quindi un nome ce l'avevano. No, quella è una definizione, non è un nome. Vabbè, anche il cavallo ha un nome, che è cavallo, ma è una definizione. Non è il nome di uno specifico cavallo. Ogni cosa ha un suo specifico nome. Il fatto è che i dracari in genere non sanno il nome delle cose. Quindi non hanno potere su di loro. Se tu sapessi il nome delle cose, avresti potere su di loro. Guarda cosa abbiamo fatto con quei tre all'ingresso. Cioè, mi stai dicendo che se io cago un giorno e so il nome di quella cagata specifica, avrei potere sulla mia cagata? Probabilmente sì. Perché te la ricorderesti per sé. Le storie dicono che ogni cosa che si guadagna un nome ha un suo potere. Vedo in un'altra luce le storie sulle grandi stronzate. E sapere il nome delle cose ha un grande potere. Come ripeto, guarda cosa abbiamo fatto all'ingresso. Dove è stato l'ingresso? Scendiamo per tanto, va avanti. Faccio un tiro di mercanteggiare per capire quanto potrebbero valere i miei nuovi occhiali. Così, rapido, veloce. Vai, è difficile. Hai mai visto gli occhiali? No, è difficile. Ok, ho tutti i risultati allora. Sei, attenzione. Va, stavo per rifare uno, vabbè. C'è scritto su Rai. Ban. Cioè, no, il tu sai quanto occhiali già valgono, perché sono una cosa che ci sono. Però diciamo che ti accorgi che la bordatura è d'oro.
Cioè, non è tutta d'oro, c'ha degli intarsi. Per cui secondo te, ma un affare di genere ti potrebbe sistemare per un po'. Allora io li ricopro con qualcosa perché non si rompano nello scontro a venti. Ti trovi un pannaccio di merda. Comunque questo ascensore, e ce l'avvolgi dentro, questo ascensore sta di fronte a voi, si può aprire comunemente come un cancellino e volando ci si può entriamo perché no sì, perché è molto ampio, vi tiene tutti. Io aspetto che salga lui e continuo a guardarlo male mentre entra. Ma che me lo, non ho capito, se prendermi un po' male. Sei ancora umano. No, scherzo. Elfo. Vabbè, perdono. Beh, non ce la puoi fare. Fanno schifo gli elfi. Non sono un elfo, sono un Uraluk. Giusto. C'ha perfettamente. C'hai un'orecchia a punta. No. Entrate, questa cosa oscilla un po'. Tra l'altro il buco è comunque, cioè il foro nel pavimento è comunque più largo della botte stessa. Per cui c'è un discreto margine. E tirando una leva e lì accanto iniziate a scendere un rumore fatto poco rassicurante. Vai, stock, tac, troc. Fratello, questa è guardando il troll è una. Scusa, quant'è che pesi? Qui c'è un cartellino che indica la, il totale dei chili che sono supportati. Non vorrei. Sono c'era... sicuro che non sarò io a pesare. Io per un troll peso molto io poco. Io lo indico la cosa e faccio. Indicativo. Sì. Ci manca solo la musichetta dell'ascensore. Che bello sentire questa cosa in live. Dal vivo. Ma cioè, sto morendo. Non è ancora. Peccato che non ci siano i telefoni. Esatto. Clunk, clunk, clunk. Andate giù con una lentezza esasperante. No, scusami, aspetta. Fammi in maniera tale che la musichetta però c'era. Ma era un goblin che era lì accanto e quando parte la leva si sveglia. Vabbè, un ragazzo era lì, era, no, era appoggiato da una parte, era quello che intanto dovrebbe azionare la leva, ma si era addormentato. Anzi, continuando a dormire, non l'avete ucciso per pietà. Musicale. Era passare il tempo. Vabbè, scendete. La cosa che vi colpisce è che questa in realtà le pareti di questo pozzo non sono di semplice pietra, ma la pietra è stata rivestita con assacci di legno appiccicati lì in qualche maniera e a questi assi sono stati inchiodati o comunque fermati oggetti simili a quelli che avete visto sopra, ma ormai più trasandati, ormai più mangiati dal tempo. Di nuovo ci sono bambole, lettere, libri, fiori secchi dentro dei libri, piatti, sciarpe, cappelli, ogni tanto anche qualcosa di valore, ma veramente boh, una posata d'argento, eh? E queste cose sono la posata d'argento, faccio sono condannate a stare qui nell'oscurità, è l'unico momento in cui diventano visibili. La faccia di una bambola di pezza, di una bambola grande, per esempio. È nel momento in cui la lampada a olio fissata sull'ascensore vi sta portando giù, le illumina per un attimo fugace. Io ogni tanto acchiappo qualcosa al volo dall'ascensore. Sai le cose che non necessariamente sembrano di valore. No, ma che potrebbero essere di valore, cioè che se lo vai a rivendere a un mercato ci guadagni. Cioè veramente c'è un fermacapelli d'argento. Ma no, infatti non mi interessano le cose di valore, mi interessano le cose che potrebbero essere utili. Utili. E utili è un senso molto vario, quindi qualunque cosa. Acchiappi una bambola, acchiappi una sciarpa. E sì, trattare con una bambina. Ho sacco del troll, lo voglio rimpinzare. Come? Ho sacco del troll, lo voglio rimpinzare. Io ne sono appoggiato alla cosa che scende, continuando a guardare lui e continuando a cercare di domandarmi come può una cosa così piccola avere così presenza di spirito, perché questa cosa mi turba un po'. Ma tu l'hai sentito dire che il mare fortissimo asciuga gli animi. Sì, ma è piccolo, potrei farlo a pezzi con un braccio. Ma tu hai... E difatti sono confuso appoggiato lì con lo squadro. Però accade il mare. E sono indeciso se provare a spezzarlo per vedere se in realtà è veramente forte come mi sembra. Va bene. Comunque, mi piace molto.
Comunque la discesa va giù per alcuni minuti e tutte queste cose appunto si illuminano per un momento veramente effimero e poi tornano nell'oscurità più totale, quando vi accorgete con un sussulto anche che l'ascensore ha iniziato a scendere nel vuoto. Non ci sono più pareti di roccia attorno a voi, ma l'immensità di una nuova grossa caverna. Siete scesi ancora di più nel cuore della montagna. Questo posto fantastico. Mi ricorda casa. Dunque, la botte tocca terra. Scigolando ancora. Le 50 torce. Ora servivano. C'è una grossa, anche qui un grosso stanzone, spoglio. L'unica cosa che si nota è, ma non capite bene da cosa si è dato, un leggero lucore, baluginio, biancastro. Che proviene dalle pareti. Ok. Quindi si vede qualcosa oppure no? Ma appena appena, ti sembra ci siano due macchie più scure, una a destra e una più a sinistra. Forse potrebbero essere due nuove strade. Per il resto ti sembra abbastanza vuota, anche per come è proprio rimbombato il momento in cui la botte si appoggiava a terra. Oi, Goblin! Ok, stavo per chiedere la strategia. Se stanno dormendo, magari possiamo non arrivare da loro svegliandoli. Ma stavo parlando con i Goblin ascensore. Ma è in cima. Non è in cima. Ma non era lì con noi? No, l'avete lasciato su. Ah, ok. Niente. Ma anche se fosse, perché svegliarlo? Cautela o forza bruta? Direi cautela, finora ha funzionato perfettamente. Nel caso sia necessaria la forza bruta, diremo attacca Arugal e lui andrà all'attacco. Approvo, andiamo. Scendete. E bambini? Avete una luce? Le torce non ve l'hanno rubate. Mettiamola così. Bene, perché non le avevo. Una torcia! Bene, sembrava che le dai a qualcuno, se no ve le davo. Ma comunque però ho 10 candele. No, c'è la lanterna 50 torce. Esatto, lui ha 50 torce. Sono talmente tante che ti rimangono da giochi in ruolo. Anche da sistema a sistema. Finché non arriveremo all'ultima torcia e sarà la fine. Ah, del no. Bello, inizierà così. Cioè, no. Sono i re del mondo quando inizia. Le 50 te le porti dietro, tutte accese. No, va bene, in realtà c'è una lanterna fissata all'ascensore che potete usare. Vabbè, usiamo quella e la mia torcia. Oppure per accenderla. Tieni a tutto il rollone che sei in alto, la luce che come si sa, in alto sta, meglio si vede. Bello, se vai la luce che va verso l'alto. Sì. Certo, Nan. Era bella la scena, tu che così e io invece vado avanti da sotto. Beh, io comunque prendo la lanterna. Bene, facendo un rapido giro vi accorgete appunto in questa stanza ci sono due uscite, una a destra e una a sinistra, ma vi accorgete di una cosa che in realtà vi colpisce ancora di più, e cioè che quel biancore, quell'umore che vedevate riflesso dalle pareti è dato dalle centinaia di teschi che sono incastrati nel muro, uno sopra l'altro. Io quando le noto faccio... Dimensioni? Le più svariate. Proteggici. Chi? Mio. Dai nani, ai troll, agli Uraluk, agli Ahur, agli elfi. Pensa un po' a quello, pare mia nonna. Io faccio... e torno in forma di lupo. Cioè io mi sono fatto dare gli occhiali e neanche una cazzo di spada. Te ne rendi conto mentre io vedo gli artigli, sì. Con l'artiglio mi pulisco un attimo il dente che lungo. Mi fanno proprio un attimo di terrore perché hanno le orbite e le bocche vuote. Sembrano volutamente, diciamo che nella bocca e nelle orbite se ne sta lasciando un po' di spazio, magari risultano buie e vi sembrano guardare e quasi dire per nostra fortuna i teschi non parlano davvero, quindi possiamo scegliere una strada. A io meno che voi non abbiate paura. Io mi sto cagando sotto in una maniera terribile. La traccia che andava verso di qua del mio odore. Scende giù. L'hai detto ti stai cagando. La devi ricercare. Annuso, la devi ricercare. Lo cerco. Però un pochino sono il lupo. Difficile. Sì, ok. Fa
fai che tu ci abbia difficile 2. Quindi 0. Esatto. Cioè, quindi c'è tutto il risultato. Sì. Se almeno che non voglia usare 4. Come sempre, sempre 4. Lui gira intorno che un po' questa stanza. Circa. Io potrei usare sesto senso per capire da che parte. Secondo te è più probabile che ci sia i goblin e quindi un'imboscata. E da quale delle due parti è più sicura? Sì. Rispetto, se è una gomma pane o no? Era una gomma che quando dopo tipo 2 ore giri intorno e ti sei finito le zampe. Ma così sono il pezzo destra. Un leggero odore che non è esattamente tuo, c'è un leggero odore di cuoio, di cos'era? Sì, era, no, la mia era un'armatura pesante. Ok, però l'imbragatura ce la sta, sì, sì, quella di cuoio. Boh, senti un vago odore di cuoio. Poi potrebbe essere anche altra roba. Beh, io punto di là perché tanto mi fido del mio. Voi fatemi un test di sesto senso difficile. Lo faccio anch'io. E lo faccio prendendo una. Più facile dell'olfatto. Il sesto senso. Sono due cose diverse. Cazzo, siamo cavalieri dello zodiaco. Ma il sesto senso, tu hai informazioni più precise. Noi abbiamo un vago sentore di pericolo. Volevo fare il polemico, te lo dico. Strano. Cioè, la giustifica. E non l'ho ancora fatto oggi. Vabbè, se andrà peggio. Comunque, io lo faccio lanciando una mia vecchia moneta bucata di un. Guarda, un posto lontano. Te l'hanno rubata! Quelle cinesi. Vai. L'hanno rubata? No. È particolare. Oddio, se era, se era particolare, ci devi te l'hanno rubata. E allora. Aspetta, guarda, vediamo se. Te l'hanno rubata. Allora, lasci. No, bellissimo, perché te fai così? Sì. Adesso mio portafortuna. Farò quella cosa che ho fatto 1000 volte. Bene. Cioè, tiro la moneta. No. E allora non faccio il tiro per questa cosa, perché mio ring lo puoi fare comunque. Beh, ma tu sai come si fa in genere tra le popolazioni di Tesserian a capire da che parte sia il pericolo? No. Me l'ha raccontato una volta un vecchio veterano Tesserian. Si accende una candela e si guarda da che parte tende il vento. La parte opposta è quella pericolosa. E accendo una delle mie candele. Bellissimo. Io sono affascinato. Cioè, ti guardo. Allora diventa difficile anche 0 per questa bella cosa. Mi piace il sesto senso? 1. Vai, non puoi fare 1. 3. Sta ferma. È sicuro da entrambe le parti. Bene, mi rincuora. Andiamo. Con mezzo fallimento ti bruci il fare. Delle dita di trollo. Oppure no, meglio, spiacci. Bene, c'hai una mano. Sì, no, c'ha una mano così. No, vabbè. Sono candele fatte per i troll. Sono così. Ceri da chiesa. Ceri. Esatto. Potrei picchiare uno se me la presta. Esatto, se te la presta ti potresti. I ceri da chiesa. Quindi, che durano per un mese quando per le altre creature è un'arma, ma per il troll è una candela. È una candela. Quindi? Beh, se è sicuro da entrambe le parti e lui pensa che sia a destra, andiamo a destra. Va bene. In realtà, l'odore è sentito per primo andando verso destra. Direi prima lupo di noi. Sì. Vabbè, chiaro. Facciamo me prima, lupo, io, tu, troll. No, mi sa. Non è sentito per primo. Troll. Quello di Giusto. Carne e cuore. Il cavallo. Ehi. No, mi ha dato un'idea un Sligo. Po'. Mi ha dato un'idea un po' attiva. Beh, io faccio un cenno a loro che c'è qualcosa perché immagino di sentirlo un pelo prima. Visto che l'ho fatto di un lupo arriva a 3 km. Quanto ne era di più? Molto di più di 3 km. Era più di 3 km. Grazie, perché non lo sapevo. Sono tipo. Quello degli orsi. No, era che mi ricordo che arrivava. Mi ricordo che una volta avevamo fatto il calcolo guardando su Wikipedia. E l'olfatto di un lupo, se non ci fosse la città, potrebbe vedere sentire da una parte all'altra di Milano. Sì. Quindi immagino che lo senta prima io. Sì, vabbè, l'orso, vabbè. Però, è peggio. Arriva a 16 km. E l'orso è peggio in ogni caso. Sì. Tu, l'orso è peggio. Senti appunto questo odore di un po' di fumo, probabilmente perché c'è un fuoco. Del cibo, della carne che sta bruciando. Vado silenzioso in quella direzione seguendolo, cioè vedi, probabilmente c'è una stanza. Io raccatto un altro sasso. Sì, c'è in realtà una stanza, che non è nemmeno una stanza, è semplicemente il tunnel che si allarga. C'è un focolare da in mezzo con un paiolo appeso sopra e sta Il tunnel poi prosegue oltre, mentre a destra ce n'è un altro, c'è un'altra porta, e da lì sembrano svenire delle voci. Sai cosa
E a proposito, giusto per smontare tutti i giochi di ruolo in cui si permettono in mutaforma, perché ovviamente non avendo statistiche diverse, il lupo in un ambiente boschivo ha un udito fino a 10 km. Quindi mi sa che sentivo tipo la padrona parlare. Va bene, senti che... Aspetta, no, beh, non voglio... Qui sta venendo dichiarata 20 km in campo aperto. Cioè possono sentire uno che dice qualcosa. 20 km. Che cosa è naturale? E invece no. Invece è naturalissimo, però quanto siamo delle pippe noi. È questo che dovrebbe farti pensare. Ma noi abbiamo inventato la bomba fuori. E noi abbiamo inventato dei giochi di ruolo in cui ci possiamo trasformare in lupi. Loro non hanno inventato giochi in cui possono diventare umani. Poi bello, se loro fanno dei giochi di ruolo in cui inventano umani, l'umano per loro ci, vede, ci sente a 20 km. 50. Lo faranno. Cioè, è normale. Questo discorso sarebbe fatto: faccio una prova di legare una stringa su un bastone. Perché ho letto su Wikipedia che gli umani possono usare i pollici. Che spacca tutti i giochi di ruolo. In realtà senti un puttanaio nel tuo cervello perché ti arrivano stimoli da dovunque. Esplode. E quindi muori. Sì, che con questa cosa. Ed è per questo i lupi non vanno sottoterra nelle gallerie dove c'è l'eco. Comunque questo è quello che senti prima te e poi. Cioè, mi basta questa soddisfazione. Roba che cuoce. Anzi, senti anche un altro rumore, guarda. Un altro... Io mi giro e mimo come il lupo, tipo, mi metto un attimo così e faccio finta di dormire. Ok. Come se ci fossero monticelli. Non mi pare il caso di mettersi a dormire. La faccio a rocalla. E punto con la zampa. Cerco di capire cosa sta cercando di dirmi. Così, senza un po' nessuna abilità, con sesto senso. Immaginati così, te lo faccio da Robè. Cioè, così è tipo, guardo il laccio. No, vabbè, allora penso di riuscire a capire. Va bene. Beh, se vai avanti, attraversi la cucina. Quella è una cucina, in realtà, perché ci sono questo focolare e poi dei tavolacci con sopra resti di cibo, coltelli, forchettoni, roba messa a bollire, a cuocere. Ah, giusto. Anch'io recupero un coltello. C'è anche un bello spiedone di quelli... Sono tipo quattro salsicce su ogni. Beh, uno spiedone non è tanto comodo quanto una spada, eh. Facciamo una lancia. Però io avevo la lancia. Io non ho la barra. Però ti stava bene a te lo spiedone. Più che altro perché è una bella mannaia per lui. E di dimensioni più adeguate. Se no prendo io lo spiedone tra i denti, tipo il lupo di Dark Soul. Certo. Sì, c'è anche una bella mannaia. C'è una festa di maiale a Poggiali da una parte, ho parlato mosche che gli girano intorno. E una mannaia ancora bello, io cerco bello gruso, ma ancora una mannaia piantata. Cerco di seguire dove sentivo russare. Quindi mannaia e tu, lo spiedone io. Di a destra, vedi, c'è un'altra porta. E da lì senti invece delle voci. Allora io mi avvicino alla porta e la punto. Assaggio come fa un cane quando vuole uscire. La assaggio per capire il carne. Muori. Cambio questo. C'è l'altra acqua. Oh, maiale. Come si chiama il tuo cavallo? Intanto non mangiano le Sligo. E carne, salsiccia di Sligo. Senti. Io sono di fronte alla porta e punto come fa un cane. Madre diceva che il cavallo è la carne più buona. È veloce a cuocere. Il cavallo è veloce. Vado da lui, Ezar, e lo tiro. Il cavallo è veloce, la carne è veloce. Tiro verso la porta. Ezar, suppongo che qui le parole non basteranno. Ma possiamo provare. Sì, ma questo è il cavallo della padrona adesso. Non possiamo mangiare le cose della padrona. Non è che prendi uno dei cappelli che lei ha messo nell'archivio e lo mangi, no? Io mi preparo a balzare nel momento in cui uno di loro apre la porta. Oh, non è che prendi, che ne so, i libri. Apro che... la porta. Lasciate in pace il mio cavallo. Ehi, tu goblin, togli le zampe di dosso. Tu cavallo si gira e ti guarda. Io mi metto davanti e faccio... e provo a intimidire. Ah, dell'altra gente che è venuta a riprendersi la sua roba. Cosa siete venuti a riprendere? Io gli grindio, provo a intimidirlo. Il mio cavallo. Ok, ce n'è uno con la resta che sono te. Sì, no, mi hai fatto questi capelli perché è un po' il capo. E gli ringhio contro, cercando di intimidirlo. Posso aiutarlo a intimidirlo? E anch'io mi metto bello cattivo. Va bene. Cerco di... Ok, facciamo, scusate, un attimo un giro di intenti. Voi due fate questa cosa? No, io posso cambiare. Eccolo che comincia. Cosa al volo? Vai. Perché io voglio saltargli addosso e come mossa classica da lupo di tutti i giochi,
piantarlo a terra con le zampe sulle spalle. Balzo serve a ah, ok. Uso e iniziano gli schiaffi. E te? No, non voglio morderlo, però fargli danni. Balzo. Voglio solo buttarlo per terra e fargli brutto. Ok, tu? Io... Ma no, dai, in realtà aspetto. Perché io non so che lui lo vorrà intimidire. Non so cosa vuole fare il troll, quindi aspetto un secondo con un sasso in mano pronto a tirare. Non hai preso quindi una mannaia, un coltello? No, ho preso lo spiedone. Ah, beh. Però, hai dal lancio... Hai fatto le salsicce? Sì. Vabbè, me ne sono messi. Sarebbe bello combattere anche con le salsicce. Lo spiedone con sulle salsicce. Lancio le salsicce. Quello che voglio fare io è convincerli ad allontanarsi e lasciare qua la nostra roba. Perché è meglio per loro se se ne vanno, piuttosto che affrontare quattro di noi. Vabbè. Poi visto quindi... che ero pronto, magari se agisco un pelino prima, dà anche un po' più senso a questa sua cosa. Io rimango appoggiato allo stipite dell'ingresso. Così. Bello. Sì. Con un coltello. Così. Vai, fammi il suo salto. Ha preso Io voglio buttarlo giù proprio di forza. Sono ancora il palinaggio colliere. È il primo, e lo si è fatto solo un 4. Sì. Il cavallo è... c'è cioè uno che lo sta tenendo, uno di dietro lo sta tenendo, mentre tre si mettono, diciamo, in linea dietro, e questo qui è un pochino più avanti, anche lui un pochino più grosso, diciamo. È un goblinaccio. Io salto e provo a sbattere la terra. Vai, è difficile... Uno, vai. C'ho tre di forza? No, cosa balzo? Stai balzando, ma sei informato di quello? Di forza, sì. Ma gli salti addosso. Lo balzo è due. Io volevo usare la forza per trattenerla a terra. Però quello balzo però sarà per far danni anche. Per dargli un mozzico sul collo. Balzo forse più per arrivarci e buttarlo in terra. La forza sarebbe più per tenercelo, giusto? Sì. Ok. Va bene, balzo, quindi... quindi era difficile uno, vai. Metticelo un punto reazione. Non puoi fare uno. Sì, non puoi fare... Io ce lo metterei. Non puoi fare due. Comunque dicono ora il troll fa come John Wick. Possibile. Adesso tira fuori e ammazza tutti. Due in realtà è un 3. Succede perché 1 e 2 non li potevi fare, diventa un 3. Succede che gli arrivi addosso. Perché solo 1 e 2 non potevo fare? Era difficile. Uno difficile. Era uno arrivo difficile. A meno 1 te c'hai punto. Due, te c'hai 2. C'ho 2 in balzo. Non puoi fare 1. Sì, ma ho preso anche il punto. Appunto, ti levi anche 2. Ah, ok, non vuol dire che è fatto successo. No. Ti rimane aperto il 3, che fai? Gli arrivi addosso ma non lo butti giù. Rimane, cioè lo metti in ginocchio, ma lui riesce in qualche maniera a far forza sulle gambe e a rimanere lì. Quindi diciamo gli stai ringhiando addosso e cos'è che fa tenere a bada lorda? Tenere a bada lorda puoi in un combattimento in inferiorità numerica, ma ti serve un'arma in asta, una lancia, una alabarda, una... Come impalare. Allora, okay. Sono due cose diverse. No, come impalare, immagino. Sì, esatto. Ok, inutile. Ti permette di creare una situazione di stallo, okay, in cui della gente non te le dà. Quella classica che ti giri con la parda. In impalare invece è molto buono. Perché considerando che l'ho buttata, è stato molto utile. Impalare tu invece puoi, sempre un'arma in asta, come uno ti entra in combattimento, siccome sei molto bravo a usarla, gli fai automaticamente delle ferite. Ok. Cioè, lo ferisci... nel primo turno di combattimento gli fai tipo quanto hai. Ok, te stai aspettando sostanzialmente. Sì, hai visto lui che è partito, ha preso sto goblin, gli ha proprio atterrato qui, il goblin è andato un po' giù, è tipo così. Faccio fermi se tenete la vostra vita e gli rinchiudo in faccia e li intimidisci. Intimidisci il capo, diciamo che sedia. Intimidisco volentieri. Vabbè. Nel senso, no, per dare una direzione a questo. Ok, sì, sì. Che me va bazze. Quanto c'hai? Nulla. No. Come non c'hai? Equilibrio su spirito? Sì, eccolo lì. No, senso senso insultare. Ah, no, c'è insultare. Siete dei cani bastardi che avete rubato la nostra roba! E quindi l'insulto. No, di merda. Aspetta, te cosa fai? Che la tabella avrebbe fatto tutto in temporanea. Poi te cosa... Io pianto con tutta la violenza che posso la mannaia in un tavolo, scrocchiandomi le mani, dicendo ai goblin: se volete uscire vivi da questa stanza, è il momento giusto per farlo, perché non vi daremo una seconda occasione. Non ho intenzione di spargere sangue, ma non mi opporrò se sarà il caso. Gli sputo bava in faccia. Posso vedere il segno che ho fatto? Va bene, vai. Te cosa usi? Per fare sta cosa intimidire ce l'hai, no? Eloquenza. No, intimidire non ce l'ho, ma ho eloquenza. Dato che non ho ancora... Quindi usi un'eloquenza un po'... Un po' violenta, ma... Va bene, te il tuo bellissimo 6. Vedi, in effetti, cosa succede? Succede che... Il tuo...
il tizio, cioè i tre dietro iniziano a indietreggiare e uno lascia andare il cavallo. Il tizio sotto di te va in terra. Lo schizzo, vai. Di fronte a tutta questa situazione puoi tirare e avere una discreto bonus, anche perché hai fatto pure una bella dei bei gesti, ci avrai meno uno di difficoltà. Uso anche il dado di Las Vegas. E quanto hai a eroica? Uno. Vabbè, non puoi fare né uno né due. Spendo anche... Non puoi fare nemmeno tre, minimo fai quattro. Quindi c'è una da 18. Bo bo bo. Fai tre, fai quattro. Hai fatto bene. Giusto. E che cosa? Uno di quelli dietro, anzi no, quello che è sotto di lui. Che cosa non è? Che cosa volete? Nella vostra roba? Gli indico la porta con il pollice e gli dico... Ma così andiamo a chiamare gli altri? No, dall'altra parte. Fuori, su, fuori. Ma se andiamo fuori la padrona si arrabbierà tantissimo. Preferite morire adesso? Facciamo così. Io gli faccio così davanti alla faccia. Con i denti. Aspetta, aspetta. Facciamo così. Noi rimaniamo qui. In questa stanza. Chiusi. C'è una chiave. Si potete chiudere dentro. Non andiamo da nessuna parte. Dov'è la nostra roba? Non so chi siete. Dov'è la roba? Ci sono delle casse ai piedi di ogni letto. Forse è lì, o se no sta nell'archivio. Beh, è più probabile che l'abbiano portata nell'archivio. Io stacco la mannaia, me la infilo nella cintura. Se non l'hanno lasciata, chi l'ha portata? Allora sta nelle casse. Sai troppe poche cose per vivere. Dov'è la nostra roba? Quando ve l'hanno presa? Ieri notte. Così avvicino la faccia. Ieri notte. Chi era fuori ieri notte, ragazzi? Beh, c'erano... Carl. Carl. Che squadra è Olga, Olaf, quello nuovo. Stagista. Non mai come si chiama. Olaf, sì. E allora loro stanno dormendo. E dov'è la nostra roba? Il dormitorio è di là. E gliel'hanno lasciata a loro. Va di là e portaci la nostra roba. Inventati una scusa se non vuoi morire adesso sbranato come una bestia. Io mentre ci penso scuoto la testa davanti a lui, tenendolo giù. E il mio amico parte dal basso, non dalla testa. Va bene. Io parto dalla testa invece. Spam e ripianto la mannaia nel tavolo. Va bene. Ok. Ogni tanto qualcuno ce la fa, voglio dire, a riprendere le sue cose. Vado. Posso alzarmi? Un'altra domanda. Chi cazzo è questa fottuta padrona? Pulisci i bordelli dei porti peggiori. Visto che ho insultare. Mi prendi questi pix. Grazie. Pulisci i bordelli? No, lei è la padrona. Quella che prende tutta questa roba. Per quale motivo? Perché le piace. Che cos'è? È il suo archivio. No, che cos'è lei? Che razza è? Quanto è alta, ragazzi? Se continui a mugugnare ti infilzo come un branzino. 7-8 metri. Io vado di memoria. Nel momento in cui gli chiede che razza è, cerca di guardare nella sua mente l'immagine. Beh, va bene, è difficile. È abbastanza semplice. Meno un... Scusami, aspetta. No, non era quello il dato che dovevi tirare. No, più che altro, no, va anche bene. Però voglio sapere quanto ha prima. A memoria ha 1. Meno 1, non poteva fare né 1 né 2. Va bene. Ne avrei fatto 3. Avessi fatto 3, a meno che tu non faccia 1, 6. Tira. Ti prego. Per cosa stai tirando 2 dadi a fare? Perché così è più probabile che faccia 6. Guarda, lascialo perché fai 3. Bello, vedi solo l'ombra. Non vedi lei. Però vedi un'ombra gigantesca, molto più lunga di 7-8 metri, che si muove poi tutta veloce. Sembrava l'ombra di qualcuno che sta saltando. O comunque orrendo. La padrona è una maestra di parkour. Hai speso 6. Non c'è da dire questa cosa, per piacere. Su 9 te ne è rimasti? No, l'ho speso. Ah, no. Ok, scusami, no. Ce n'ha 33. Vediamo questi suoni. 33 punti di azione. E poi però ti risvegli tra l'altro con un grosso mal di testa da questa cosa. Qualcuno c'ha un'aspirina? Posso andare? Vi porto la vostra roba. Bravo, se ti azzardi a creare problemi, ti verremo a cercare.
bene, va bene. Qual è il tuo nome? Chiossi. Bene, da oggi il tuo nome è Balderash, che in troll vuol dire cazzo. Vai. Come hanno fatto a sapere che Chiossi in goblin vuol dire cazzo? Io gli do un morso sulla gamba, ma senza prendendo i vestiti, e lo trascino fuori dalla porta. Va bene. Ce lo trascini. No, lo trascino fuori dalla porta e poi gli vado davanti, aspetto, mi guardo intorno, voglio provare a... Il comando non può essere solo parlato, no? Può anche essere a istinto. No. Va bene, però prima io te l'ho fatto. Voglio fargli capire. Vai! Pezzo di merda. Sì, veloce. Io. È vero. Indicami dove. Scusami, aspetta, cosa vuoi fare? Lo vuoi anche accompagnare? Trascinandolo. Perché lui ha detto mi alzo così, quando lui ha detto no, vi porto la vostra roba. Ma noi e io lo sto trascinando fuori. Ma se tu vai di là, mi sa che quelli di là si incazzano neri. E invece se mi ci va lui, guardo. Prende la roba... Magari. Vabbè, ma sta alla merda, l'abbiamo convinto, secondo me. Quegli altri tre si sono messi in un angolino. Cioè, non lo so, fai quello che farebbe il tuo personaggio. Arugal, ti abbiamo promesso del sangue, ma non sarà il suo. Faccio. Sarà il suo. E vado a minacciare gli altri tre. Ora Balderash. Giusto. Cazzo, sì. Sciacquati. Cazzo, sì. Vabbè, va. Dopo un po'. Nessuno lo segue. No, però io gli ho fatto ben capire che sto minacciando gli altri tre. Io mi metto dietro la porta. Non so quanto siano di branco i goblin, ma io sono abituato a essere un lupo. Quindi... Beh, è giusto. Io mi metto dietro la porta, al lato, e metti che arriva dei tizi super incazzati, sono al lato della porta e posso prenderli alle spalle. Io sto appoggiato alle gambe del troll. Oddio, testa, che brutta. No, dopo un po' torno alle vostre. Tutto fremante, anzi trascinando una, portando una grossa cesta di... Quanto contiene una fiasca d'acqua? C'è scritto. Ah, 31 dosi? 3 litri. Ah, 3 litri. Pensavo avere 31 fiasche d'acqua, sembravano le 50 torce. No, 3 litri si può fare peggio, tra l'altro. Si può fare. Va bene. Torno alle porta 31 bottiglie d'acqua. Una grossa. Non saranno contenti. Non ci sveglieranno. 5-6. Olaf, Skvald... Sarai tu a doverti giustificare con loro. Scusate, non... è un momento di unpass sul conteggio come... No, niente, esatto, andiamo avanti. Io cerco di tenere a muro i tre. Ma c'è appena riportato... Ah, quando riportarlo come vicino? C'è la mia armatura? Sì, c'è tutto. Mi ritrasformo. L'avevano onestamente rubata, però, signori. Io mi tengo lo spiedo. E mi riattacco l'armatura. Le sta bene, signore. Tu verrai con noi. Dove? Dove noi dobbiamo andare. Seguirai i nostri ordini, se vuoi vivere. Dove? Vogliamo veramente portarcelo dietro. Può essere utile. Abbiamo finito. Allora. Beh, allora in realtà abbiamo ancora una cosa da chiedere a questa inutile creatura. Perché a me dovevo essere di turno oggi. Dovevo essere fuori, ma ho fatto a cambio con quell'idiota di Fustor. Mettiamola così. I miei amici hanno... Ho promesso ai miei amici del sangue. Finora li ho convinti a lasciarvi in vita. Beh, e a spargere il sangue di qualcun altro. Non credo di poterlo fare ancora a lungo, a meno che voi non ci sappiate dire perché le tracce di tre nani con un carretto venivano esattamente in questa direzione. Nani! Il personaggio intelligente della situazione. Ma quei tre nani? Nani? Sì. Vecchi? Ah, sì, sono qui, ma non erano con un carretto. Beh, e dove sono adesso questi nani? Cioè, loro sono gli avvicino Arugal. Lo spiedo all'occhio. Sono prigionieri. No, neanche. Mi avvicino l'armatura che sono un po' più grosso. Uno sta di là, via. Gli altri? Nelle prigioni. L'altro sta un po' più in là nelle prigioni. Tu hai le chiavi delle prigioni? No. Terzo. Ci sono altri due a guardare le prigioni. Terzo. Il terzo non lo so, l'hanno portato nei quartieri privati della signora, della padrona. Beh, recuperiamo i primi due, troveremo anche il terzo. La chiave, Balderash. Di cosa? Non l'ha lui. Della stanza? No, no, della stanza. Ah. Hai detto che questa stanza ha una chiave? È appesa lì dietro la porta. Perfetto. Prendo la chiave. Vai. Prendo Sligo. Sì, che va... No, carezzo. Oh, Sligo, mi sei mancato. Cavallo. Cavallo goloso. E uscendo dalla stanza faccio cenno agli altri di uscire. Potete lasciarci un po' di stufato.
almeno mangeremo qualcosa. Va bene, te lo sei meritato. Gli lascio una ciotola. Mi lasci delle ciotole di stufato. Sì, vabbè. Una ciotola di stufato. 24. Non esageriamo con la gentilezza. Grazie, signore. Per chiudere la porta inizieranno a litigare. E chiudo a chiave la porta. Quando io sono l'ultimo a uscire, e quando esco, poi mi giro di scatto verso il sito e gli faccio... E poi esco dalla porta. E in questo momento lui fa... No! Sei un idiota! Puoi sempre vedere tutte le cose! Perché sei un imbecille? E quando esco mi faccio sempre quella risata inumano ma da lupo. Hanno ragione a chiamarti cazzo. Sei un idiota, cazzo. Sei una testa. Andiamo. Dovevamo staccargli la testa. Così avevo una testa di cazzo. Vabbè, scusate. Possiamo farlo più tardi. Tutto il rispetto che avevo per lui in questo momento. Si vede che è sceso completamente. Siete di nuovo nelle cucine. Lui è andato a destra per portarvi la roba. E ci ha indicato però da che parte. No, ieri è stato trovare una a sinistra. Anche più. Ma se l'avevi te non avevi niente? No. Perché non sapevo che c'erano queste cose che funzionavano solo con le armi ad asta. Va bene, senti. Beh, io ho recuperato il mio bastone ferrato, lo puoi usare. Tanto ho tenuto la mannaia. Va bene. Ok. Ok. Lui ha indicato a sinistra. Io mi sono accorto che mi è andata via un po' di placcatura d'oro dalla, dalla lancia. Che brutta roba. E vedi che da una parte è stata grattata tipo il vino di prima. C'è un codice sotto. Mia rosa. Sì. Con scritto il terzo nome del tizio. A Rugale è arrivato il tuo momento. Cioè? Ci sono delle guardie, c'è una prigione. E noi dobbiamo liberare dei prigionieri. Ti avevo promesso del sangue? Perché pensate... Che sangue, io voglia. Perché hai cercato di mangiare qualunque cosa si muovesse da negli ultimi quarto d'ora? Nell'ultimo quarto d'ora? Anche mezz'ora, un'ora. Poi siamo gli ultimi 10 giorni, insomma, da quando ci siamo conosciuti. Solo chi ruba le cose di Arga. Beh, i nani ci devono... ci frutteranno delle monete d'oro, quindi al momento chi li tiene prigionieri ha rubato qualche cosa da Arga. I nani. Se non ci danno i nani, sangue. Esatto, è quello che intendevo. Ragionevole nel momento sbagliato. Sto imparando a conoscerti, andiamo. Vedo che io sono abituato con Rodgar. Va bene. Con Rodgar che diceva, prima le parole... Gente a pezzi. Stavo molto buono alla fine. Va bene. Prendete l'altra strada, mentre dovete. Cioè, boh. Lui vi ha indicato a sinistra. Questo vuol dire riandare nella caverna in cui siete arrivati e prendere l'altro fondo. Ed è adesso che lancio la mia moneta. Oh, esatto. Ma no, quella non te l'hanno ridata. Ma ora... non lo so, era un tiro un po' così. Bello, ti casca di taglio e va verso quell'altro. Va fa tipo la scena del Asterix e Obelix. Grazie. Sì. Esatto. Quindi. Andiamo, io corro dietro la moneta per prenderla. Stoppi la moneta, soggenza. Io lego sligo di fianco all'ascensore perché è inutile che ce lo portiamo in prigione. Basta che non lo leghi all'ascensore. Lo chiamano su. Un cavallo impiccato. E poi quando torna giù. Perché non viene questa ascensore? Quando torna giù. Si spiace per terra, brutta cosa. Va a fare tardi all'ascensore, non all'ascensore. Va bene, va bene. Slego, sligo. Mi lasci più un'altra volta. La stanchezza mi sta incontrando. Non lasciarmi. Gli accarezzo la testa. Ho paura. Sarà solo per poco, sligo. Dobbiamo... Anche l'ultima cosa. Ma è parente del cavallo. È un cavallo parlante. No, cioè in una sessione abbiamo giocato c'era il cavallo che parlava romano e era bellissimo. Va bene. Fatto da lui? No, non glielo facevo io, ma poi c'era una situazione di merda. Quindi un cavallo che parlava romano con l'accento toscano. Sì, non è romano, sì, sì, è romano inventato. Va bene. Chi, come sempre, chi va un po' avanti? Solita formazione di battaglia... No, in realtà stavolta io mi tengo sulle retrovie perché tanto visto che di solito loro parlano e picchiano poco, quindi vediamo se al massimo poi balzo avanti. Vabbè, allora vado avanti io. Bene, se vedi di nuovo sto spromando, mi fido di lasciare tutti. Va un po' avanti, poi fa una leggera curva verso destra, te prima di arrivare che fa la curva, va innanzitutto vedi una luce che si riflette un po' sulla parete e poi senti una voce che fa: "Ma no, non lo devi mangiare davvero, idiota!"
Ti ha chiamato, idiota! Stunk! Oh! Dov'è il saltimbanco quando mi serve? Vabbè, fumare. Io volevo fare una roba con l'ombra della mia torcia. Elettronica. Per spaventarli, fargli tipo il drago. Sì. Tipo fare dei rumori, però mi serve il saltimbanco, vabbè, pace. Vabbè. No, però mi garba tantissimo. Io se vuoi. Sì, è che io sono capace a farla come io potrei montare un, non lo so, un circuito di un'astronave, cioè non lo so fare. Ok, però io l'aiuto ringhiando. Però aspetta, cosa vuoi fare con quest'ombra? Vuoi fare tipo, c'è una cosa grossissima che dà. Sì, voglio fargli paura. Faccio tipo. Sì, ti dovrebbe dare una mano lui, è proprio perfetto a fare sta roba. Manto! Posso dargli anch'io una mano. Perché aumento la tua voce e la faccio rimbombare molto più di quanto dovrebbe rimbombare. In realtà dovrebbe farla proprio lui. Stiamo facendo lo spettacolo alle ombre per spaventare i tizi fuori. I tizi nella prigione. Io sto guardando. Ecco. Sempre utile, come il ranger con gli incantesimi. Lui ha giocato con noi un ranger per tipo 20 sessioni. Gli incantesimi li ha lanciati nelle ultime due? Tipo. Nelle ultime tre. No, non è vero. 26 puntate. 26 puntate. Vabbè, io ti faccio, dammi una mano. Tieni, ecco, te la tengo. E io dopo questa, ragazzi. In opportuno al momento giusto, sto imparando a conoscerti. Andiamo, va bene. Però comunque ti do una mano. Vabbè. Quindi? Nella fattispecie, da me cosa cazzo volete? Stiamo cercando di spaventarli con l'ombra. No, vabbè, di spaventarli con l'ombra, quindi ma a tanto pratico comincio a fare nella loro mente, provo se posso con il potere del controllo psichico, a far muovere le ombre, quindi le loro ombre, a farle muovere aiuto indipendentemente dai loro singoli movimenti. Cioè glielo fai credere a loro? Sì. Sì. Non posso far muovere. Vabbè, ma forse anche un saltimbanco riesce a. Cioè, l'idea che c'aveva lui era fosse quella di recitare. Sì. In realtà, vabbè, fare la voce e lui un suono te la può anche amplificare. E. Io faccio con la voce. È vero, tu hai suono. Me la faccio amplificare da lui. Ma contemporaneamente faccio muovere le ombre in maniera tale che uno volendo. Però. Controllo psico, cioè gli dai gli ordini, gli fai fare le cose, ma. Solo ordini quello? No, ma a loro gli fa credere. Gli suggestioni. Sì, gli fa credere che le loro ombre si muovono. Non è che non faccio muovere le ombre, gli faccio credere che le ombre che si muovono, sto immaginando che i vabbè, è una suggestione, è una lieve suggestione. Sì, poi anche illusione, Oh, ma allora usa illusione. Cioè, scusami, la cosa adatta per fare quello è illusione, non è contro lo psichico. E io li propongo, poi accetto indicazioni, Aspetta, io me ne accorgo di tutto ciò. Sei anche in forma di lupo, cose magiche. Non ha visto. Ma è tornato umano per mettersi l'armatura. No, scusa, è vero, me l'ero scordato. Sì, allora. No, che stanno facendo. Beh, peccato perché come questa cosa è un mimola, un fabula. No, anche. Ok, allora. Sì, allora io voglio fare anche mentre fa questo, fagli sentire freddo. Bellissimo. E. Va bene. La voce la faccio io, se permettete. Sì, 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 è perfetto. E la mia è già un po' più. Quindi vabbè, io metto l'idea. Io te suggerisco solo delle parole. No, alla fine. No. Quindi scusa, tu tieni la forza. Io tengo la forza e metto l'idea. E fai. E generi le ombre. Te fai la voce buo. Te con l'illusione, ma. Volevi aprire le loro ombre, cioè di questi che so qui dentro. Beh, o le loro. Ah, il dubbio è. Aspetta, perché questa qua dice in scena. Lui con la torcia sta amplificando le nostre ombre. Perché mentre il tunnel fa un angolo retto, voi quelle di loro non le vedete mai. Allora fa l'illusione è semplicemente di moltiplicare il numero di ombre e che fossero tutti dei troll. Bello. Io invece voglio far venire un vento un po' freddo per il corridoio. Va bene. Troll del ghiaccio. Vediamo. Voce con il riverbero. Così allora, che sarà l'illusione, il suono. Ma il però diversi. Ok, la voce la fai te, ma sì, ti metti anche con la magia. Va sì, bene. E il gelo, ok. È tutto contemporaneo. Bellissimo, sei io veramente. Mi sembra davvero. È tutto contemporaneo, vi faccio fateli separati per capire un attimino cosa succede. Però dicendo anche vi date un po' una mano, direi che è abbastanza facile. Ok, quindi la tua, diciamo che ci metti la voce, bla bla, ma sono neanche meno uno. Quanto c'hai?
suolo 2. 2. Bono. Non puoi fare, cioè, minimo fai 4. Non puoi fare né 1, né 2, né 3. E quello che dico mentre rendo la mia voce molto più profonda e tenebrosa. Amiciosa lì, che è importante. E dico: avete adirato la padrona. I vostri comportamenti stolti hanno mandato la caccia selvaggia a prendere le vostre anime. Ed ora siamo qui per voi! In quel momento arriva la ventata di aria fredda e ho fatto 4. Hai fatto 4. Senti, non viene benissimo, spendi 5. Sì. Senti, non viene... Cioè, viene abbastanza bene, via. Però forse ti viene con la voce un po' piatta e soprattutto se ne va un po' a... Sul quella dovrebbe essere il adesso siamo qui per voi, dovrebbe suonare un po' come tutti mi ameranno e la tenere un po' e adesso siamo qui per voi, che sembra un po' aspetta, vai, fuori giro così, illusione delle ombre, comunque sacrificio 0, quanto c'hai l'illusione? Beh, 1. No, vabbè, facciamo, scusami, quindi è fallito, difficile meno 1, vai, ti hai 1, non potevi fare né 1 né 2, tira, quindi è 3. Però potresti fare uno 6. No, va bene, fai 3. Vabbè. E in realtà non le moltiplichi. Io ti avevo dato un altro dado, Matteo. Con quello avevo fatto 3 prima. Adesso hai fatto 1. Succede che non le moltiplichi. Fai semplicemente un pochino allungare le vostre, ma non riesci a... Perché ero distratto. Eri distratto. Tu non sei... Te proprio quello là, se sei a fare una cosa e te ne viene in mente un'altra. Ma è molto più figa questa. Io vedo che lo spettacolo sta andando male. E oltre a tenere... Sì, insomma, me lo aspettavo un po' meglio. Oltre a tenere ci cerco di fare il rumore di metallo. Bello. La lancia contro lo spiedo. Sei, ma dove è culo stasera? Ma cos'è, una testa di suonare? Ma che cazzo ne so? Ma no. Sì, ce l'ha. No, non ce l'ha. Non c'è una sì. Va bene, hai fatto. Comando. Facendo male. In quel momento c'è il vento. Vai, fuori. Aspetta. È vento per un anzi, questo fatto sei, scusa, sto strisciando le lame. Fa. Quanto ce l'hai? Proprio tipo una sull'altra. Ma era difficile meno 2, vuol dire che hai fatto 4. Ho fatto 3 di dado, perché lo stai mettendo sul 2? No, hai fatto 4. Ah, okay. Scusami. Perché i primi fallimenti ti erano tutti esclusi. Ok. Semplicemente okay. No, hai preso il 3 e l'hai messo sul 2. Ma come? Perché hai tolto? No, scusami. Un attimo di là. Così, per cioè, darti fastidio. Quanti punti? Spendo 5. Quanti punti? È l'ultima magia che ho lanciato. No, peccato mi devi fare un test di tempra spirituale per vedere se non sviene. A 2? Ce l'ho ancora, non sono sotto zero. Ma tu, quando si subisci un terzo, quando ne spendi un terzo... Ma non ce l'hai detto questo. Sì, no, l'hai detto in effetti, però anch'io adesso devo farlo. Io. Ok. Forza di volontà, no. No, tempo spirituale, te come se avessi 0. Praticamente. Tu non lo so. Cioè, 5 punti spirito per fare un po' di vento freddo? È complicata la magia qua. È un po' complicatino, cioè nel senso... Un po' sì, non è spammabile. Cioè, me lo immagino tipo un cantrip questo, però vabbè, 6. Ma tu rimani in piedi come se non posso ritirare. Non devo ritirare. Ritira, vai. Vabbè, senti, rimani in piedi. Poi sono riuscito con 4. Sì, difficile 0 anche per te. Anche te. Non so. Io non ce l'ho. Boh. Dado secco. 1. No, non puoi andare e via. E adesso 6. Così schiaccia qualcuno. 2. Devo fare sputupunk. Ma ragazzi, meno male non ci siamo andati al teatro. Loro si alzano. Le parole questa volta non funzionato. Le parole hanno funzionato. Hai sentito? Sto con un della roba è canetero. Corro di là. Andiamo qui. Incredibilmente il master ci grazia. L'abbiamo fatto no, è uno filato. Abbiamo fatto uno. Lo sculo. Peccato, avrei voluto fare un super tiro del drago qua sul gelo e vuoi fare calzù. Belli su, li lasciavi così. Li congelavo tutti. Non ci stava. Cazzo. E scappano. Va bene, corriamo di là. Anzi, guarda, con questo uno succede questo. Uno scappa via, non sapete dove, uno scappa verso di voi. Vi viene addosso. Mezzanotte qua. Sì, ma no, ma io. So, no, io vado. Dimmi, se a un certo punto si sta andando male. Io continuo a preoccupare. Io vado e mi tiene sveglia presto.
Grazie, signore, è stato un grosso piacere. Continuate pure tranquillamente. Noi poi ci aggiorniamo in giro. Ragazzuoli, buonasera. Ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Dateci i vostri soldi. E date i vostri soldi a Populon. E date i soldi comunque. A in generale. E vediamo se riesco a fare un tiro del drago. Dai, prima di andarmene. Attenzione! Dai! Attenzione! 4 di nuovo! 2! 2! Ah, me l'hai girato! No, dai, do solo una cosa. Bello, mi piace. Mi piace, grazie. Poi bisognerà vedere, poi magari rifaremo un'altra. Tanto ce l'abbiamo un manuale. Sì, no, infatti il manuale ce l'abbiamo. Esatto. Allora, chi lo sa. Buonanotte a tutti quelli che ci ascoltano. Li ammazzeremo tutti quanti. Perché? No, no, io sono solo un prigioniero qui e io non ho fatto niente. Mi hanno solo catturato. Venite, chi guarda siete? Guarda se non ho ammazzato un nano. No, li ho ammazzati proprio. Chi siete? Quanti la tua morte. E afferra per il collo il goblin. O ci prova perlomeno. No, scusami, però non era il goblin che stava parlando. No, il goblin lo ha infilzato. Ah, il goblin era. Sono voci di profonde? Sì, ha una voce un po' roca. Ah. Siete dei nani? Sono un nano. Dove sono gli altri due? Intendi Gilmour e Urtuk? Sì. Gilmour è di là, non lo so dove l'hanno portato, e nemmeno Urtuk l'hanno portato via. Allora è il tuo giorno fortunato, siamo qui per salvarti. Chi vi manda? Non è importante. Vi mandano quelle teste di cazzo dei nostri figli. Ti apro come una ventresca, andiamo. Ora uscire. Poi sì. Parlare. Vedete che quello che avete ucciso c'ha delle chiavi lì, diciamo che... Gli do ancora una frugata a Metti abbia adesso. Non vorrei che ricordarvelo, ma ce n'era un altro un po' più avanti. Se abbiamo le chiavi. Ah, ce n'era un altro. Ce n'erano due nelle prigioni, aveva detto, no? L'avevo rimosso. Nano, dire diverso. I nani sono stupidi. Insomma, fatto, mi fate il favore di liberarmi. Vero. Va bene, superiamo l'angolo a questo punto. Sì, superate l'angolo, entrate in una stanzona dove alle pareti ci sono una serie di celle. La maggior parte c'è solo della gente sta. Così male. Le apro tutte. Perché in una. Le apri tutte? E nel caso ce ne frega di questi qua? Beh, hanno avuto la loro occasione. Il destino, il drago gli ha portato un'occasione. Quale drago? In questo caso è stato Bjorning attraverso la mia mano. Ma. Ok. Con l'aiuto di Glamordir e Oyu e. E Oyu. Va bene, sono due. Va bene. Sì, sono qui. Sì, c'è un nano dell'oro in una... che è l'unico sveglio. Tra l'altro, vedete in terra nella sala, cioè praticamente c'è due ciocchi di legno con un tavolo. In terra accanto c'è una scacchiera. Quei pezzi tutti rovesciati in terra. Dov'è l'altro goblin? È scappato di là. Merda. Vabbè, un goblin in meno da uccidere, no? Che andrà a chiamare aiuto. Mio. Vai, prego. Sì. E si lancia Arugal. Va bene, si all'inseguimento lancia, sì, dell'altro goblin. Ah, un cane in meno. Torno. Ah, che abbiamo capito. Già che ci senta 16 km. Cazzo. Io in realtà ora non so se per comodità di gioco forse non conviene, ma in realtà proverei a svegliare il troll. Perlomeno a curare. Beh, in realtà aspetta, nel tempo in cui passa queste lui si sveglia. Ok. Beh, faccio switch, tanto lui l'ho mandato avanti da solo. E nel senso, Claudio, sta svenuto tre turni che sono due minuti, tre minuti. Poi si sveglia. Ok. E vabbè. Vedi, ci sono io e ti ho appena svegliato. Ah. Su, forza! Abbiamo vinto? Più la battaglia, non la guerra. Un goblin è scappato, abbiamo trovato un nano. Ah, ottimo. Vittoria. E mancano altri due nani però. Arugal si è lanciato all'inseguimento. Non so dove prenderne tre. Beh, ne possiamo prendere anche uno o due, ma più ne portiamo. No, io non me ne andrò di qui senza i miei compagni. E senza lo stendardo, se sapete perché sono qui. Allora, vecchio bavoso barbone. Ehi, vecchio bavoso a chi? Gli dai una legnata davvero? No, faccio semplicemente finta, però gli passo il comando che gli ero data. L'illusione. Vabbè. La domanda è, io mi renderò conto di questa cosa o penso non che tu l'abbia picchiato davvero? Visto che lo vedo... Che gesto fai? Cioè, proprio... Faccio finta di dargli il colpo. Sì. Ci metto l'illusione del randello. Cioè, fai vedere un randello che non c'è. Esatto. E
col comando, io questo però non lo so perché non ho ancora ben preso bene il controllo psichico com'è, anzi no, memoria, gli richiamo la memoria, il dolore di una di botta in testa. Di una bomba che ha preso, va bene. Ma, difficile meno uno. Usa... Tanto ho uno in tutte e due. Quindi. Vai. No, in illusione hai due. Ah, giusto. E quindi lo potevi fare qua, vai. Usa l'illusione, hai preso quattro almeno. Cioè hai fatto quattro. Ho fatto quattro, va bene. Buono. E... anche tu hai studiato i punti spirito però perché non sono infranto e però qua vedi lui si tira indietro si... che cazzo fai amico oh. Obbedisci vecchio bavoso d'ospizio. Ehi, sono scappato da quello spirito. Un'altra ha fatto bene Nishu, devi capire una cosa, noi non siamo qui per uccidere queste persone, siamo qui per portarle in salvo. Portarle vive, non sane. Portarle anche sane, se possibile. Sì, possibile. È possibile, non c'era nessuna necessità di fare quello che hai fatto. Compagno. Ha dei danni visibili? Il prodotto è danneggiato? Verrà rispedito alla casa di produzione? No. Compagno. Sono anziani, non sappiamo quanto reggerà il loro corpo e la sì, loro mente. Sì, vedete, questo è proprio vecchio. Quindi, meno metti... stress su questa persona, più è facile che arrivi viva fino in fondo. Non vogliamo che muoia per sbaglio. Per sbaglio no, per volontà nostra sì. No, non vogliamo nemmeno che muoia per volontà nostra. Non mia. E comunque volevo dirvi che è un po' che stavo pensando a questa cosa. Questi poveretti non hanno tutti i torti e visto che sono dei nani e sanno molte cose, hanno vissuto molto tempo, potrebbero sapere o possedere un tesoro di molto più grande valore di quello che io noi stiamo cercando. Una faccia. E io che cosa sono? Ho una... tu non sei... ma non sei così vecchio. Anzi, il passaggio è sempre il problema, che se io guardo qualcuno non è detto che qualcuno capisca sì. Che io lo stia guardando. E questo mi mette sempre molto a disagio, quindi ho imparato a guardarti nel mezzo della fronte. Mi immagino un pallino rosso, un grosso bubone. Sì, hai ragione, ma i nostri averi se li sono presi tutti quegli stronzi dei nostri figli. Non conosci. Io ho un'ottima proposta da fare a tutti quanti. Credo che Arugal non si opporrà perché tanto a lui basta avere dei soldi e picchiare qualcosa. Noi abbiamo promesso ai loro figli di riportarli indietro. Non abbiamo promesso di riportarceli subito. Giusto? Sì. Una volta che siamo usciti vivi da questo posto, li aiuteremo a trovare lo stendardo. Loro saranno contenti. Noi otterremo i nostri soldi e avremo tutti qualche cosa da riportare a casa. Non so se vorranno tornare nel luogo da cui vengono, però. Potremmo riportarli dai figli. Beh, quello ce la vedremo noi poi. Beh, ecco, sono sicura che anche loro vorranno rivedere Halsraid. Mi sembrava una signora così di buon gusto e di buona compagnia. Esatto. Almeno per salutarla un'ultima volta vorranno tornare. Perché un'ultima volta? Perché deve. Poi potrete scappare sì, di nuovo. Ma... o morire. Una magico. Buona menzogna mi è piaciuta. Lo sappiamo. Noi non vorremmo che morisse, ma... beh, nessuno vorrebbe morire. Oddio, opinabile. Non in quel modo. Non distesa in un letto. Senza poter combattere. Abbiamo fatto cose quando eravamo giovani. Con lei nel letto, mentre lei non poteva combattere? Nisù! Te lo sei meritato. Questo te l'andavo. Hai fatto bene, io ti do la palla sulla spalla. Non ho capito. Sì, la amavamo. In tre. Ma che cosa c'entra questo adesso? Beh, c'entravate in tre. Ancora, vuoi insistere? Questa te la sei peggiorata, vero? Saggio nano, se non vorrete tornare in quell'ospizio, potete combattere contro di me. Ci penserò io. Senti, premottete solo una cosa. Se noi non torniamo, voi andrete su quella montagna che si vede nella sua finestra e sventolerete quello stendardo. No, quello lo faremo prima di portarvi nell'ospizio e noi vi daremo una mano. Se noi non assolutamente. Ci fosse, ma no, ce la farete. Voi ce la farete. Siamo vecchi e c'è un gigante qui. Stiamo mettendo a figli bene, vero? Lo sapete che cosa fa? Ruba la roba. Per il gusto di farlo. Ha lei il vostro stendardo? Sì. Questa allora... sta rinchiusa qua sotto da non so quanto tempo. Credo sia una sorta di maledizione.
e ruba le cose, perché lei non può vivere, lei sta solo qua sotto. Credo che ci sia qualcuno disposto ad aiutarci. Crack. Mi guardo. Crack. Prendo la chiave della porta che abbiamo chiuso prima. Sono sicuro che vorranno uscire da lì, prima o poi. Approvo. Ah, beh. E sicuramente sanno dov'è lo stendardo. Ah, sì. Beh, per quello ci sarebbe un archivista che gestisce tutto, però forse lo sanno anche i goblin. All'archivista non credo di poter arrivare velocemente, ai goblin sì, e sono sicuro di poterli convincere. Ma Gilmour e Urtuk? Allora ci penseremo non appena sapremo dov'è lo stendardo. Va bene. Oppure mentre tu vai dai goblin, io e la mano. Sono una nana, vero? No, sei un nano. No, perché mi sono fasciato? Scusa, sto rincoglionendo. Va benissimo. No, però perché l'immagine mi sembrava che avessi una nana. Perché no, mi hai visto tirare no, solo un brutto ananas. Non lo so, una ananas. Vai. Ok. Nel mentre noi. Scusate, stavo pugnalando una mano, una gomma. No. Nel mentre noi potremmo andare a cercare i tuoi due compagni. Mentre il troll si reca a prendere i nostri informatori. Sono appena diventato un poliglotta. Hai fatto un studiotto che bellissimo. Va bene. Va bene. Io con chi vado? Con noi. Vai con loro. Vado con, sì. Vengo con voi, va bene. Convincerai meglio i tuoi compagni. Beh, sì. Chi te torni dai nani, scusami, dai goblin, che sono sempre lì a litigare ancora perché quello ha rovesciato lo stufato. Te l'avevo detto, sei un caglione. Ah, che cosa volete? Clunk clunk. Avete fame? Un po' sì. C'è la cucina? Io ho qualche cosa per voi, se voi avete qualcosa per me. Un ultimo favore in cambio di qualcos'altro. Stiamo cercando un vecchio stendardo della Compagnia del Lago. L'ho rubato io, signore. Oh, ottimo, quindi saprai sicuramente dov'è, giusto? Signore, lo sa l'archivista, però... O lo sa l'archivista e allora è nell'archivio. O lo sa l'archivista e allora è nella collezione privata della signora. E in un caso e nell'altro dobbiamo andare da... E l'archivista dove si trova? L'archivista dovete o proseguire per questa strada, attraversare il dormitorio, o prendere l'altra. In ogni caso arriverete di fronte a una porta. C'è una stanza. No, non hai capito. Tu segui. Ma te sei con lui. Tu non ci sei. No, io sono con te. Sì. Sono andato da solo. Perché probabilmente noi avremmo... Ma risposto sì in due perché tutti e due avete capito, però... Anch'io avevo capito così. Però non lo so. In realtà, un po' come... No, okay, hai ragione, scusa. Sono un po' no, male. Perché probabilmente noi ci sta che dobbiamo picchiarsi. Sì. Io e te. No. Picchiarsi con comunque, dovete andare oltre la prima porta, c'è una stanza. Occhio, lì c'è l'animale da compagnia della padrona. Ah, anche un animale. E che animale sarebbe? Un Grauktor. Chi? È un grosso orso delle... sotterranei. Ah, un orso. Sì, e oltre poi c'è una stanza con una grande porta e una porta più piccolina. Dalla porta più piccolina si entra nella collezione, cioè dalla porta quella lì si entra nella collezione privata della signora. Ok. E lì forse ha le sue cose, signora. Vi siete guadagnati qualche cosa? Io sono un troll di parola, quindi ficco la mano nella borsa e tiro fuori una striscia di carne secca. Due, signore, la prego. Io vi ho proposto quattro. Una cosa per una cosa. Questa è una cosa, la appoggio sul tavolo. E si guardano così. Dimmi che non togli le dita e gli proponi un'altra striscia per qualcos'altro. No. Si guardano, si stanno guardando così, come a dire... L'altro qui. Dividetevela e torno. Cazzotti e volano da tutte le parti. E richiudo la porta a chiave. Voi due. Sicurezza. Ok, voi due in realtà siete andati di là. A parte avete trovato. Uh,
Luruk Arugal. Arugal con l'altro goblin che l'ha preso e l'ha mangiato più o meno. Che animale. E subito avete trovato questa stanza qui, piuttosto particolare, questa situazione un po' strana. Perché il tunnel scende ancora, c'è una stanza. E avete sentito prima un grosso brusio di voci. Ma proprio tanti, che restavano, dicevano cose senza senso. Cioè frasi spezzettate, monche, sconnesse. E quando avete girato l'angolo, avete visto, prendete una stanza, è proprio una grotta questa. Del tutto priva di qualunque arredo, con una colonna in mezzo, e c'è una forma di gente, di razze piuttosto diverse, soprattutto nani, ma anche altri, che stanno girando intorno, così, parlando. E poi io dopo gli ho detto che tutti cenciosi, pieni di stracci, di roba. Io ti guardo con un'aria spaventata e dubbiosa. Mi faccio il gesto, prima un mani unite assieme in modi preghiera, seguite da il secondo gesto del dito che ruota attorno alla testa. stanno tutti girando verso te. Mi immagino con gli occhi strabici a fare questo gesto. Stanno tutti girando verso destra, tranne a un certo punto sentite una voce, fa no, ma dove va? Fermo, non può girare verso sinistra, o ci uccideranno tutti, lei deve girare verso destra. No, no, se non giro dalla vostra parte l'equilibrio del mondo cadrà, finirà tutto. Ne vedrete spuntare un nano del mercurio come te, con i capelli completamente sparati, blu. Questa barba a ciuffi, priva di senso, che gira in senso opposto. E uno che gli dà dietro, un altro troll, un grosso troll, che gli dà dietro e tenta di fermarlo. No, fermo, lei deve girare nell'altro senso, altrimenti ci uccideranno tutti. No, Milano, da destra, da sinistra a destra, da destra a sinistra, voi da sinistra a destra. Guardo gli occhi del nano con noi, riunosco nel suo, no, del nano vecchio, di cui non mi ricordo il nome, dimmi il nome. Godrock. Ok, abbiamo preso Godrock. Ok, sembra riconoscere questo nano del mercurio. Aveva già iniziato ad impazzire. Ci è passato davanti. Sì. Io fo un balzo dentro per prenderlo per la collottola e tirarlo da questa parte. Fammi un test di forza. Ci metto dei punti di azione. Vai. Tanti. Non ho forza. Bravo. Nemmeno lui. No, in realtà se non ce l'hai non ci potresti mettere punti di azione. Ah, vabbè. Non c'è. Ma lui va, fa un po'. Lo pigli male, caschi anche, in realtà te lo tiri addosso e riusci a... No, lasciami, farai finire il mondo così, farai lottare equilibrio. No. Una botta in testa? Ma che è Gelmur? Godrock, dammi una mano! Non si arriva, Gelmur sono io, sono Godrock, non mi riconosci. Guardando un attimo e... un lungo momento in realtà in cui loro questo lo guardano, questo sguardo, e sembra poco, è uno sguardo molto simile ai Subur, cioè sembra lui fra una cinquantina d'anni probabilmente. Infatti piego la testa, lo guardo per bene, mi sembra familiare. Guarda anche a te, è tuo nonno. A babbo! Puoi portarmi via, è l'equilibrio del mondo. Nessuno è questa cosa. Populon, entrami nella testa. Cosa stai facendo? Ancora parole. Io stavo già toccando le corde della memoria per ricordargli lo scopo, perché so che in realtà per riuscire ad avere una direzione nella vita pure io devo darmi uno scopo. Mi garba tantissimo, perché altrimenti mi ci perdo in mezzo alla strada. So come funziona il mio plan. Aspetta, fammi pensare meno. Guarda, sfatto sei pure sotto, ora sto pensando anche una cosa, te sei pure sottoterra, una condizione ideale per me. Quindi io in realtà sono a casa e sto semplicemente ricordando a mio nonno che meno forse due. È a casa che si vesta prima di uscire. Cioè, più o meno. Vai, sì, è difficile meno due. Se c'è memoria una, poi minimo fai quattro. Sei. Dai, finalmente! Fai quattro! Quattro, cazzo! No, sembra. Però... Se fosse, tanto per dire, Feng Shui... Sarebbe un ottimo tiro. Ma non lo è. Quindi no. Quando
la spada dentro le acque del lago. Sì. Che c'entra adesso la spada? Vieni, stupido, vieni fuori da qui! No, chiamalo, chiamalo matto. Lascia questa, dice questo bello, lascia proprio questi. Queste ditona infilate fra i capelli che gli spuntano come ciuffi, sembrano ciuffi d'erba e spuntando a delle radici. È così per questo che ci chiamiamo Compagnia del Lago. È una lunga avventura. Perché avete perso la spada nel lago? Ma sì, quando, beh, la ritrovammo. Basta parole. Il troll se la fece ascoltarla. Andiamo, togli nostri, i nostri figli l'hanno venduta. Quei maledetti, ti rendi conto? Hanno fatto la commedia, lo so. La interpreto ogni domenica. Era bene delle bottiglie. Dobbiamo ritrovare lo stendardo. Lo stendardo oppure il mondo finirà. Andiamo. Sì. Ter, dove sei? Io stavo andando nella direzione oltre il dormitorio che mi avevano detto che si poteva girare anche dall'altra giusto, parte. Giusto, attraverso il dormitorio. Che è quello da cui in realtà ti rendo conto è venuto prima cosa per riportarvi le vostre robe, le vostre cose. E ci sono tutta una serie di lettini, ma bellini, di legno, proprio da bambino. Alcuni fanno addirittura con le spondine per non far cadere i gobellini che ci dormono dentro. Ognuno ha un cappellino di lana. Fra l'altro, sulle tastiere del letto. Oddio, service. Internet service. Fra l'altro, sulle tastiere del letto a fuoco è inciso il nome di ogni goblin, proprio una calligrafia bellina. Sempre service. Curata. E sono tutti che dormono male e sognano. Ah, non so. Coperti con delle copertine di amatine di lana. Una scena bambinesca per dire cose che in realtà sono bruttissime, hanno dei nasi grifagni e dei denti che gli escono un po' da tutte le parti, anche dalle mani presumibilmente. Te li attraverso così col passo da pantera rosa. Un troll col passo da pantera rosa lo voglio vedere. Beh, in realtà non ho niente addosso di rumoroso. Sì, ma sei un'armata. Ce ne vuoi spirare su. E se le butta giù a dormire. Monete, la morte Robin Hood. Va no. Bene, praticamente succede che voi, fra l'altro tutti gli altri pazzi vanno, che hanno continuato a girare, vanno guardando male mentre portavate via uno di loro. Ti ho detto, non trattatelo male, mi raccomando. Ci mancherebbe. Uno di voi, riportatelo qui. Dobbiamo girare intorno alla colonna. Intorno e ricominciano a girare intorno alla colonna all'infinito. È lunga da ucciderli tutti. Che facciamo? Ce ne andiamo? Sì, certo. Non vorrei mica metterti contro di loro. No, lo dicevo. Praticamente vi ritrovate di fronte a questa grossa porta. Anche questa socchiusa. Le due strade perché si ricongiungono. La caverna delle porte socchiuse. Sì. Nessuno è in grado di chiudere effettivamente una porta fino in fondo. Perché in realtà questa qui ti rendi conto è una porta da. È mastodonte. Da gigante. Ecco. Merda. Aspettiamo il troll. C'hai del. Ma vi ritrovate lì davanti, tutti e quattro, tutti e sei ora, perché avete anche due nani. Oh sì, è di qui che li hanno portato. Però si ci da parlare verso nessuno in realtà. Lo stendardo ce l'ha l'archivista, probabilmente nella collezione privata, che è in una porticina di fianco alla porta. No, allora, ricordo, anche se qualcosa. La collezione privata non è la stessa cosa dell'archivio. È Gilmour che parla, il nano del Mercurio. Sì, non ho detto che fossero la stessa cosa, ho detto che l'archivista l'ha portata nella collezione privata. Ho capito che non hai detto che non fossero la stessa cosa, ma ascolta. Sono contento che voi abbiate trovato un altro nano sano di mente. Acqua, taci! Sì, mare. Elfo, hai perfettamente ragione. Non perché voi nani siete così? Potrebbe essere... Non lo so, io lo mando di faccio. Non lo so davvero, cosa stavi dicendo? Sì, c'è una collezione privata. Sì, sappiamo che c'è una collezione privata e sappiamo dove si trova la collezione privata. Ora non ci resta altro da fare che entrare, prendere il vostro stendardo e andarcene. Quella gigantessa Illuga. Illuga si chiama così. Non darà le sue cose molto volentieri. Non è necessario che le dia, noi possiamo semplicemente prenderle. Esar, forse è il momento giusto in cui davvero le parole varranno più della spada, ho paura. Prepariamoci. Mi giro verso Arugal. Mi spiace. Ancora. Va bene. Secondo me questa ci dà una serie di schiaffi incredibili. Beh, non vorrei giungere alle mani con la gigantessa, vorrei non farci vedere oppure scendere a patti con la gigantessa. Va bene.
tu cosa sai fare, indicando il nano del Mercurio che è Urtok? No, Gilmour. Gilmour, tu cosa sai fare? Per bene. Per bene ormai poco. Un pochino? Beh, vi so curare un po'. Beh, forse. Faccio. Ma se vi vedo avete più ferite nello spirito che nel corpo. Potresti aiutare? Aspetta. Sì. Sì, vi potrei curare. Ma appunto. Sei bravo a restare zitto? Non molto. Non molto, per dire la verità. Ok. Cambiamo tono di voce un secondo, da pazzo. Forse allora è il caso che tu stia fuori. Avrai un ottimo compito necessario alla nostra sopravvivenza e alla riuscita della vostra missione. E tu, Godrock? Aspetta. Sì, forse se ritrovo le mie cose posso darvi una mano. Andate. C'erano delle pozioni lì. Io ero bravo a prendere per il culo la gente. Fantastico. Ecco, forse allora anche tu è il caso che stia zitto. Dipende in che senso. Se nel senso di prenderli in giro o di fregarli, magari. C'è una terza via, ma magari non. Di fregarli, sì. Beh, una volta ho venduto una barca bucata. No, ho sentito dire che l'avevano fatto giù al porto. Ecco chi è stato quel bastardo. Si tratta di qualche decennio fa ormai. Comunque. Allora potresti essere. Il piano è: i nani stanno zitti, io e l'Aquar parliamo. Va. Anche io? Sei un nano? Rispetto a te, sì. E allora stai zitto. O perlomeno conta fino a 25 prima di parlare. Ma dove volete andare esattamente? Là dentro a prendere il vostro stendardo. E poi a prendere l'ultimo della vostra compagnia. E poi va portare bene quel cazzo di stendardo in cima alla fottutissima montagna. Per il mio insultare, per vedere di rendere una situazione importantemente grave. O perlomeno prendere lo stendardo, il vostro amico, cercheremo di salvarlo nei limiti della nostra salvaguardia personale. Salvavezza personale. Vai, esatto. Va bene. Entriamo, giusto. Va bene, entrate. Spingo io le porte perché mi no, sembra. No, ma ci passi. Sì. Okay. Sì. No, ma era per fare era la figo. Ma era figo. Va bene, fai questo? Sì. Sì. Ecco, sentite una voce. Chi è il coglione che l'ha svegliato? Ah, l'animaletto della padrona. Si fa un rumore di hafene che si... Un rumore di hafene che si tende. Sclank! Io metto una mano dietro ad Arno e lo spingo un po'. Vedete, c'è. Andiamo a mangiare alla bestia così che non prenda. C'è una stanza piuttosto strana, nel senso che è un salotto. C'è una poltrona, c'è un tavolino e c'è un camino, ma è tutto di dimensioni gigantesche. Compreso il camino, infatti c'è un rumore come se ci fosse un incendio. Dentro ci sono tipo dei mezzi tronchi a bruciare. Accanto alla poltrona, notate che sta oscillando. C'è una di quelle gabbie da uccellini. È proprio con il bastone fa così, il ricurvo, e poi c'è appesa la gabbia. E dentro c'è un terzo nano. C'è un nano. Il problema è che sotto di lui, che sta sbavando, con una catena che è legata alla gamba della poltrona, c'è un grosso orso nero. Che vi è corso incontro appena vi sta ancora correndo incontro in realtà. La catena si tende. Io mi schiarisco la voce e con tutta la faccia di bronzo riesco a tirare fuori e faccio: sono qui per annunciare Ezar, il bardo delle mille lande, che è qui per rendervi onore, mia signora. E beh, facciamo mentire. Oh, lo faccio.
diciamo lei. Cerco di fare. Non è qui! Il pancio. Dice il nano e sta oscillando. L'ho vista andare in quell'altra stanza. Sai per caso da che parte si trovi la collezione privata? Credo che sia. Allora, di là ci vanno tutti i goblin. E quindi i goblin non vanno nella stanza privata. Credo che sia oltre quella porta. Ok. Pensi che la catena di quella cosa arrivi fino alla porta? Beh, forse potete provare a girarla intorno, ma c'è una cosa che dovreste fare. Prima, farmi uscire da questa cazzo di gabbia. Che mi sono rotto il cazzo. Farci uscire da quella gabbia significherebbe affrontare quella cosa lì sotto e al momento... Sta facendo una pozza di bava in terra, sul tappeto gigante. Che c'è? C'è una poltrona gigante e un tappeto gigante. Non sono così convinto di riuscirci. Senti, sei venuto qui a liberarmi o sai perché stai cercando il mio stendardo? Senti, sta zitto, siamo qui per risolvere la situazione. Adesso sta zitto, dobbiamo trovare la padrona. Se voi non fosse stati così incauti, non avremmo bisogno di salvarvi. Siamo incauti! No, siete vecchi! Esatto! Potreste morire per questo se solo avessi ancora la mia ascia. Maglietti! Fatela con la gabbia in cui sei rinchiuso! Sfigato! Facevo il fabbro, facevo l'avventuriero! Incazza, la gabbia inizia... Sì, dai, spingi! Spingi con le tue quei arti artrotici! Si deve fare critici. Il tuo rumore. Clonk. 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 Che c'è? Ops. Mia signora, sono qui per annunciare Ezard delle Mille Lande, il bardo che sconvolse un continente con le sue storie. Per voi. Quale dei continenti? Il quinto. Quello di cui ancora spesso non si sente parlare, perché, vedete, le sue storie possono cambiare addirittura il volto e la faccia della terra. Per voi, mia signora, Ezar il bardo delle Mille Lande. Chi sta parlando? Oh, tali parole non fanno nemmeno onore. Stanno bombando tutto. Alle storie che ho raccolto nei miei lunghi anni di viaggio, Lady Illuga. E tutti questi anni non fanno onore alla vostra bellezza e alla vostra saggezza. Sapete il mio nome? Sapete il mio buono? Da dietro la poltrona, perché sta arrivando da una porta che è sulla vostra destra, così come appunto la poltrona, appare questo essere alto tipo 6, 7, 8 metri, di per lì non lo valutate bene, vestito in una maniera profondamente ridicola. La prima cosa che vi colpisce sono i fuà dei suoi pantaloni. Dei pantaloni verdi. Con dei pua rossi. E poi c'è un cappellone accanto, c'è un grosso pompon di lana rosso, che risalendo con lo sguardo vedete venire dal suo cappello, che è un cappello lunghissimo, che appunto le scende fino sui fianchi. Poi c'è una camicia di colore viola e verde. Madonna. Che belli accostamenti di colore, eh? Ma vedete, si avvicina a voi, per quello trema fra l'altro tutto, si avvicina saltellando. Prima tutto. E la cosa che notate di più è che c'è anche un mantello, una sorta di mantello in realtà molto corto, quasi ridicolo per quanto è corto. Beh, sì, ho capito. Abbiamo dai, non il mercurio. Do una gomitata nel naso per tenerlo a bada. Certo è Lady Illuga che conosciamo il vostro nome. Si mette a sedere sulla poltrona, così. Io sono un mercante di nomi, come ho detto al vostro usciere al piano di sopra. Oh, l'ho aiutato da... il mio troll. Lo rubai a un fomoro, tanto. E quello sarebbe un troll? Era. Ah! Erano due troll e un goblin. Ah, ora capisco. Li hanno fuso insieme. Mi sembrava di riconoscere una certa... Calmo! Ma scusate! Calmo! Calmo, piccolo, vieni qui. Potrai mangiarli dopo, se ce ne sarà bisogno. Beh, io conto che non ce ne sarà bisogno. Suppongo che
lei sia alla ricerca di qualche cosa e che noi potremmo trovarlo per lei, Lady Illuga. Dopotutto io sono un mercante, sicuramente quello che cerca lei io ce l'ho. E voi che cercate? Ma sono sempre interessata a degli scambi. Un cencio, cose di poco conto. Già, o un vecchio bavoso nano. Oh, come questo? Più che altro sì. Un cencio. Ma anche il nano non è male. Il cencio con una cenci, di cenci, nano. Cenci, ho una sezione tutta di cenci, dallo scaffale, dal cassetto 462 allo cassetto 474. Vedete, mia signora... Sono tutti cenci. Mia signora, noi non stiamo cercando un cencio comune, ma un cencio su cui grava una terribile maledizione. Una maledizione che è capace di... Oh, le maledizioni mi fanno sempre piangere, sapete io. Sì, noi siamo del dipartimento. Perché in realtà lei una volta era una graziosa e leggiata fanciulla del tuo sono sempre stata una gigantessa. Quando ero bambina, mio padre mi chiuso. Vedete, ci dispiace molto. Noi siamo del dipartimento anti-maledizioni errante. E siamo cosa? Qui. Cosa? Sì, siamo del dipartimento anti-maledizioni errante. Potete togliermi questa? Del DAMA. DAMA. Non sapevo che vi fosse una tale. Le dame. Nuova istituzione. Giusto, le dame. Noi siamo le dame. Le dame, mia signora. E vedete qui si prende l'orso e se lo mette in collo inizia quando uno è triste accarezza i gatti perché abbiamo ragione di credere che in questo luogo vi sia un terribile cencio con una malattia che è capace di far spuntare dei grossi rossi buboni sulla pelle di chiunque lo porti, in particolare sulle natiche delle gentil gigantesse. Sì, cosa dite? L'effetto non è immediato, dipende dalla luna, ma è molto molto pericoloso. Ma la luna qua sotto non arriva. Ma quando è storta in cielo la raccomando. Sì, il panno se ne accorge, perché vedete la luna fa tutto il giro e una volta che è dall'altra parte arriva anche sottoterra. Vero. Il quinto continente di cui nessuno ha mai sentito è sempre inondato dai raggi della luna quando non si vede in cielo. Vedete? Il bardo ne sa. State dicendo troppe cose. Beh, la facciamo semplice, ci dia la mantella, ci dia il nano, lo sloggiamo. Portato il più lontano possibile dalla persona maledetta. Il termine tecnico di tale maschere si credo sia un bendaggi oculari. No, sono delle maschere, tiro fuori delle maschere rituali di legno, grosse così. Ah, ok, non ero aggiornato sulla circolare A38. Voi mi state povero ciccio accarezza l'orso. L'altro l'orso non è un orso normale, notate che ha delle placche tipo rinoceronte, del pelo gli spunta fra queste cose e i dentoni a sciabola da tigre, cioè un po' un orso strano. È un bell'orso. Piccolo mio, sì, lei gli morde i polsi, gli morde le cose. Ovviamente le maschere andranno tenute dalla persona che ha donato il cencio per levarsi la maledizione. È un normale scambio. Dato questo cencio, come lei saprà, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto però viene scambiato e noi scambieremo una maledizione per una benedizione. Ma non gli toglierà la maledizione. Posso vedere queste maschere? Le maschere vanno tenute purificate fino a che non è il momento del rituale. Ma voi me le lascerete, vero? Se lei ci darà il cencio, assolutamente sì, altrimenti la maledizione non potrà essere spezzata. Quattro maschere per un cencio. Quale cencio? Un cencio maledetto. È quello che porta sulle spalle in questo momento. Terribile. Questo è maledetto. Rossi. Psoriasi. Beh, ora qualcuno mi faccia un test di mentire. Aspetta, io posso fare mentire, ho due. Io ho due. Ma, per facilitarmi la vita, io vorrei fare ventriloquo e far partire dal cencio un sibilo. Bello. Bello, bello, bello. Io ora girare. Però uno. Sì. Sì, così. Un sibilo. Dal cencio quando è un... in cambio del cencio maledetto che fa un... Ma quale cencio? Quello che addosso è un...
Va bene, lo... Aspetta, si sta stringendo al collo? Mi si stringe al collo! Dai! No. Grazie! Sì, no, io no. Quattro. No, mi si stringe al collo! Al collo! Lo tolga subito! Vedi, anche l'orso è così! Ma non riesco a... Il nodo! Si slaccia il nodo! Vedete se riesce... Adesso soffoca! È bellissimo! È un modo per risolvere... No, vedi, bellissimo! Vedi, e lei sta... Davvero si sta praticamente strozzando. C'è l'orso che morde l'altro, è una cosa, cioè, morde l'altro lembo del fiocco e lei si è fatta, capite? Si è fatta sto fiocco, proprio come i bambini quando fanno finta di essere un supereroe e si legano un lenzuolo. Infatti ora la guardiamo un attimo, c'è proprio una faccia che è d'una vecchia, perché è bionda ma inizia a imbiancarle i capelli, iniziano a imbiancarle i capelli, ma con lo sguardo di una bambina. Sembra si stia proprio realizzando la cosa che ti diciamo sempre da bambini: non ti mettere le cose intorno al collo, per se ti sacchetti in testa, perché se no muori. Sa come? A lei sta succedendo questo, invece. Ma viene salvata dal tuo orso che slega questo coso, che cade a terra. I nani stanno correndo a prenderlo. Ecco i nostri tecnici che se ne stanno occupando. Ma io qui, i nani... Prego, indossi una delle maschere per ogni occhio. Sì, per ogni occhio, ne do due. Esatto, così. Le deve tenere per 15 minuti in modo che le maschere purifichino il vostro essere dalle impurità della maledizione del cencio. Le altre due vanno lasciate per terra finché le prime due non verranno staccate dalla faccia. Noi ci assicureremo di allontanare il cencio il più possibile dalla vostra persona nel frattempo. Ma mi devo sdraiare? Sì, è meglio il flusso del sangue da sdraiati permette alla maledizione di allontanarsi più velocemente. Se riesce a mantenersi in contatto, tra l'altro, con un animale guida, possibilmente un elemento di riferimento di questo tipo, deve tenerlo sotto controllo per almeno mezz'ora. Sacco di pizza. Bellissimo. La condurrà attraverso un percorso per la redenzione dalla maledizione. Devo stare ad occhi chiusi? Beh, tanto sì. Attraverso la maschera non è che cambi meglio, molto, meglio. Ma è meglio. Meglio. Sì, meglio. Ma ne terrò uno chiuso e uno aperto. Ma va bene, va bene. Allora fai. Cazzo ci vede attraverso la maschera? Ci vede qualcosa? No, perché per lei comunque si vede tutto l'occhio. Okay. Anche me se sono delle maschere da troll, lei alta 7 metri, le prendono questo pezzo qui. E in seguito le consiglierei, e faccio i gesti a loro uno. Io prendo Aruga nello sollevo. In seguito le consiglierei, sì, laddove sì. Dovesse acquisire nuovi oggetti per il suo benessere, no? Una settimana di purificazione dell'oggetto stesso all'interno di una vasca di sale, divisa equamente con sale. Tre terzi di sale. Rubate del sale. Tre terzi di sale e dell'acqua. Sì, signora! Ovviamente questo non vale laddove sta trattando una sostanza solubile in acqua, perché va bene che sale fa del... e vado avanti così per mo. Va bene, e poi cosa ho tentato di fare per liberare questo cacchio di nano? Hai smontato una sedia? Sì, ma mi sto... E beh, tanto è arrivata alla fine della sua... Sto per cascare in terra, ma non importa. Se vuoi c'è un'altra sedia. No, sto qui. Prendo smontare. Arugal e lo sollevo di forza, dato che per me sarà un fuscello, per quanto sia... Sì, ma non proprio, però ce la faccio. Comunque, gli faccio almeno da scaletta in modo che lui si riesca ad arrampicare un po' più in alto per arrivare alla gabbia. Ok, quando lui finisce la storia dei sali, comincio a parlargli delle pratiche che noi firmeremo al posto suo per rettificare il suo passaggio da maledetta a non maledetta attraverso davvero? L'ufficio delle dame. Ma e qui qual è il vostro scopo? Il nostro scopo è nel senso è staccarla e farlo cadere. A scassinarla. E so in realtà è Arugal, quindi cazzo. Probabilmente spaccherà qualche cosa e noi ci troveremo ancora. Ma se no, scusa, invece di alzare Arugal, alza me. E che tu stai anche parlando. Sì, in realtà è vero, sì. No, sì, non esiste. Ma se no, scusa, ma chiediamo. Come pagamento dell'antimaledizione, dai, abbiamo fatto 30. No, vabbè. Mi sembra tirare un filo troppo la corda. Sì, boh, non lo so, via. No, potevi fare un test di forza per tentare di strapparla. O anche di aprirla, in realtà. Più di aprirla, magari. Che magari fa un filo meno. Dimmi la forza di Arugal che dovrebbe averla. 3.
3 di forza. Io non ho nessuna... Non so insultare uno spiedo. Aspetta. Ok. Quanta forza ha? 3. 3. Però è in bilio, direi che è difficile almeno... Uno, perché il nano lo aiuta dall'altra parte. Ok. Quindi vabbè, fagli spendere anche 3 punti di azione. Così minimo fa 4. E la cosa che succederà un bel 4 è che dura. No. Ok, quindi fa 4. Bene. La porta si apre. Sclang! E il nano però nella spinta vola di sotto. No, ma non morirà, nel senso, non lo sapete ora, però in realtà... Vabbè, lo prendiamo. Ecco, questo era il rumore della maledizione che si stava aspettando, si sta signore. Senta come so. Davvero? Sì, cazzo, la mia gamba. È molto, molto simile al rumore del legno che si distrugge. E quello che sente è il mio collega che sta cercando di sollevare il cencio e gli faccio intanto segno di andare. Noi, cioè, io prendo i nani, il cencio, lui prendo tutto. Vabbè. Sto andando a una velocità stratosferica, perché penso che siamo in chiusura. Sì, la gabbate in questa maniera in realtà. Il... Quello c'era che l'orso più insospettito di lei vi viene un po' dietro. Però in realtà fino a dove lo può portare la catena. Ma poi... gli lancio anche della carne secca, quella che mi rimane. Tanta roba. Giusto. E lui si ferma a mangiarla. E io telo insieme agli altri. Per la velocità del... proprio. Tornate fuori, ok, tornate indietro. Riuscite, chissà come... Secondo me, allora, fate 2 viaggi, perché voi, più i nani, più il cavallo, su quella razza di... Non ci state. Io faccio viaggi. Il viaggio per ultimo da solo col cavallo, piuttosto. Esatto, o forse anche Ferenne fa. Uscite fuori. Il tuo cavallo. E quello che succede nulla è che rifate il viaggio all'indietro. Va bene. Rifatti. Arrivate però a metà giornata, tipo, dall'ospizio. Prendete una deviazione. Che vi porta... su uno degli speroni di roccia, su uno dei pianori di roccia del picco del Sangue Bianco, che è ancora coperto di neve nonostante non sia la stagione più fredda in realtà qui nel sud specialmente. Quello che fate, sapendo che sta guardando l'edificio che vedete non è molto lontano da voi, è praticamente a valle sotto di voi, e prendere lo stendardo che avete durante il viaggio rifatto 2 pali a croce per legarci, perché avete questa forma qui a ogiva, cioè ovoidale, diciamo, ce l'avete legato, arrotolato. Nel momento in cui arrivate in cima, vedete che uno dei 3 nani, tra l'altro Urtuk, il nano del ferro, l'ultimo avete liberato, non cammina. L'avete dovuto portare. Cioè, tu l'hai messo sul suo arretto, esatto. Io ho cura, gli ho sistemato. Se pensi che lui ci abbia perlomeno 120 anni, no? Del genere. È un vecchio. È un vecchio. Srotolalo. Srotolate lo stendardo. E in quel momento, fra l'altro, sembra essere preparata sta cosa. Davvero, perché si alza il vento, si rompono le nubi e arrivano dei raggi di sole. E questo stendardo molto bello, azzurro e bianco, con questo macchiona azzurra nel centro, che rappresenta il lago, e una spada che c'è inficcata dentro, si srotola e vedete, probabilmente l'hanno speso anche diversi soldi per farlo fare, da qualche tessitore, da qualche sale. State un po' lì in silenzio a guardarlo e poi non so se, tra l'altro, forse anche lasciandolo lì, se sì lo lasciamo, sì, assolutamente, scendete e tornate giù. Cazzo, mi aspettavo uno dei nani morisse lì.
quello più vecchio ci stava. Non li volevo far morire, però ci può stare, c'è nel senso. Con la gamba ferita, bellissimo. In realtà, facciamo così. Facciamo così: l'avete trascinato fino a lì, praticamente. La sua gamba sta male, cioè, voi avete provato a curarlo sia con la cura normale che con la cura magica, ma non potete curare la vecchiaia. E quindi, nel momento in cui liberate lo stendardo, vi girate, qualcuno gli dice, probabilmente Godrock, gli dice: hai visto? Ce l'abbiamo fatta. E lui non gli risponde. Scavate una fossa e lo lasciate lì. Tornate all'ospizio, venite affrontati in maniera piuttosto fredda e brutta dai figli dei tre nani. Che vi chiedono dei figli. Che vi chiedono semplicemente quanti ne avete riportati, quanto vi devono dare. Ma in realtà io... Ora, poi... Diamo. Se i nani non vogliono tornare all'ospizio, io li affronto a duello. E se vogliono morire combattendo, vabbè. Questo però allora, no, beh, mi piace tantissimo, avviene ancora al piccolo. Sì, sì, su al piccolo, accanto allo stand-up. Non so se lo fanno, poi vediamo. Bello, fra l'altro hai ucciso, fra l'altro è morto, quello era il più guerriero dei tre. Gli altri due ti lanciano anche qualche magia, però quello che vi tocca non è niente, perché non avevi riportato nessuno. Io mi... Ma abbiamo una bella storia da raccontare. Esatto, io mi impegno comunque con i miei compagni di ripagare questo debito a loro. E vi viene detto come ultima cosa che poche ore prima Halsrid è morta, si è spenta definitivamente. Guardando, cioè, però voi la vedete, vedete il cadavere che ancora deve essere portato via e vi sembra che abbia un sorriso dipinto sulle labbra. E sul sorriso sulle labbra direi che si può chiudere lo speciale delle cronache di Populon di Fireball. Yeah. Grazie, grazie. L'hai fatto. Grazie di questa puntata. Grazie a voi. No, grazie a voi che avete portato le cronache di Populon. In realtà ce l'avevamo già. Ma grazie. Tra l'altro vorrei ricordare Simone, giusto, Simone, che sì, ve l'ha portato. Scusa, prima me l'ero scordato. Simone, grazie. Che ti sei fatto, insomma, hai fatto la corriere dalla Toscana a Milano. Il manuale, se lo vogliono comprare. Allora, abbiamo un sito. www.lecronachedipopulon.com. Non c'è molto da fare confusione. No, direi di no. Ancora non ha uno store dentro, ma ci sono tutte le istruzioni per comprare il gioco. Fra poco poi ci attrezzeremo, perché insomma ci abbiamo messo dei tempi un po' biblici a fare già il sito, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, è molto carino, vedetelo. Fra l'altro c'è un video molto figo di gente che gioca e comunque ci sono tutte le istruzioni per comprare i nostri manuali. E poi a Modena, ora aprile, credo a Empoli il 22 e il 23 aprile sempre. Poi vi teniamo, poi appunto aggiorniamo attraverso il sito e la nostra pagina Facebook, le cronache di Populon. Noi tanto mettiamo il link nella puntata, quindi sia sul video su YouTube che nella puntata su iTunes trovate il link per arrivare al sito e vedere come comprarlo. E l'altra cosa, che è il podcast che avete iniziato a fare anche voi. Sì, quella è una cosa diversa. Allora, vi ricordo, le cronache di Populon è un lavoro di Dario Landi e Mattia Sarti, e sono gli autori. Lì accanto, diciamo, nato in quest'ombra qui, c'è stato Epoca, il podcast, che è questa idea che è nata per condividere l'emozione di giocare di ruolo, alla fine, nient'altro che questo, che è nato grazie a Dario che mi ha insegnato a giocare di ruolo, e poi... E vabbè, e allora? È successo davvero così. Quindi Epoca, il podcast, se non vi basta Fumble, spero che non vi basti. A me non è bastato, infatti, poi. Però diciamo che non si gioca su Epoca, non si gioca a Populon, ok? Mm-hmm. Sì. Perché io con loro ho un gruppo, cioè un gruppo, ho un diciamo un progetto nel centro giovani del nostro paese, che è Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, dove tutti i mercoledì si gioca a Populon, ma in 4 o 5 gruppi. Che è ancora un'altra cosa. Da quel gruppo lì, alcuni, siccome gli garba tanto giocare di ruolo e non solo a Populon, hanno
messo su un gruppo e giochiamo. Ora stiamo giocando a D&D 3.5, poi si gioca una roba che sicuramente è inventata da Pietro, sì, che, è uno, che, è uno, che è uno dei primi playtester di Poplon. E... un buon Caradras. Esatto. L'ultima cosa, ormai siamo nella zona pubblicità, poi... Vai, vai. Zona e Oyo Illustration and Artworks, che è la mia pagina di illustrazioni. Se vi va di passare a dare un'occhiata, feci un regalo tempo fa a Fumble facendogli il drago. Che è quello che vedete tutte le volte nella sigla. Sì. Colpa mia. Merito, merito. Merito mio. Scusa, a questo punto, siccome tanto sono l'osco, se no poi mi... Mattia Sarti, cercalo su Facebook. Che anche lui è quello che mi ha fatto venire la voglia di disegnare, quindi è tutta colpa loro. È tutta colpa nostra. Non ci vogliamo troppo male. Però grazie, è l'illustratore del manuale. Insomma, le illustrazioni del manuale sono tutte bellissime. Quindi esatto. Andatelo a cercare perché ne vale la pena. Seguitelo e amatelo. Grazie mille in diretta a Fumble, che a me mi accompagna sempre mentre disegno. E... è stata un'emozione pazzesca poterle vedere. Io purtroppo non riesco a tenere le cose sotto mentre le scrivo, per cui non posso dire lo stesso. No, ma è una cosa che mi succede con la musica, per qualunque cosa. Però comunque l'ho ascoltato, insomma. Poi insomma siamo i ospiti. Esatto. È una figata pazzesca, ragazzi. Ascoltatelo. Cosa importante, settimana prossima, se siete a Milano, se riuscite a passare da Milano, so che qualcuno ha già preso un giorno di ferie per venire apposta a Milano e sono molto contento di questo. Facciamo la puntata live dalla Forgia degli Eroi. Non è già un posto e siamo così, mi direbbe benissimo. Mi vorrei trasferire a Milano. La Forgia degli Eroi ha aperto ufficialmente stasera. Mi hanno spiegato mentre cos'è, noi eravamo qui. Ci vorrei un po' vivere, però. Domani c'è l'inaugurazione aperta a tutti. Oggi era quella per chi aveva partecipato al Kickstarter. E settimana prossima noi facciamo il primo evento della Forgia degli Eroi. Sarà una puntata speciale per celebrare i 4 anni di Fumble, le 200 puntate di QWERTY e i 2 anni di le 2 anni di QWERTY e le 200 puntate di Fumble. Giocheremo al gioco che sto scrivendo, ho quasi finito di scrivere, lo sto testando da un po'. Ho iniziato a leggerlo, sembra bello. Sì, me l'ha detto Pietro, mitico. Vi passerò la versione aggiornata. Ci saranno delle copie del manuale da vedere e forse anche da regalare, adesso vediamo. Quindi se riuscite a passare. Ci sono ricchi premi e cotillon, come si usava a dire. Io una non volta. Non ho mai capito cos'è un cotillon, ma va bene. Ma non importa, è un modo ma di chi dire. Se ne frega. Non lo so neanche io cos'è. È un ricco premio. È un ricco premio. No, perché i ricchi premi e i cotillon. Ma è sinonimo. Saremo lì dalle 7 qualche cosa, già a cenare, quindi se volete venire a cena e bere qualche birra con noi, siamo già lì, e poi giocheremo dalle 9 fino a che non ci cacciano fuori dalla Forgia degli Eroi. Io volevo dire un'altra cosa, ma tanto me la so scordata, per cui... Dai. No, volevo dire che questa abbiamo giocato oggi, è una delle 5 avventure che avremo nella pubblicazione che sta uscendo a Modena, che uscirà a Modena, appunto. Quindi, spoiler, ma chi se ne frega, ce ne sono 5, una... Avete comunque 4 avventure che non conoscete. Se sono tutte come queste, sono bellissime. Questa è stata fantastica. Grazie ragazzi, vi voglio troppo bene. Nulla, cosa posso dire? Spero che abbiate riconosciuto la citazione di Fuga da mezzanotte nella stanza della gente gira nella onda. Basta. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble lo trovate su fumblegdr.it. Metteremo le miniature anche di questi personaggi nel roster di personaggi che ormai è arrivato a 160 personaggi. Ho perso il conto. Si può fare una festa alla fine, tutti i personaggi si invitano. QWERTY.it/associati per associarvi e donarci dei soldi. FumbleGDR.it/shop per comprare i nostri gadget, comprare il manuale di Urban Heroes con il codice Fumble Now. E basta, noi ci sentiamo settimana prossima, saremo in diretta anche se siamo dalla Forgia degli Eroi, sempre su Spreaker e in video su Facebook, e per tutti quelli che ci ascoltano non in diretta, ci sentiamo settimana prossima. Grazie. Ciao. Che i draghi vi proteggano. Ciao. Questa pausa storica.